Siamo ragazzi, sì, 9.01. La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria onorevole Patriarca a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, onorevole. Processo verbale della seduta del 16 maggio 2023. La seduta comincia alle 10.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 15 maggio 2023. La presidente dà conto delle missioni. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 1067A. Intervengono i deputati Bicchielli, Ghirra, Pastorella, Arruzzolo, Iaria, Carrà, Simiani e Rotelli. Intervengono per richiamo al regolamento il deputato Giachetti. E sull'Ordine dei lavori i Deputati Ghirra e Deida, ai quali la Presidente rende precisazioni. Dopo una breve sospensione, la Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. Il sottosegretario Ferrante esprime il parere del Governo sugli ordini del giorno il seguito del dibattito è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta sospesa alle 13.20 e ripresa alle 14.30. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. L'Assemblea, preve dichiarazioni di voto e respinti i restanti documenti di indirizzo posti in votazione, approva gli ordini del giorno numero 1, 2 e 3 in testi riformulati, l'ordine del giorno numero 7 e gli ordini del giorno numero 47 e 13 in testi riformulati. Il Presidente comunica una nuova articolazione del vigente calendario dei lavori per la corrente settimana, definita sulla base delle intese tra i gruppi. Dopo una sospensione dalle 17.30 alle 17.35, la Camera, previa dichiarazione di voto ed autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 1067A. Nelle fasi successive al voto di fiducia sono intervenuti i deputati Gallo, Pisano, Marrocco, Sumaoro, Furgioele, Baldino, Borrelli, Stumpo, Amendola, Iaria, Todde, Ghirra, Deida, Traversi, Cantone, Fede, Barzotti, Francesco, Silvestri, Orrico, Simiani, Dorso, Cannezzaro, Amato, Santillo, Labate, De Maria, Tucci, Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Pellegrini, Quartini, Sarracino, Roggiani, Zanella, Grimaldi, Giacono Di Sanzo. Barbagallo, Ferrari, Marino, Casu, Girelli, Ghio, Pittalis, Giaccone, Romano, Bonelli, Castiglione e Mattia. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Morrone, De Maria, Amato, Tassinari, Bonelli e Colombo. Il Presidente ha reso precisazioni. Intervengono a fine seduta i deputati Maullu e Piccolotti. La seduta termina alle 9.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 maggio 2023. Grazie onorevole Patriarca, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 69, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 1060.A., con versione legge con modificazioni del decreto legge 30 marzo 2023 numero 34 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Ricordo che nella seduta del 12 aprile sono state respinte le questioni pregiudiziali Fenu ed altri numero 1, Zanella ed altri numero 2 e Merola ed altri numero 3. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. Le commissioni riunite Finanze e Affari Sociali si intende eh, autorizzata a riferire oralmente, a facoltà di intervenire, quindi il relatore per la Commissione Finanze, l'onorevole Guerino Testa. Prego onorevole. Grazie presidente. Buongiorno a lei, un saluto al rappresentante del Governo e ai colleghi onorevoli. Oggi approda in, in Aula un, un decreto molto. Mo, ah, sì. Buongiorno Presidente, un saluto al rappresentante del Governo e ai colleghi onorevoli. Oggi approda. In aula un decreto legge molto importante, molto complesso, che è stato oggetto di discussione nella sesta commissione, la commissione finanze e nella dodicesima la commissione salute. Ringrazio la mia collega, la correlatrice, l'onorevole Patriarca e i due presidenti di commissione, il presidente Osnato per la commissione finanze. E il presidente Cappellacci in qualità di presidente della commissione affari sociali. Il decreto che oggi incomincia la discussione generale ha ben tre finalità distinte. La prima è quella relativa all'introduzione di misure a sostegno delle imprese e delle famiglie per quanto concerne l'acquisto del gas e dell'energia dell elettrica. La seconda finalità riguarda tutte le misure che sono necessarie per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale e anche per dare una prima risposta concreta al payback dei dispositivi medici. La terza finalità riguarda la materia fiscale, eh, ossia quella di eh, far introdurre disposizioni utili per far fronte alle carenze a consentire agli uffici competenti di gestire tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale che sono state introdotte con la legge di bilancio 2023. Il, il decreto quindi, come ho detto in, in precedenza, ha queste diverse finalità che hanno come fine comune quello di garantire stabilità e certezza alle famiglie e alle imprese, che sono state fortemente penalizzate in questo periodo, eh, sia dagli effetti ancora non terminati della pandemia e oggi ancora di più dal, confl dal conflitto bellico ancora in corso in Europa. Il, il decreto in questione in, sete, in sede referente è stato ulteriormente arricchito grazie alle agli interventi dei colleghi onorevoli e hanno sicuramente questi interventi migliorato l'impianto iniziale. Vado ovviamente io mi, eh, darò la mia attenzione principalmente al capo 1 e al capo 3 che sono i due capi del decreto legge di competenza della Commissione Finanze. Però voglio poi fare un passaggio veloce su alcuni temi che poi dirà in maniera più approfondita la collega Patriarca per quanto concerne il capo secondo che riguarda il comparto sanità. E ovviamente in premessa mi sono dimenticato di dire che questo decreto legge si compone di quattro capi e ha una dotazione finanziaria di circa 4 miliardi di euro. Il, è finalizzato principalmente a rafforzare il cosiddetto bonus sociale elettrico e gas e riconosce per il secondo trimestre 2023 tutte le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas, principalmente per quanto riguarda i clienti domestici che sono, si trovano in una condizione economica svantaggiata o in grave condizioni di salute per quanto riguarda la compensazione per la fornitura del gas, che sono state rideterminate dalla Rera per circa 400 milioni di euro. L'articolo 2 è un altro articolo molto importante perché riduce e conferma la riduzione del 5% dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano e per combustione, sia per usi civili che per industriali. Voglio qui fare una eh, piccola aggiunta ricordando un emendamento che è stato approvato in sede di commissione per quanto riguarda i comuni a rischio spopolamento che vanno dai 25.000 ai 35.000 abitanti e che si trovano in una situazione economica finanziaria di predissesto. E quindi eh, tali comuni hanno avuto una riduzione dei tempi per quanto riguarda i loro piani di rientro ed è stato prevista la concessione di un contributo di un, me, di un milione e mezzo di euro per l'anno in corso, a copertura dei maggiori oneri che sono eh, derivanti all'incremento della spesa sia del gas che dell'energia elettrica. Un, un articolo molto importante che riguarda la prima parte è quello che riguarda l'articolo 4, che riconosce, abbassando le percentuali, anche nel secondo trimestre dell'anno in corso, alcuni crediti d'imposta che erano stati già concessi nell'anno 2022. Anche questo ovviamente sempre con la fi finalità di contrastare in maniera eh, forte e eh, chiara l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Voglio ribadire che tale eh, provvedimento, i provvedimenti che riguardano il capo 1 che, che ho... Evidenziato in maniera veloce nella, in questo inizio di discussione generale, hanno evidenziato che il governo ha voluto fronteggiare in maniera chiara e con le risorse disponibili, che certamente non sono enormi, ma sono molto, molto importanti. Ricordiamo che ben 3, milioni di euro, 3 miliardi di euro sono stati finalizzati e diretti per fronteggiare l'acquisto dell'energia dell elettrica e del gas e quindi cerca di affrontare il Governo con coraggio le sfide imminenti anche con una prospettiva futura ribadisco con risorse disponibili e a questo voglio ricordare le risorse che sono state stanziate all'inizio della legislatura nell'aiuti quater e anche nel bilancio 2023 perché l'obiettivo principale del Governo è quello di dare stabilità e respiro alle famiglie e alle imprese voglio anche mettere in evidenza un altro dato molto importante che riguarda il settore sportivo, il mondo sportivo. In Commissione eh, voglio ringraziare i colleghi eh, Lucaselli e Congedo che hanno presentato degli emendamenti che sono stati accolti positivamente perché sono state previste risorse aggiuntive per circa 10 milioni di euro per fronteggiare i costi dell'energia che hanno dovuto affrontare le associazioni sportive e infatti l'incremento delle risorse in tale comparto per il 2023 sono passate da 25 a 35 milioni di euro. Ricordo fondo perduto a favore delle associazioni e delle società sportive scritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiranno e che gestiscono in esclusiva gli impianti natatori e anche le piscine per attività di base sportiva. L'articolo 6, sempre del primo capo, introduce anche per il periodo di imposta il 31 12 2023 una deroga per quanto riguarda la disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti. Soggetti società di persona, responsabilità limitata e società cooperative. E invece l'articolo 7 autorizza il cumulo tra le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con le agevolazioni di natura regionale. Un'altra ehm, declinazione che voglio mettere in evidenza è quella che riguarda gli impianti fotovoltaici. Anche questo è un tema di grande attualità, di grande importanza. E anche qui è stato oggetto di un emendamento che consentirà con il semplice deposito di una dichiarazione di inizio lavori eh, asseverata, quindi senza ulteriori permessi amministrativi, quindi cercando di eliminare le pastoie burocratiche, l'installazione di impianti fotovoltaici, non solo a terra, ma anche quelle sulle coperture degli immobili, a condizioni che non siano visibili dall'esterno. In materia di salute, come ho detto, lascerò ovviamente parlare la competente collega, Patriarca però volevo fare tre passaggi molto, molto veloci. Il primo è che questo governo eh, con grande senso di responsabilità ha dato una, e ringrazio il governo qui presente, una, eh, un segnale molto forte, molto evidente, ossia quello di fronteggiare una problematica eh, molto attuale che rischia di mettere in grave crisi il, la vita delle persone. PMI che, che eh, lavorano e che operano nel settore dei dispositivi medici. Parlo del payback relativo a questi perché è una norma eh, che ovviamente noi non, non condividiamo, ha creato tanti problemi, è uno dei problemi più grandi che il governo Meloni ha dovuto, ha dovuto fronteggiare ed ereditare. È stato stanziato un primo miliardo si cercherà di fare qualche riforma strutturata per dare risposte ancora più eh, veloci, più corrette, più chiare e riguarda questo il periodo che va dal 2015 al 2018. Inoltre voglio eh, mettere in evidenza il grande lavoro che è stato fatto per fronteggiare lo stato di grave carenza nei, negli organici perso del personale sanitario e voglio anche fare i complimenti a coloro che non vedo in aula eh, la collega Vietri che ha voluto prevedere la costituzione di presidi stabili alla Polizia di Stato. Io vado velocemente ad di, evidenziare quello che prevede il, il capo 3, ossia eh, tutto ciò che riguarda le, difi, le definizioni agevolate in materia di adempimenti fiscali. In particolare, in maniera molto veloce, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifiche e di liquidazione e gli atti di recupero che non sono stati impugnati e ancora impugnabili al 1 gennaio 2023, ma che sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione nel periodo che va dal 2 gennaio al 15 febbraio 2023. Previsione di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo di quelle erogate conversamento del quantum così determinato entro il 30 aprile 2023 ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme in esame inoltre è stata disposta una conciliazione agevolata anche per le controverse pendenti al 15 febbraio 2023 con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al primo gennaio 2023 e voglio mettere in rilievo anche una, uh, un emendamento che è stato posto in essere per essere, dare un segnale concreto e di vicinanza alle comunità locali e all'economia dei territori. E infatti, si è intervenuti a sostegno degli enti territoriali, conoscendo bene le difficoltà economiche e finanziarie in cui essi versano, e quindi, grazie a un emendamento, si è previsto. Anche per gli enti territoriali che riscuotono direttamente i propri tributi o che li affidano a soggetti privati, anziché agli agenti da riscossione, anche loro potranno avvalersi dello stralcio automatico per gli importi non pagati fino a 1000 euro complessivi e della rottamazione, che prevede per i mancati versamenti di maggiori entità il pagamento degli importi dovuti senza interessi e sanzioni. Questo è un è un emendamento che è stato molto ben accettato dagli enti, dagli enti locali e che aspettavano da tempo voglio prima di arrivare alla conclusione ricordare anche un emendamento che ha visto la firma mia e della collega eh, Patriarca per quanto riguarda il, un creo di imposta in compensazione in favore delle start up agevole, innovative. Il tema delle start up è un tema che starà in Commissione Finanza e poi subito in Aula eh, sarà oggetto di un decreto molto importante. Anche noi abbiamo ritenuto opportuno prevedere questo credo d'imposta che non è la panacea di tutti i mali, ma dà un segnale molto chiaro perché per tutte le start-up innovative che si sono costituite dal 1 gennaio 2020 e che operano nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, ossia i tre settori che vengono colpiti da questo decreto legge, ci sarà la previsione di un credo d'imposta previsto per 2 milioni di euro per l'anno 2023, che prevede un contributo massimo di 200 mila euro in misura non superiore al 20 delle somme sostenute per le attività di ricerca e di sviluppo. Io vado alla conclusione, caro Presidente, dicendo che questo decreto è stato un decreto che è stato sviscerato, che è stato oggetto di discussione, che è stato oggetto di emendamenti, che è stato oggetto di tantissime audizioni. Penso che sia stato fatto un lavoro serio e ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione di entrambe le commissioni perché ancora una volta abbiamo voluto mettere l'accento e mettere tutto il nostro interesse sulle famiglie, specialmente le famiglie meno abbienti, le famiglie più numerose, quelle che hanno eh, molte di loro che hanno almeno quattro figli, e le imprese, energivore e non, che in questo periodo sono state oggetto di. Eh, problemi finanziari ed economici molto pesanti dovuti al caro energia e così come era stato detto in campagna elettorale si, si è ritenuto di tenere fede a quanto detto e quindi di, di portare poi in aula eh, decreti che andavano in questa direzione quindi a eh, non penalizzare ulteriormente le famiglie e le imprese ma dare dei segnali molto chiari e visibili quindi io non mi dilungo ulteriormente e ritengo che tutte le entrambe le commissioni abbiano fatto un lavoro molto equilibrato e ringrazio ancora il Governo per essere stato sempre presente e per aver avallato spesso e volentieri gli emendamenti, quelli possibili che tutti i colleghi onorevoli hanno ritenuto fondamentali ed opportuno per migliorare questo decreto legge. Grazie Grazie onorevole testa. Facoltà di intervenire la relatrice per la Commissione Affari Sociali, la deputata Narita Patriarca. Prego onorevole. Grazie Presidente, Presidente, onorevoli colleghi, mi associo ai ringraziamenti del collega relatore, ai due Presidenti di Commissione sesta e dodicesima, al Governo e ai colleghi di maggioranza ed opposizione che hanno permesso lo svolgimento di un sereno e cerele. Celere dibattito in commissione. Il decreto legge 30 marzo 2023, numero 34, che oggi portiamo all'attenzione dell'Aula, interviene con specifiche misure di, evidenza, di evidente rilevanza su ben note criticità che hanno spesso pregiudicato e tuttora pregiudicano l'efficienza e l'efficacia dello strumento sanitario sul territorio. Con tale provvedimento, infatti, offriamo una prima incisiva risoluzione ai problemi legati all'organizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane in ambito ospedaliero, con un cospicuo stanziamento di un fondo integrativo a favore delle retribuzioni degli operatori di pronto soccorso, offrendo altresì una più stringente disciplina al sistema della esternalizzazione dei servizi medico-ospedalieri, che, quantunque utile in determinati e limitati contesti, non può sostituire il naturale processo di selezione e assunzione di personale interno alle strutture ospedaliere attraverso le modalità previste dalla legge. Da questo punto di vista il decreto legge oggi in discussione chiarisce e rimodula anche determinati aspetti riguardanti il cursus professionale degli operatori sanitari in relazione al loro rapporto con il servizio sanitario nazionale incentivandone e rafforzandone per quanto possibile il legame al fine di porre un argine alle carenze di personale nei servizi di emergenza urgenza e per rendere meno macchinose le procedure per i reclutamenti. E ancora, col decreto legge numero 34 abbiamo voluto far fronte al tema del payback per i dispositivi sanitari, ovvero al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Fin dal giorno dell'insediamento il governo e questa maggioranza hanno sentito l'esigenza di sciogliere un'evidente dicotomia. Da un lato assicurare e difendere l'osservanza di una legge dello Stato, legge nata nel 2015 sotto il governo Renzi, che per ben sette anni era rimasta sempre inapplicata fino all'ultimo scorcio della passata legislatura, quando il governo Draghi, con il decreto legge numero 115 relativo ai decreti ministeriali attuativi, l'ha resa operativa. E dall'altro dicevo impedire che il PEBEC rappresentasse un danno per il sistema imprenditoriale chiamato a partecipare pro quota al risanamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici nei bilanci regionali dal 2015 al 2018 compresi. Una prova di equilibrio tra due esigenze confliggenti, appunto, di difficile applicazione, che ha imposto una scelta coraggiosa che si è esplicitata in una serie di misure a sostegno delle aziende. Misure che ora vado a dettagliare. All'articolo 8 si interviene a sostegno delle imprese fornitrici di dispositivi medici in particolare istituendo un apposito fondo con una dotazione pari a 1 miliardo e 85 milioni da ripartire tra le regioni e le province autonome quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni appunto dal 2015 al 2018 compreso contestualmente si dispone che le aziende fornitrici di dispositivi medici qualora non abbiano attivato un contenzioso o rinuncino allo stesso ovvero intendiano abbandonare i ricorsi esperiti siano tenuti a versare una somma corrispondente al 48% di quanto loro effettivamente dovuto entro il nuovo termine del 30 giugno 2023. Le aziende non al, che non rinunciano al contenzioso restano invece vincolate a versare l'intero ammontare di quanto dovuto alle regioni. Le sanzioni in caso di inadempimento restano quelle previste dal quadro normativo previgente, sia per le imprese che aderiscono alla soluzione agevolata di cui si è appena dato conto, sia per quelle che non vi aderiscano. In sede referente è stata approvata una proposta emendativa volta a esplicitare gli effetti giuridici del versamento della quota ridotta, estensione dell'obbligazione gramante in capo alle aziende fornitrici per gli anni dal 2015 al 2018 e preclusione alle stesse di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni, agli anni predetti nonché l'obbligo per le regioni e le province autonome di accertare con determinate modalità il tempestivo versamento dell'importo corrispondente alla quota ridotta. Si dispone l'obbligo per l'azienda di indicare in modo separato in fattura il costo del dispositivo fornito e il costo del servizio reso, oltre che il codice di repertorio del dispositivo. Le regioni verificano la correttezza delle fatture e relazionano trimestralmente al Ministero della Salute. Si prevede inoltre che le piccole e medie imprese fornitrici di dispositivi medici per le esigenze di liquidità connesse all'assolvimento del pagamento del suddetto contributo possano accedere al credito avvalendosi della garanzia prestata dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dalla legge numero 662 del 1996 presso il Medio Credito Centrale. L'articolo 9 consente alle, alle aziende fornitrici di portare in detrazione l'IVA determinata, scorporando la medesima dall'ammontare di versamenti effettuati alle regioni. Durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti dei nuovi commi all'articolo in commento. In particolare le regioni sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento. Si prevede altresì che nel calcolo dell'ammontare dell'IVA gli importi del costo del bene e del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche, siano indicati separatamente. I restanti commi stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e che i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta corrispondente. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di personale sanitario, in particolare in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari, di equità retributiva e di procedure selettive. Si prevede che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possano affidare a terzi i servizi medici e infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga. Una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale sia dipendente sia convenzionato, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale già autorizzate. Si dispone altresì che si può ricorrere alle esternalizzazioni in virtù di una modifica approvata in sede referente anche in servizi diversi da quelli di emergenza urgenza ospedalieri per un periodo non superiore a 12 mesi anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione e solo ricorrendo a operatori economici che si avvalgono di personale medico e infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità necessari e che dimostrino il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro si dispone inoltre che la stazione appaltante nella decisione a contrarre debba motivare espressamente sull'osservanza delle condizioni di cui si è appena detto e che l'inosservanza di quanto risposto sia valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente per danno erariale. Con decreto del Ministero della Salute, sentita l'ANAC, sono elaborate le linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici e infermieristici oggetto di affidamento, al fine di favorire l'ottemperanza ai principi di economicità, trasparenza ed equità anche retributiva. Sono esentati dalla presente disciplina gli affidamenti in atto e le procedure di affidamento in corso di svolgimento. Per un termine massimo di 12 mesi nonché i contratti e le procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici. Si prevede che il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in affidamento non possa poi richiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale. Sono altresì previste disposizioni in materia di reinternalizzazione, prevedendo che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, diano avvio a procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni esternalizzate valorizzando, anziché mediante la riserva di una quota di posti non superiore al 50% di quelli disponibili, il personale impiegato per almeno sei mesi di servizio in mansioni corrispondenti a quelle esternalizzate. Sono esclusi dalle citate procedure coloro che si siano dimessi dal Servizio Sanitario Nazionale in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 11 prevede lo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2023 per incrementare il trattamento retributivo del personale di pronto soccorso, aumentando di pari ammontare il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. Le risorse stanziate sono destinate in particolare a finanziare due interventi. Il primo per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri, consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale a, di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste per medici e infermieri dai rispettivi contratti collettivi nazionali, con la facoltà, in deroga alla contrattazione, di incrementare la tariffa oraria fino a 100 euro lordi complessivi per i medici e fino a 50 euro lordi complessivi per gli infermieri, nel limite degli importi pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Con una disposizione inserita durante l'esame referente viene stesa l'applicazione delle disposizioni illustrate in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa IVI previsti anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza, urgenza e accettazione, idea di primo e secondo livello del Servizio Sanitario Nazionale. Il secondo intervento anticipa al secondo semestre 2023 limitatamente a un limite di spesa annuo lordo di 100 milioni di euro. L'incremento delle indennità di pronto soccorso, già previsto dall'ultima legge di bilancio, per un limite di spesa annuo lordo di 200 milioni di euro a partire dal 1 gennaio 2024. L'articolo 12 contiene una serie di misure accomunate dal fine di consentire agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di far fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza urgenza. In particolare si consente fino al 31 dicembre 2025 al personale medico che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi presso i servizi di emergenza urgenza del Servizio Sanitario Nazionale di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del medesimo Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina di medicina di emergenza urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Si consente inoltre, in via sperimentale e in deroga alle incompatibilità vigenti, ai medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dell'orario di formazione, di assumere incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza urgenza, ospedaliere e urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale, per un massimo di otto ore settimanali. Con una modifica approvata dalle commissioni referenti è stato inserito il comma 2 bis con cui si prevede che il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale con contratto libero professionale agli enti e alle associazioni che senza scopo di lucro svolgono attività di raccolta sangue e democomponenti. Il comma 3 dispone inoltre con riferimento alle attività libero professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere. <coughs> che deve essere non solo coerente con l'anno del corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto, ma anche, a seguito di una modifica approvata in sede referente, correlato all'ordinamento didattico di corso e le attività professionalizzanti, nonché al programma formativo seguito. Per tali attività è previsto un compenso orario che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica pari a 40 euro lordi omnicomprensivi il comma quinto consente fino al 31 dicembre 2025 al personale dipendente convenzionato operante nei servizi di emergenza urgenza degli enti del servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti fino al raggiungimento del limite di età previsto e fermi restando l'autorizzazione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il riconoscimento del trattamento pensionistico solo alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto inoltre un beneficio pensionistico per il personale sanitario riservato a coloro che liquidano la pensione nel regime contributivo applicabile ai pensionamenti fino al 30 giugno 2032. L'articolo 13 interviene sul comma 1 dell'articolo 3 del Decreto legge numero 127 del 2021 al fine di eliminare fino al 31 dicembre 2025 il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche, che attualmente prevede solo una deroga per un monte ore settimanale massimo di otto ore. Il Ministero della Salute è incaricato di effettuare annualmente un monitoraggio delle autorizzazioni concesse. E dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. Il comma 1 bis, introdotto in sede referente, estende al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione, con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo dello stesso Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 14 stabilizza nel tempo la norma attualmente prevista con termine al 31 dicembre 2025, che consente alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle strutture accreditate appartenenti alla rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, gli specializzanti al terzo anno che si siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. In base a una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, si stabilisce il termine di 90 giorni per il raggiungimento degli accordi tra le regioni e le province autonome e le università, per la definizione per i soggetti interessati dei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato delle modalità di svolgimento della formazione specialistica. In mancanza di tali accordi, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base del DM 10 dicembre 2021. Anche l'articolo 15 è finalizzato a fornire agli enti del Servizio Sanitario Nazionale ulteriori strumenti per superare l'attuale fase di carenza di personale. In particolare, le disposizioni di quei commi da 1 a 3 consentono fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga le norme sul riconoscimento dei titoli esteri a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubblico private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. La disciplina per l'esercizio di tali attività è demandata un'intesa ad adottarsi in conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. A norma dei CORMI 4 e 5, sono estese al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dei commi precedenti presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubblico-private con contratto libero professionale o di lavoro subordinato le disposizioni del testo unico immigrazione che consentono l'ingresso per motivi di lavoro sul territorio nazionale in casi particolari, ossia al di fuori del sistema delle quote annualmente fissate dai cosiddetti decreti flussi. L'articolo 15 bis, inserito in sede referente, è espressamente finalizzato a far fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista allo scopo ansidetto una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale di esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'articolo 15 TER è finalizzato invece a consentire per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatria l'accesso ai concorsi pubblici per il dirigente medico odontoiatra e l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale anche in assenza del requisito della specializzazione. L'articolo 16 reca una norma concernente il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali poste in essere a danno del personale. Esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio a causa delle funzioni, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni nell'esercizio a causa di tali attività. La normativa sonora vigente prevedeva un regime sanzionatorio specifico per il caso in cui la vittima sia un esercente di una professione sanitaria, solo nel caso di lesioni gravi o gravissime. La norma in oggetto introduce invece un regime sanzionatorio dedicato anche per il caso delle lesioni semplici, con la pena di reclusione e con i limiti edittali di 2 e 5 anni. Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1 bis firmato dai tre capigruppo di maggioranza proprio ad indicare una sensibilità specifica sul tema sicurezza da parte di questo governo. Prevede infatti la possibilità di istituire posti fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate, dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nonché per garantire l'incolumità del personale invioperante. La norma inoltre prevede per gli anni dal 2023 al 2025 che l'assunzione a tempo indeterminato possa venire in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale. Sono apportate alcune eh, modifiche alla vigente normativa eh, per alcuni tipi di istituti, ci sono dei piccoli aggiustamenti tecnici. Eh, e l'attuazione delle presenti disposizioni per l'attuazione delle presenti disposizioni viene istituito un fondo utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2018 da ripartire con apposito decreto in base a criteri specificamente individuati dalla norma È un provvedimento che cerca di ehm, rispondere a delle esigenze di criticità che si sono verificati in due settori differenti, da un lato quello del payback per i dispositivi sanitari e dall'altro di una criticità che avverte il Paese che riguarda il, il, i pronto soccorsi, i settori di emergenza-urgenza. e Lo fa in maniera rapida e immediata con un cospicuo stanziamento di risorse e per entrambi le questioni ehm, ci sono degli accorgimenti ulteriori. Da ehm, adottare il governo sarà pronto sia per quanto concerne la questione del payback eh, dei dispositivi sanitari che per le ulteriori emergenze che si verificano e le cui sensibilità ci sono arrivate da parte del pronto soccorso a dare le risposte necessarie per fare in modo che il servizio sanitario nazionale sia efficace, efficiente e tuteli effettivamente la salute dei cittadini. Grazie, Presidente. Grazie, ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, onorevole Federico Freni. Grazie, onorevole Freni. È iscritta a parlare la deputata Laura Cavandoli. Prego, onorevole. Sì, grazie, Presidente. Io intanto parto con i ringraziamenti, perché i relatori hanno fatto una relazione esaustiva, quindi ringrazio l'onorevole Testa e l'onorevole Patriarca. I due presidenti, Cappellaccio e Snato, che, che sono qui, che hanno seguito i lavori delle commissioni congiunte 6 e 12, dove effettivamente la discussione è stata un, un decreto molto, molto ampio, molto ampio già il titolo lo dice, partiamo dalla parte dell'energia, sostegno delle famiglie e delle imprese, per poi arrivare alla parte sulla sanità. E, poi un eh, tracciato eh, diretto verso quelle che sono le semplificazioni anche fiscali e lo spostamento di alcuni termini fiscali e non ultimo ringrazio il sottosegretario Freni, sempre presente il sottosegretario Gemmato che ci ha seguito per la parte più, più relativa alla sanità. E quindi un decreto, questo decreto legge 34 del 30 marzo di quest'anno eh, importante, con misure rilevanti, l'ho anticipato per le famiglie e per le imprese sul fronte energetico per gli adempimenti fiscali e poi per gli interventi in ambito sanitario. Sul fronte energetico sappiamo che eh, l'aumento delle bollette dei cittadini per le famiglie e eh, per gli usi quindi civili sono, sono state molto, molto rilevanti, molto importanti e hanno gravato sulla, sul budget familiare. E allora il governo ha intervenuto proprio a fine trimestre, perché è il decreto appunto del 30 marzo, per eh, continuare ad abbassare le bollette. Quindi c'è stato previsto uno sconto, anzi viene potenziato in ampliata la, la platea dei beneficiari di questo, di questo bonus elettrico, di questo bonus per il gas naturale, per eh, le famiglie fino a 15.000 euro, ricordo che fino a dicembre era per le famiglie con un ISE fino a 12.000 euro e soprattutto è stato potenziato è stata molto ampliata la platea dei beneficiari che eh, hanno eh, molti figli quindi per i nuclei familiari fino a, con oltre di quattro figli eh, viene ampliato il bonus a chi ha un isè che presenta un isè fino a 30.000 euro e non più 20.000 euro, quindi si va ad aiutare le famiglie, specialmente quelle che eh, sono più numerose e hanno bisogno di, eh, di un maggiore incentivo. Vengono soprattutto eh, per tutti mitigate e cancellate quelli che sono gli oneri di sistema del fornitura di energia elettrica e gas. Questo è uno sconto che vediamo attualizzato. Sappiamo del passaggio tramite il provvedimento presso ARERA, ma comunque viene attualizzato nelle bollette di tutti e viene confermata la riduzione della liquota IVA al 5% per le, per, eh, le utenze e le forniture del gas metano, questo sempre fino al 30 giugno. Ci tengo ancora a sottolineare che questa riduzione anche questa volta viene eh, prorogata anche per il teleriscaldamento. Il teleriscaldamento, ci tengo a dirlo, è una realtà anche ecologica più sostenibile che però interessa solo una parte del centro nord eh, dell'Italia, completamente dimenticata fino al 30 giugno dicembre 2022. Ora finalmente l'IVA al teleriscaldamento, ci tengo a dirlo, era al 22% fino al 31 dicembre, siamo riusciti ad abbatterlo, quindi ringrazio il governo per aver preso in... con molta attenzione questa richiesta, fu un vendamento della G-Bilancio, ma qui prorogato proprio perché ci si sia anche per gli utenti del teleriscaldamento che di fatto inquinano meno e si è e trovano in una situazione di monopolio di fatto abbiano uno sconto in bolletta almeno in relazione a quella che è l'IVA. Viene quindi prevista una misura innovativa per le famiglie per i mesi da ottobre a dicembre 2023 che è prevista la possibilità per le famiglie che ne hanno la necessità di avere un contributo straordinario. Il governo per questo quindi si parla di una... Prospettiva, quindi sarà da settembre in poi, ha stanziato un miliardo di euro. Questa è una normativa, una previsione nuova del decreto-legge che ci tengo a sottolineare. C'è poi un aiuto chiaramente per i consumi energetici delle imprese. Qui eh, viene confermato un credito di imposta seppure di importo ridotto, per le imprese gasivore e energivore, ma anche per quelle che non sono, eh, non sono, sono diverse dalle energivore e dalle gasivore. Viene poi permesso, abbiamo fatto anche un emendamento, il cumulo, perché ci possono essere agevolazioni fiscali o comunque incentivi da parte non solo dello Stato ma di altri enti territoriali e non enti pubblici e quindi abbiamo permesso che, si possa, che gli utenti, le imprese e le famiglie possano accumularli chiaramente nel limite del 100% della spesa ammissibile. E dal punto di vista fiscale sono stati citati, ma ci tengo a sottolineare alcuni emendamenti che sono stati approvati dalle commissioni riunite. È stato detto che c'è cioè stato un incremento di 8 milioni per, eh, del Fondo Unico per lo Sport con destinazione di almeno 8 milioni per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che gestiscono gli impianti natatori. Sappiamo che i costi dell'energia, specialmente per gli impianti natatori, è molto aumentato, in questo modo si cerca di dare un minimo eh, ristoro. C'è poi la parte relativa all'installazione all e alla previsione di nuovi impianti fotovoltaici. È previsto per quello che eh, riguarda le micro, piccole e medie imprese agricole della pesca la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile con garanzia diretta da parte dell'Ismea dell'Istituto per i servizi per il mercato agricolo alimentare questi finanziamenti ci tengo a sottolinearlo, sono concessi a titolo gratuito con copertura fino al 100% del valore chiaramente nel limite del tetto del 250.000 euro e poi è stato approvato in commissione l'emendamento del collega Gusmeroli che ha semplificato le procedure per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili a condizione che non siano visibili e che eh, siano realizzati mediante ricorsi a prodotti che diano l'aspetto del rispetto dei materiali della tradizione locale. In questo modo si incentiva e si semplifica la possibilità di eh, installare questi nuovi impianti fotovoltaici. C'è stato l'emendamento del relatore, l'ha citato bene il collega Testa, per quello che riguarda le start-up. Qui è, è, è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta di a favore delle start-up innovative fino a un porto massimo di 200.000 euro e non, misura non superiore il 20% della spesa sostenuta per l'attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative e alla realizzazione di strumentalizzazione e servizi tecnologici avanzati sempre diretti alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei consumi energetici. Quindi si, spinge, le star, si spingono eh, gli innovatori a, a occuparsi eh, di eh, questi aspetti. Eh, Nell'ambito della parte relativa alla definizione agevolata eh, degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione degli atti, e dire, vengono eh, ampliate la possibilità... Eh, per gli atti non ancora eh, impugnati dal 1 gennaio 2023 e eh, in base a un emendamento approvato è eh, possibile anche in relazione agli atti degli enti locali nei casi di riscossione diretta o di affidamento agli agenti della riscossione. Si potranno quindi applicare eh, gli istituti disciplinati dalla legge bilancio, quindi lo stralcio dei debiti e la rotomazione quater e, e anche per questi sappiamo che per la rotomazione quater è sopraggiunto un nuovo provvedimento del governo che proprio in sede referente qua alla Camera, mi pare le commissione 1 e 5, che ha spostato al 30 giugno la possibilità eh, di aderire alla rottamazione Quater. Un nostro emendamento ha previsto una, una possibilità per i debitori che hanno uh, diciamo, in piedi delle, eh, una pro, un, provvedì, un procedimento di definizione agevolata, quindi la possibilità di versare eh, diciamo, eh, su base eh, volontaria ma nell'ambito del mese solare le rate in questo modo si dà quello che nel codice civile il termine a favore del debitore viene applicato anche per quello che riguarda le, eh, le rate del, della rottamazione ad eccezione del mese di dicembre proprio perché i conti dello Stato devono essere chiusi nel termine quindi entro il 20 di dicembre poi si fa eh, un altro ampliamento, alcune modifiche della disciplina relativamente alla regolarizzazione degli omessi e carenti versamenti di importi rateali. Anche qui si va ad ampliare, quelle, ampliare e a prorogare alcune possibilità previste dalla legge bilancio, compresa la parte relativa al ravvedimento eh, speciale. E, mh, dopodiché, mh, tralascio alcune parti che sono state ben illustrate dai relatori, e sempre in questo ambito della voler... Ehm, eh, semplificare e aiutare i contribuenti a uscire da, da quelle che sono le maglie eh, del, dei tributi è, 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 stato un, è previsto un potenziamento e una proroga dei termini per quello che riguardano gli istituti deflattivi del, conf, del più contenzioso e della definizione agevolata della pretesa tributaria e quindi anche qui posticipando al 30 settembre 2023 si è detto degli interventi in ambito sanitario perché eh, si è il governo ha dovuto affrontare quelle criticità connesse all'attuale quadro normativo in materia di eh, ripiano del superamento del tetto di spesa per eh, i dispositivi medici, il cosiddetto payback, introdotto sette anni fa con sette anni di ritardo e che ha eh, diciamo, generato una serie di conflitti, una, una serie di indeterminatezze e di contenziosi che, eh, a cui il governo si è trovato di fronte e a cui ha dovuto mettere, eh, mettere un freno. C'è stato un investimento di risorse pubbliche di oltre un miliardo per sostenere i bilanci delle regioni e delle province autonome eh, di fatto decurtando quello che dovrebbe essere, che era il dovuto da parte delle imprese. E proprio per questo, eh, nella, per sopperire ai contenziosi e all'indeterminatezza, abbiamo spinto come, come gruppo, ma come commissione, sottoscritto l'emendamento che appunto prevede in materia di IVA sui, del payback, sul payback dei dispositivi medici, che eh, prevedendo che le regioni e le province autonome siano tenute a comunicare alle aziende fornitrici l'importo da fissare a titolo di payback al netto dell'IVA e compuntando puntualmente l'IVA stessa dalle fatture emesse, proprio eh, per individuare in questo modo l'esatto dovuto. Teniamo presente che già questo decreto nel testo originario prevedeva la possibilità di detrarre l'IVA da parte delle imprese eh, fornitrici quando eh, versavano il payback. In questo modo però c'è anche un'altra inversione, la norma eh, precedente era assolutamente indeterminata. In questo modo spetta alle regioni, c'è cioè un'inversione proprio della quantificazione, spetta alle regioni a, eh, su richiesta dell'azienda interessata, anche a produrre i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della richiesta di ripiano. Quindi in questo modo si sposta sull'amministrazione pubblica e non più sull'impresa la quantificazione e la giustificazione del dovuto. Eh, si è detto molto anche di quello che eh, riguarda eh, i servizi sanitari e eh, si è eh, prevista eh, quella che è la reinternalizzazione dei servizi sanitari con evidente e conseguente assunzione di personale. Eh, si era dato un tempo, probabilmente nel testo del decreto molto, molto breve, troppo ristretto. E quindi in commissione siamo intervenuti con alcuni emendamenti per mitigare l'impatto di una brusca interruzione dei servizi sanitari esternalizzati, senza limitarli ai soli servizi di emergenza e pronto soccorso, proprio perché le realtà eh, così diversificate sul territorio nazionale imponevano una riflessione. Viene data quindi più tempo per concludere le esternalizzazioni e per il reclutamento e l'assunzione del personale sanitario che dovrà essere immesso nelle corsie e nel pronto soccorso per eh, gestire il servizio eh, sanitario. Eh, già nel testo del decreto è prevista una riserva per il personale attualmente in servizio, seppure nell'ambito del soggetto eh, gestore esterno, in questo modo si prevede una transizione più dolce, più lenta e più facile per eh, l'organizzazione del servizio sanitario. Si è quindi dato un volto uh, applicativo a quello che era la norma del decreto, tenendo in considerazione anche tutte quelle che sono la realtà territoriale del nostro Paese, che sono, abbiamo detto, diversificate e anche lontane. Importante inoltre lo stanziamento di oltre 170 milioni di euro per il 2023 per incrementare il trattamento retributivo del personale nell'ambito dei reparti di prima emergenza. Quindi in questo modo si vuole incentivare ad avere più medici, più infermieri, più personale sanitario nell'ambito del pronto soccorso incrementando quindi la tariffa oraria dell'indennità di pronto soccorso. Non siamo però rimasti sordi a quelle che sono le istanze sempre più urgenti del territorio. Già nella scorsa legislatura avevamo portato avanti una normativa che permettesse eh, di avere dei, le forze dell'ordine all'interno degli ospedali, in special modo nel pronto soccorso. Eh, il caso della dottoressa Capovani, la psichiatra di Pisa che fu uccisa appena fuori dal suo reparto ospedaliero, di cui chiaramente conserviamo tutti un ricordo. Commosso, però ci ha eh, portato ad esaminare quella che era. Eh, che è un'emergenza. Vediamo che le minacce ai medici, eh, le incursioni nei, nei servizi di primo soccorso di persone esagitate, malavitose, che, che spesso distruggono anche alcune zone, è successo a Parma, è successo nel, nel, nel Casertano, mi sembra proprio ancora questa notte. E abbiamo quindi approvato un emendamento che prevede la possibilità presso le strutture ospedaliere pubbliche convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, di costituire posti fissi della Polizia di Stato sulla base di un'apposita ordinanza adottata dal questore. Quindi più sicurezza nei posti di pronto soccorso. Infine, eh, c'è stato provato un emendamento con grande soddisfazione personale perché era una mia PDL che prevede per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e eh, per i laureati in medicina e chirurgia quelli col vecchio ordinamento, abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, di poter partecipare al concorso pubblico per dirigente medico in odontoiatria e per accedere alla, alla possibilità di eh, svolgere i servizi all'interno degli ospedali nei reparti di odontoiatria. La norma precedente imponeva l'obbligo di avere una specialità, una specialità che però sappiamo essere eh, diciamo molto limitata all'interno delle scuole specialità nel nostro ordinamento nazionale quindi riconoscendo valore specializzante nella laurea in odontoiatria che adesso è di sei anni, era prima di cinque si è permesso quindi di migliorare e di ampliare la platea dei possibili eh, medici odontoiatri che possono eh, esercitare non solo la dirigenza ma anche lavorare all'interno delle strutture pubbliche inoltre eh, un emendamento della collega Cattoia ha permesso di, permetterà di eh, ampliare quella che è la collaborazione in volontari, in modo occasionale, con un contratto libero professionale per il personale medico in formazione. Per quello che riguarda eh, l'attività di raccolta sangue di emocomponenti, quindi avremo la possibilità di ampliare anche qui alle specializzanti la possibilità quindi di, eh, per queste specializzande di att attendere all'attività di raccolta eh, di sangue degli emocomponenti ad opera degli enti e delle associazioni che senza scopo di lucro se ne occupano. Quindi io eh, nel ringraziare appunto chi con, con me nelle varie nelle commissioni riunite ha lavorato, abbiamo cercato di eh, portare avanti alcune esigenze impegnandolo, diciamo chiaramente le poche risorse eh, disponibili, è un decreto di, eh, che vale in effetti 5 o 6 miliardi nelle casse pubbliche nella, nel testo originario, ma. Diciamo che non avevamo molte risorse stanziate dai ministeri, per cui abbiamo cercato di puntare su quello che doveva essere una normativa più di giustizia, più di applicativa, di sburocratizzazione, di semplificazione, proprio perché abbiamo un problema di risorse disponibili che non potevamo utilizzare altrimenti. Quindi anche con questa conversione in legge continuiamo ad andare nella direzione tracciata dal governo di dare supporto e risorse alle famiglie, alle imprese per migliorare i servizi pubblici, soprattutto in ambito sanitario, per semplificare, sburocratizzare e per rendere efficiente e più vicina ai cittadini la macchina pubblica. Grazie. Grazie onorevole Cavandoli, è scritto a parlare l'onorevole Gianantonio Girelli. Prego onorevole. Grazie, grazie presidente. Ma innanzitutto eh, vorrei sottolineare come ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che vuole affrontare temi molto diversi fra di loro, tutti ovviamente di assoluta importanza, ma che difficilmente possono essere ricondotti ad un ragionamento organico. Eh, partendo dal, dal titolo del provvedimento stesso, il caro bollette, sul quale mi verrebbe semplicemente da sottolineare come con estremo ritardo si va ad affrontare un'emergenza che vorrei ricordare a tutti nel momento in cui era davvero nel suo punto di grande criticità per famiglie di imprese, non ha certo avuto attenzione da parte di un'azione governativa andare a supporto e di aiuto. Mi verrebbe da dire, diamo una lettura piuttosto tardiva di un qualcosa che c'è stato, per carità andiamo a vedere, poi altri dopo di me parleranno del merito per il futuro di evitare quanto è stato fatto. Ma vogliamo anche toccare il tema della fiscalità, dove la dico semplicemente con, eh, con estrema sintesi, invece che operare in maniera molto diretta per mettere in condizione anche le persone in difficoltà comunque di ottemperare ai loro, ai loro doveri. Per l'ennesima volta si dà l'impressione eh, di un governo che strizza l'occhio al non rispetto della regola e a tollerare alcune situazioni, anzi farle diventare quasi sistemiche, dove in fondo il non pagare conviene un po' a tutti perché poi tanto all'ultimo all metro lo faccio e risolvo tutto il mio eh, contenzioso con lo Stato. Io penso che questo sia il non comprendere come viviamo in un paese dove il tema dell'evasione e dell'elusione è ancora importantissimo e ha molto anche a che fare con la mancanza di risorse per intervenire nei settori dove sarebbe necessario, invece che promuovere un percorso virtuoso che affronti il tema, continuiamo ad assecondare il vecchio vizio. Ma questo non ci sorprende, d'altra parte è un tema ricorrente, quello di una lettura di questo tipo. Ma la cosa che più eh, colpisce è l'aspetto sanitario, eh, laddove eh, vorrei ricordare che non è passato tanto tempo dove in quest'Aula abbiamo provato delle mozioni anche molto impegnative e strutturate attorno al sistema sanitario nazionale. E in maniera più o meno condivisa, con dei voti trasversali, un po' così, a volte frammentati sulle singole mozioni, abbiamo convenuto sulla necessità di intervenire intervenire in maniera molto decisa. Sotto i due aspetti, indubbiamente quello delle risorse, con l'obiettivo non banale ma che più volte si evoca del superamento del 7% del PIL. Eh, anzi, il raggiungimento dell'otto come, eh, come obiettivo vero e, e importante, con quello che anche nell'ultima legge di bilancio tutti sappiamo in realtà in previsione finisce con l'andare di nuovo col 6 davanti rispetto al rapporto appunto, investimento, sanità e, e PIL, ma anche su interventi altrettanto decisi per quello che riguarda il personale in sanità. Che dobbiamo dircelo con grande chiarezza, rappresenta davvero in questo momento l'emergenza per la difesa del sistema sanitario nazionale. O, lasciatemela dire in maniera un pochettino più semplice, della sanità pubblica, ma se vogliamo dirla in maniera un pochettino più, eh, più importante, del dettato costituzionale rispetto all'accesso e il diritto alla salute che i cittadini e le cittadine di questi paesi, del nostro paese, deve, deve vedere garantito. Ora, riguardo questo, questo tema, al di là e torno a dire dell'impossibilità di farlo all'interno di un provvedimento dove si vuole parlare di tutto e si mette anche questo settore, io credo che manchi completamente una visione di insieme. Perché è vero, per titoli, l'abbiamo sentito anche poc'anzi: si può dire che si fanno tante cose: si interventa sul tetto di spesa, si dà incentivo all'emergenza-urgenza, all si cerca di frenare l'esodo di personale sanitario che va in pensione, eccetera, eccetera. L'abbiamo sentito. Ma di fatto, tutte le volte che si è cercato a livello anche emendativo nella surreale riunione delle commissioni congiunte Finanza e Sanità. Eh, Anzi, ne voglio approfittare tramite, di lei, tramite lei, Presidente, eh, per dire alla collega Patriarca che, in maniera anche molto, eh, molto gentile durante la Commissione, si è scusata con i membri della Commissione stessa per aver, in un primo momento, detto sì ad alcuni emendamenti per poi. Non aver potuto mantenere la promessa, eh, la dico così. Eh, volevo tramite lei appunto dire alla collega che non è lei che deve scusarsi con noi, ma è il governo che deve scusarsi con lei, che evidentemente le aveva dato il via libera su alcuni, eh, su alcuni emendamenti che poi in sede ecco, di, eh, finale sono stati, sono stati bocciati. Ma torno, ma torno al tema. È chiaro che rispetto il, il tetto di spesa noi o capiamo che interveniamo in maniera decisa e usiamo strumenti diversi da questo per mettere fine ad un'involuzione un di sistema che nel corso degli anni con governi di qualsiasi colore abbiamo perseguito, oppure rischiamo davvero di avere un sistema al collasso perché possiamo eh, descriverlo in tutte le maniere, possiamo affrontare e parlare per titoli, ripeto, eh, di, eh, di, di tante criticità ed emergenze, ma se non mettiamo più soldi, se non investiamo per esempio sulle le case delle comunità, gli ospedali di comunità, con la loro declinazione appunto di medicina territoriale, se non facciamo di nuovo tornare quel senso di appartenenza di tanto personale sanitario, medici, infermieri e tutte le altre eh, diciamo professioni sanitarie, nel sentirsi coprotagonisti ecco, di uno Stato che è vicino alle persone in difficoltà, specie nella malattia, noi non andiamo da nessuna parte. Noi rischiamo davvero un po' alla volta di avere il pubblico che diventa la serie B di una sanità a favore di un privato che invece diventa la sanità di riferimento del cittadino, introducendo, apro una parentesi, una discriminazione di fatto tra la serie A, la serie B e la serie C dei nostri, dei nostri concittadini. Perché poi tutti noi sappiamo che la sanità privata investe dove conviene di più e soprattutto dove c'è una concentrazione di popolazione non è certo interessata alle zone marginali del, eh, del paese. Ma ancora, ancora di più se noi eh, non riusciamo a dare a chi lavora nella sanità pubblica un giusto riconoscimento finanziario perché è incredibile come nel corso del tempo si sia introdotto davvero una disparità di trattamento tra pubblico e privato, ma ancora di più il mancato riconoscimento di percorso di formazione e di specializzazione che, guardate bene, l'estero viene da attingere ai nostri professionisti per la qualità con cui riusciamo a formare il personale sanitario, peccato che poi non siamo disponibili a, far, a farlo rimanere da noi, investendo appunto sulle loro retribuzioni, ma vorrei anche ricordare sulla possibilità di fare ricerca, poter lavorare in un ambito di tranquillità e di sicurezza e non di precarietà di risorse come purtroppo avviene, nonché anche di frammentazione di governo di sistema in 21 modelli territoriali che hanno dimostrato più volte la loro inadeguatezza e incapacità appunto di dare risposta a queste, a queste necessità. Ma c'è anche il tema tra le varie emergenze appunto dell'emergenza urgenza del pronto soccorso, eh, laddove io comprendo lo sforzo dei colleghi di voler dire che si è fatto molto, in realtà parliamoci molto chiaro, si è fatto poco e niente in tema di messa in sicurezza del personale che specie in questo comparto è esposto davvero ad un, ad un crescendo di, eh, diciamo di, di, di precarietà e anche di paura, perché gli episodi di violenza a carico del personale sanitario stanno diventando davvero estremamente, estremamente numerosi. Vorrei ricordare anche accanto a quelli denunciati, e ve ne sono tantissimi altri che non vengono denunciati ma che rientrano quasi in una normalità. In una, in una situazione da affrontare e parlando con chi eh, lavora nel pronto soccorso, davvero a volte è sconfortante, quasi il senso di rassegnazione, quasi che faccia ormai parte del servizio che devono prestare quotidianamente. E intervenire da questo punto di vista non si tratta solo eh, certo, di avere presidi di pubblica sicurezza, prendo il pronto soccorso, ce, ce ne sono già, in alcuni casi sono previsti da anni, ma significa avere personale adeguato anche capace di fronteggiare quelle che sono le criticità che si manifestano in quegli, in quegli ambienti, perché è chiaro che abbiamo a che fare con persone molto provate emotivamente, sottoposte a uno stress incredibile, a volte anche a momenti di dolore profondo. Ed è altrettanto chiaro che avere un numero di persone... Sufficienti per affrontare tutte queste situazioni. Avere anche chi si prende cura oltre che della persona sul quale bisogna intervenire dal punto di vista sanitario, con il contesto familiare o amicale sul quale bisogna intervenire dal punto di vista psicologico è un investimento vero per la prevenzione, la sicurezza, l'evitare episodi di, di un certo tipo. Perché la violenza nei pronti soccorsi non sono solo quelli di qualche delinquente che purtroppo finisce nei titoli dei TG o sulle prime pagine dei giornali. C'è tutto anche un altro tipo di violenza e di stress meno eclatante ma purtroppo, eh, ma purtroppo presente. Infine volevo anche dire come rispetto al personale dobbiamo eh, fare qualcosa e anche molto, eh, molto in fretta per evitare il fenomeno eh, della chiamata gettone che molte volte ne abbiamo sentito parlare, vorrei ricordare a tutti che alla fine, se facciamo bene i conti, è un costo incredibilmente alto che potremmo chiaramente investire sul personale strutturato e, e dipendente dal sistema sanitario del sistema sanitario pubblico, ma che soprattutto culturalmente avvalora la tesi che la professione sanitaria diventa il luogo dove cercare di far diventare il profitto il vero obiettivo dell'attività stessa. Ma badate bene, non è un giudizio. Eh, su chi fa attività a gettone, è un giudizio su di noi che come Stato e nel caso specifico come Governo si dovrebbe avere nel creare una mentalità, un percorso, far maturare un senso eh, di, eh, diciamo, di struttura che investe un ruolo fondamentale nel sistema statale. Noi anche in questo caso facciamo finta di niente o meglio per titoli evochiamo il problema, mettiamo due soldi per cercare di evitarlo ma sappiamo benissimo tutti che da domani mattina tutto continua come, come prima. E infine volevo richiamare il tema delle, delle aree interne, delle zone montane o dei territori fragili eh, perché già nel, nell'insieme il provvedimento... Davvero a volte rischia di essere un po' una presa in giro, ma altri parleranno, parleranno di questo. Mi riferisco eh, al tema appunto dei servizi sanitari. Eh, guardate, io credo che sia una delle questioni che dobbiamo affrontare con grande decisione. Perché sempre di più in queste zone abbiamo il venir meno di eh, servizi di questo genere, abbiamo il conseguente spopolamento, specie delle giovani coppie che chiaramente non possono accettare di vivere in territori dove in caso di emergenza, che può essere la nascita del figlio piuttosto di una qualsiasi necessità sanitaria, tu rischi di non avere quella sicurezza perché la distanza, la mancanza di un servizio di prossimità ti dà, addirittura ormai, ma lo sappiamo tutti, i medici di medicina generale non li abbiamo più in molte di queste realtà. Con, eh, con situazioni dove persone molto anziane, perché in quei territori solitamente l'età media è quella che è, che si trovano davvero ad affrontare un disagio incredibile. Ecco, io credo che anche quella, sì, questa sia una delle emergenze che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. Mettendo nella condizione il sistema tutto, partendo chiaramente da quello ecco, pubblico, ma coinvolgendo anche il privato laddove opera a margine di questi territori, a non permettere che, si, che venga meno il principio, richiamo ancora una volta, costituzionale, che tutti i cittadini di questo Paese, tutte le persone che vivono sul nostro territorio, indipendentemente dalla loro situazione economica, sociale e dal luogo dove vivono, hanno diritto ad avere appunto l'accesso al servizio sanitario e veder tutelata appunto la propria integrità personale. Ecco, infine, io mi sento di dire che, e' quindi un provvedimento che ha avuto un percorso anche molto, eh, così, molto burrascoso, ha vissuto momenti che hanno avuto del grottesco nelle commissioni congiunte notturne, con sospensioni, richiami, probabilmente ci sarà la necessità di un ulteriore passaggio perché in mezzo a questo ci si è anche dimenticati di qualche copertura finanziaria, ma che soprattutto, io temo, dimostrano l'incapacità o la non volontà del governo di affrontare i punti critici del nostro sistema. Perché parlare di energia, parlare di sanità e parlare di fiscalità in questo modo... Eh, credo sia la dimostrazione di non voler affrontare i temi o meglio assecondare una deriva costante che, francamente, ecco, ci, ci preoccupa non poco. Quindi è chiaro, è persino difficile poi entrare nel merito. Non l'ho fatto nei singoli articoli perché, sinceramente, io credo che bisogna avere chiare le prospettive generali. Poi si parla del dettaglio, qui si usano piccoli dettagli per non far capire che manca una strategia generale. Grazie onorevole Girelli è iscritta a parlare la deputata Mariangela Matera prego onorevole Grazie presidente Onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del governo. Mi preme innanzitutto ringraziare i presidenti di commissione Osnato e Cappellacci, nonché i relatori Testa e Patriarca per il mh, lavoro svolto paziente e competente, nonché il sottosegretario Freni che non ha mai fatto mancare la sua presenza in commissione, fornendo un apporto sempre molto collaborativo. Il testo all'esame di quest'Aula, cosiddetto decreto bollette, rappresenta un provvedimento importante e necessario per rispondere all'emergenza del caro energia, che sta mettendo in gravi difficoltà da diversi mesi intere famiglie di imprenditori, aggravando pesantemente i bilanci familiari e aziendali. Le misure contenute nel decreto legge le consideriamo significative e responsabili, perché ancora una volta dimostrano la nostra serietà politica in quanto non vogliamo lasciare agli italiani, alle famiglie, alle imprese l'onere di gestire una situazione determinata dal caro energia, dall'aumento dell'inflazione che sta colpendo i renditi, in particolare quelli più bassi. E vediamo come questo provvedimento, articolato in quattro capi, corrispondenti a quattro temi che incidono profondamente su famiglie e imprese, viene incontro alle loro esigenze. La prima parte di questo decreto prevede infatti una serie di agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, riconosciuta per i clienti domestici economicamente svantaggiati o non con componenti in gravi condizioni di salute. Si prevede il potenziamento del bonus sociale elettrico e del gas, che rappresenta una misura volta a ridurre le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica di gas naturale dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e fisico, confermando gli aiuti già stanziati nella legge di bilancio del 2023. Il testo contiene inoltre la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per la somministrazione di gas metano per usi civili e industriali fino al prossimo giugno 2023. È sempre a sostegno delle famiglie diverse da quelle che ricevono il bonus sociale è prevista inoltre la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre 2023 per le spese sostenute dalla fa dalle famiglie per le spese di riscaldamento. Sul versante delle imprese è previsto, inoltre, un contributo straordinario alle aziende che acquistano energia elettrica e gas naturale attraverso un credito d'imposta concesso alle imprese gasivore ed energivore, fensando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e cessione. E sempre per calmierare gli effetti dell'aumento del prezzo dell'energia è stata prevista una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle agroenergie. Stiamo parlando di interventi che interessano una platea importante di cittadini, dal momento che ad essere interessate dalle agevolazioni saranno circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze non domestiche. Famiglie e imprese sono al centro dell'azione di questo governo. Lo ripetiamo come un mantra, la famiglia come nucleo fondante, l'impresa come motore dell'economia. E famiglia e impresa fanno rima con giovani e futuro. A tale proposito sono stati istituiti incentivi specifici per le start-up che sviluppano progetti legati all'ambiente, alle energie rinnovabili e alla sanità. Si tratta di un credito d'imposta sulle spese sostenute dalle start-up con un contributo fino a 200.000 euro. Avviare una start-up oggi rappresenta una sfida per i giovani imprenditori che vogliono dar vita a un loro progetto con l'obiettivo di promuovere sviluppo sostenibile, occupazione giovanile e innovazione tecnologica. Ed è per questo che siamo chiamati a sostenerli. Ci siamo mossi in questa direzione, cercando di sostenere i progetti che tutelino l'ambiente, di coniugare lavoro e impatto ambientale, natura e innovazione. Non vogliamo contrastare il futuro. Anzi, spesso dai banchi dell'opposizione ci chiamano retrogati, che non siamo un paese per giovani. Beh, se questo è essere retrogati, noi vogliamo invece andare incontro al futuro. Vogliamo costruirlo con e per i nostri giovani. Vogliamo che non esistano più cervelli in fuga, ma solo cervelli in rientro, attirati dalle nuove possibilità che il nostro paese profire loro. Qui oggi si può fare. L'Italia può tornare ad essere eccellenza anche in questo settore economico industriale, può tornare ad essere ancora avanguardia nella tecnologia in campi inesplorati. E a proposito di eccellenza, questo decreto prevede il rifinanziamento all'articolo 24 del Fondo per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia dell'agroalimentare it italiano, la cui finalità consiste nel promuovere e sostenere l'eccellenza della ristorazione della pasticceria italiana. L'intento, infatti e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche attraverso interventi che incentivino la qualità dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentari durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastromia e dell'ospitalità alberghiera. Ennesimo risultato concreto e favorevole di un governo, ed in particolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che lavora fin dall'inizio del suo mandato per tutelare le eccellenze agricole ed egnogastronomiche. Anche sul fronte sanitario questo provvedimento contiene inoltre importanti novità, tra cui un intervento sul payback per i dispositivi medici. Il payback sanitario si riferisce alla somma che le aziende del settore biomedicale devono saldare per un importo di 2,2 milioni di euro la cui rata è stata già postici posticipata a gennaio 2023 dal governo Meloni. La soluzione proposta dal governo adesso consiste nell'istituzione di un fondo ad hoc pari a 1,1 milioni di euro per gli anni 2023-2024, assegnando una quota a ciascuna regione e alle province autonome al fine di porre rimedio ai disastri compiuti dai governi precedenti anche e soprattutto in ambito sanitario. Un, un aiuto concreto alle imprese fornitrici del servizio sanitario a rischio di default. Ancora una volta, tali misure dimostrano la concretezza politica del governo Meloni, costretta a misure emergenziali per intemperare aligenti sprechi di denaro pubblico da parte dei precedenti governi, per facili consensi elettorali aggravati dalla grave crisi economica ed energetica dovuta ai 13 avvenimenti degli ultimi anni. Signor Presidente, colleghi, avviandomi alla conclusione desidero, desidero sottolineare come l'azione del Governo Meloni nell'ambito della politica economica e sociale si sta rileva, rivelando efficace e vincente. Le stime diffuse questa settimana dalla Commissione europea per il nostro Paese sulla crescita economica sono confortanti e trasmettono forza e ottimismo per il futuro della nazione. In un contesto estremamente complesso e nella consapevolezza del periodo storico che stiamo attraversando, dalla pandemia prima alla crisi geopolitica che hanno condizionato lo stile di vita degli italiani, i dati di quest'anno di crescita del PIL più 1,2% consentono di staccare ancora gli altri grandi dell'eurozona, a partire dalla Francia e dalla Germania in sofferenza. In questo contesto il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, nel solco delle misure già adottate in precedenza dal governo Meloni sin dall'inizio della legislatura, costituisce un valore simbolico politico che va oltre i contenuti in esso riportati, dando la possibilità di stanziare importanti riso risorse per ridurre il caro bollette a favore sia delle imprese che dei cittadini e sostenere i redditi delle famiglie colpite dall'inflazione. Certamente c'è ancora tanto da fare per risollevare il nostro paese e questo provvedimento rappresenta un passaggio intermedio rispetto ai prossimi interventi che saranno approvati dal Parlamento, a partire dalla tanto attesa riforma fiscale. Gli italiani vogliono uno Stato forte che guardi agli interessi dell'Italia oggi e per il futuro. In questo senso, le misure intraprese in questo decreto legge vanno nella giusta direzione, in un clima di serietà e collaborazione tra il governo e i gruppi parlamentari, con l'unico obiettivo di apportare modifiche utili al paese e sostenibili in questo momento difficile, che possono senza dubbio considerarsi soddisfacenti in un contesto di finanza pubblica come quello attuale. Grazie. Grazie onorevole Matera. Iscritta a parlare la deputata Luana Zanella. Prego onorevole. Grazie Presidente. Eh, il passaggio del decreto legge nelle commissioni di merito, sesta e dodicesima, non ha risolto, semmai mai acquito, alcune delle criticità presenti nel testo presentato dal Governo. Le principali tra queste. Le abbiamo già evidenziate nella questione pregiudiziale presentata dal nostro gruppo, e sono il ridimensionamento dell'incisività della tassazione sugli extra profitti realizzati nel 2022 a causa della crisi russo-ucraina dalle società energetiche, articolo 5. Il 2, il punto 2, il ricorso per l'anno 2023 da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale alle cosiddette prestazioni aggiuntive o prestazioni cosiddette a gettone, articolo 10 del provvedimento. 3, revisione della disciplina della cosiddetta tregua fiscale con una serie di misure di natura condonistica. Articolo dal 17 al 23 del provvedimento. Riguardo al primo punto, l'articolo 5 del provvedimento eh, riserva un trattamento a favore nei confronti degli oligopolisti del settore energetico, prevedendo una modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extra profitti. Realizzati da questi nel periodo d'imposta antecedente il 1 gennaio 2023 ridotta rispetto a quella già largamente generosa stabilita dall'articolo 37,2 del decreto legge 21 marzo 2022 numero 21 come modificato dall'articolo 1 commi da 115 e 19 della legge numero 197 del 22, la legge di bilancio per il 2023, attraverso la previsione di una riduzione della base imponibile del contributo attraverso l'esclusione dal calcolo di una parte degli utili generati nel 2022, misura che tra l'altro. Determinerà per il bilancio statale per il solo anno 2023 un mancato gettito di 404 milioni di euro. E il scopo autentico della norma, per bocca dello stesso esecutivo, sarebbe quello di permettere l'elusione parziale del contributo da parte delle società energetiche attraverso loro comportamenti volti a ridurre l'impatto del contributo di solidarietà. Nonostante lo stesso ministro Giorgetti, interrogato nel corso di un question time presentato il 13 dicembre del 2022 dal nostro gruppo, avesse assicurato che non sarebbero stati più stati fatti passi indietro rispetto al regime di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche Ancora una volta l'onda lunga dell'eccezionale instabilità del sistema energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione russa viene fronteggiata dal governo con una misura redistributiva tiepida e inadeguata foriera di una scelta di totale asservimento ai colossi energetici del settore fossile attingendo solo in minima parte al totale di 40 miliardi di euro di extra profitti accumulati da questi nell'anno 2022, con l'aggravante che il suddetto restringimento della base imponibile del contributo di solidarietà comporterà una compromissione sensibile del gettito atteso per il 2023, avente la finalità di attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dell dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese di tutta l'Unione, ma che avrebbe potuto essere anche destinato a politiche di vera transizione energetica, in primis quelle di investimento in fonti rinnovabili e di superamento della dipendenza da fonti fossili. Col tempo si è andata travisando la natura di un prelievo originariamente e specificamente istituito per finanziare misure di sostegno contro il caro di energia a favore di imprese e di famiglie. La prima versione, ricordo, della tassa introdotta dal governo Draghi nella primavera del 2022 prevedeva un'aliquota del 10%, successivamente portata al 25%. Non sui profitti, ma sul maggior margine imponibile IVA realizzato tra l'ottobre del 2021 e il marzo del 2022, rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021, con una provisione di gettito pari a 10,9 miliardi di euro. Successivamente il governo, il governo Meloni ha reso meno incisivo, non si capisce perché, il suddetto prelievo, trasformandolo in un prelievo del 50% sul reddito IRES 2022, che ceda per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro anni precedenti da versare entro il 30 giugno del 2023, con una previsione di gettito di un quarto inferiore, cioè 2,5 miliardi di euro in meno. Dopo solo tre mesi e arriviamo al provvedimento in oggetto, l'esecutivo ha fatto un ulteriore passo indietro, escludendo con la previsione di cui all'articolo 5 del provvedimento all'esame dell'Aula, l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto accantonate in passato dalle società energetiche che, secondo l'RT al provvedimento, la relazione tecnica, ammontavano a 5,1 miliardi di euro. La criticità permane in quanto L'esame delle commissioni in merito non ha prodotto alcuna modifica all'articolo, nonostante la presentazione di un preciso nostro emendamento. Riguardo al secondo punto, l'articolo 10 del provvedimento in questione prevede che, al fine di sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono affidare a terzi i servizi medici e infermieristici esclusivamente nei servizi, i servizi di emergenza e urgenza per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. In tale ambito dispone altresì che non può richiedere ricostituzione del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale. Il personale sanitario che interrompa volontariamente, almeno quello, il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici e infermieristici alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale allo stesso articolo si prevede che questi ultimi possano ricorrere per l'anno 2023 alle cosiddette prestazioni aggiuntive o cioè le prestazioni dei cosiddetti medici e personale sanitario a gettone tipologia di attività libero professionale intramuraria per le quali la tariffa oraria attualmente fissata dal, eh, dal contratto nazionale di settore pari a euro 60, 60 euro e può essere aumentata fino a 100 euro lordi nei limiti delle risorse disponibili di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione. Tutto ciò interviene su una triste realtà del nostro Paese, quella dell'abbandono ogni giorno da parte di sette medici degli ospedali pubblici, con un aumento del fenomeno del 39% nel solo anno 2021. Di più, le strutture sanitarie in difficoltà nel reperire e assumere medici ricorrono appunto ai medici a gettone, pagati a ore per tamponare le carenze del personale in particolare nei servizi di pronto soccorso, pur trattandosi di professionisti che non garantiscono continuità di cura. Insomma, in una sanità sempre di più orientata verso un modello semi-privatistico delle cure, il ricorso ai medici gettonisti assume una rilevanza sociale a causa del suo grande impatto economico sulla spesa pubblica a scapito dei servizi fondamentali della loro qualità indispensabili all'intera comunità. Pertanto, con l'articolo 10 si intende codificare un'ulteriore spinta alla privatizzazione, senza neanche aver provveduto ad una interlocuzione seria con le parti sociali. Nonostante lo stesso ministro della Salute lo scorso 18 gennaio del 2023, rispondendo ad una a risposta immediata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, in merito proprio ai medici a Gettoni, avesse affermato: l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza e qualità delle cure, sia perché. Non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia per la ridotta fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche. Inoltre è stata accertata la fornitura di medici da parte di cooperative con età anagrafica superiore a quella stabilita per contratto, anche sopra i 70 anni. Ed è stato accertato l'impiego di risorse umane non adatto a esigenze di specifici reparti ospedalieri. Questo, queste parole sono, ricordo, dello stesso ministro della Salute. Una risposta, quindi, in netta contraddizione con quanto disposto dall'articolo 10, che non prevede interventi né di carattere organico né tantomeno di carattere sistematico, una risposta appunto tampone da cui ci, ci sarebbe, noi ci saremmo aspettati, viceversa, ben altri interventi come ad esempio quello di prendere ulteriore, prevedere ulteriori risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, del personale sanitario per gli anni 22-24. Questa è, un è una misura che sarebbe assolutamente necessaria e altri interventi urgenti che lo stesso Ministro aveva illustrato nel corso delle linee programmatiche, programmatiche che avrebbero fatto pensare a ben altri esiti, come il prioritario impegno a trovare le risorse necessarie per superare il blocco del turnover. In questo senso, con un servizio sanitario allo stremo, a rischio concreto della sua definitiva implosione, data la continua sottrazione di risorse, come quella perpetrata anche in questo decreto, che ha completamente stravolto il suo principio fondato sulla tutela della salute senza distinzioni di condizioni individuali, sociali e secondo le modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nel confronto del servizio. Il, il provvedimento sembra disattendere, perfino, i principi fondanti, fondamentali di uguaglianza e il diritto alla salute. Eh, L'esame presso le commissioni di merito, purtroppo, ha prodotto modifiche in senso negativo. L'estensione del campo di applicazione delle procedure di affidamento che nella proposta iniziale erano state ristrette solo ai servizi di emergenza e urgenza, proprio per affrontare la questione dei gettonisti, tornano ora ad essere applicabili a tutti i servizi medici, sanitari o presidi ospedalieri pubblici. Quindi, L'introduzione di nuove deroghe sull'applicazione delle nuove disposizioni che hanno come scopo la riqualificazione di strutture sanitarie e presidi ospedalieri pubblici, potenzialmente con ciò autorizzando l'esternalizzazione di interi reparti e strutture. Tre, l'introduzione dei presidi delle forze dell'ordine nelle strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate, dotate dei servizi di emergenza e urgenza, ma i cui requisiti previsti, facendo riferimento al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura, appaiono estremamente vaghi e incapaci a responsabilizzare le strutture nelle attività di prevenzione degli episodi di violenza purtroppo spesso e molto ricorrenti, e di sostegni al personale vittima delle aggressioni. Riguardo all'ampliamento della possibilità di ricorrere ai medici a gettone, si segnala che oltre ad essere una soluzione più onerosa per l'intermediazione delle cooperative, non garantisce la continuità delle cure. Inoltre, se il ricorso a questo tipo di ingaggio può essere tollerato in ultima istanza in un contesto di emergenza e urgenza, è assolutamente inaccettabile permetterlo in altri contesti, così soprattutto quelli più delicati. Un espediente, quello dei medici a gettone, che potrà essere utilizzato non solo nell'emergenza urgenza, ma in tutte le specialità. Prosegue la nota. Intercettato giusto in tempo, sono intervenuta per dichiararci assolutamente contrari Perché, se si può tollerare, tollerare in una condizione di emergenza, ben altre, altra cosa è permetterlo per tutte le specialità in modo indiscriminato. L'unica nota positiva. È stata l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16 bis che avvia il percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria pubblica e che risolve l'annosa condizione di precarizzazione sistematica adottata per decenni. Quindi non è imputabile a questo governo nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica. Riguardo al terzo punto, ultima ma non per ordine di importanza, criticità è quella di un rafforzamento intervenuto nel corso dell'esame della disciplina prevista dal decreto legge con l'articolo aggiuntivo 17 bis che estende forme di definizione agevolata anche per i tributi di regioni e di enti locali. Una previsione che si va ad aggiungere alla proroga dei termini per la definizione agevolata dei debiti fiscali e la previsione di nuove cause speciali di non punibilità per alcuni reati tributari che il provvedimento nel suo testo originario ha previsto e che rafforzano mediante il parziale pagamento del debito tributario la vigente disciplina già improntati ad atti di clemenza generalizzata che oltre ad offendere i contribuenti onesti costituisce un'esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzata a reperire risorse finanziarie, finanziarie a ridurre il contenzioso con i contribuenti e a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretta a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le spese pubbliche. Il carattere premiale di una legislazione condonistica finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato e in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale con la disastrosa conseguenza sul fronte del gettito reale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni. Quindi io concludo, eh, Presidente, eh, sottolineando come ancora una volta il Governo con questo provvedimento abbia perso la eh, possibilità di intervenire in questa questione, in queste questioni così delicate, con efficacia, con eh, lungimiranza e con capacità, anche di trovare le risorse necessarie per far fronte ad una situazione ormai divenuta insostenibile, in particolare nell'ambito del servizio sanitario pubblico, davvero vicina all'implosione. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Zanella. Prima di continuare i lavori saluto i rappresentanti del Forum dei Giovani di San Cipriano, costituito dal Comune di San Cipriano Picentino, provincia di Salerno. Grazie di essere qui. Proseguiamo i lavori. È iscritto a parlare l'onorevole Calogero Pisano. Onorevole. Prego. Onorevole Pavanelli, dica. Sì, Presidente. Scusi, sì. sull'ordine dei lavori. Prego. Allora, vorrei informare la Presidenza che in questo momento in commissione attività produttive si sta votando, si sta facendo delle votazioni, mentre noi siamo in aula. Come eh, vede dalla lista dei interventi. Uh, devo intervenire fra un po' in quest'Aula ci sono anche altri colleghi di altri gruppi uh, politici che sono qui anche per ascoltare uh, gli interventi degli altri parlamentari come è giusto che sia allora io capisco che per prassi uh, in, uh, alla Camera si possono attivare le commissioni mentre c'è aula. Ma questo significa che i parlamentari che devono seguire i lavori di aula non possono seguire i lavori di commissione o viceversa. Allora io credo che da questo eh, modo di lavorare in questa Camera, lo dico perché nella scorsa legislatura ero eletta al Senato dove lì c'è un regolamento molto specifico dei lavori di commissione e lavori d'aula, dove non possono essere sovrapposti, perché è giusto che un parlamentare possa seguire, ripeto, eh, anche gli interventi degli altri gruppi politici, perché è eh, giusto poter ascoltare e poi, al limite, anche modificare il proprio intervento, ma se si, debbe, eh, se si deve poi seguire eh, la Commissione o eh, avere momenti di votazione in Commissione è evidente che eh, le, i parlamentari non possono eh, stare in due luoghi contemporaneamente. Tra l'altro sapendo anche che eh, perdendo i voti eh, i, i, i parlamentari ovviamente perdono anche eh, la possibilità di eh, dimostrare che sono stati presenti alle votazioni in Commissione. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Pavanelli, posso solo riferirle che è prassi consolidata della Camera questa procedura. Grazie. Sa colgo l'occasione per salutare l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Circuito Gualdo Tadino, Provincia di Perugia, grazie di essere qui. E' scritto a parlare l'onorevole Calogero Pisano. Prego onorevole. Sì signor, ah, sì, signor Presidente, più volte in quest'Aula è stata chiamata ad esprimersi su provvedimenti che intendevano affrontare la crisi energetica che ha investito il nostro Paese. Una crisi che ha colpito più settori della nostra società e che ha avuto ripercussioni su più livelli. Una crisi che, come sappiamo, non ha fatto altro che aggravare la fragile situazione di tante famiglie e imprese, riducendo il potere d'acquisto delle prime e la liquidità delle seconde. Il provvedimento in esame oggi in quest'Aula, tra le varie misure previste, ha proprio questo obiettivo, offrire un sostegno concreto a famiglie e imprese. A tal proposito faccio riferimento all'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni e rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico, ossia clienti che presentano un ISEE fino a 15.000 euro previste dalla legge bilancio 2023, in misura differenziata a secondo del reddito così come la misura contenuta nel secondo comma l'articolo 1 che eleva a 20 da 20.000 euro a 30.000 euro del secondo trimestre 2023 fino al 31 dicembre 2023. La soglia è che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie numerose con più di 4 figli. Il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturali previsto nell'articolo 9 del decreto legge 185 del 2008. Per quanto riguarda le imprese, il provvedimento riconosce anche il secondo trimestre 2023, abbassando le percentuali. Alcuni crediti di imposte già concessi nel 2022 e nel primo trimestre 2023 dalla legge di bilancio 2023 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle aziende. Una misura che mi preme sottolineare è quella a sostegno dei piccoli comuni a rischio di spopolamento rifinanziando con 9 milioni di euro un fondo istituito presso il Ministero dell'Interno in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti. Un segnale importante che va inserito in un progetto molto più ampio, finalizzato da un lato ad invertire il trend demografico negativo. Dall'altro parte sostenendo le giovani coppie a fare figli. Dall'altro provvedimento misura per limitare l'estensione dei piccoli borghi che come sappiamo sono scrigni di bellezze e di tradizioni che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Due politiche che possono e debbono andare di pari passo. Poi le misure volte a garantire indennità aspettante, medici e infermieri dei servizi emergenza e urgenza. Il Via Libera ha la possibilità di istituire postazioni fisse di polizia nelle strutture ospedaliere per contestare gli episodi di violenza contro il personale sanitario e la possibilità per l'azienda ospedaliere di fare ricorso ai cosiddetti medici gettonisti, non soltanto nel servizio di emergenza e urgenza ospedaliera, ma anche in altri reparti. Questi completano un provvedimento di cui un impianto complessivo va esattamente dalla direzione auspicata al nostro gruppo, la direzione della concretezza nell'agire alla luce di un ascolto vero e sincero del bisogno dei cittadini, ascolto senza il quale l'azione politica sarebbe sempre più povera e vuota. Grazie. Grazie onorevole Pisano. E' iscritto a parlare l'onorevole Fabrizio Benzoni. Prego onorevole. Ma, grazie Presidente, sarò più breve di chi mi ha preceduto negli interventi solo per entrare in due questioni, una di metodo e una di merito. Eh, purtroppo troppo spesso sul metodo le cose che diciamo sono sempre le medesime, ennesima fiducia ancora una volta, nonostante un atteggiamento responsabile delle opposizioni, per l'ennesima volta una finta apertura della maggioranza che eh, apre a un dibattito con le opposizioni che chiede eh, appunto un'apertura sugli emendamenti che poi rigetta in maniera compatta e eh, addirittura in questo caso l'oggetto di questo decreto che è tutto il contrario di tutto partire dall'energia, al gas naturale per arrivare alla salute. Ecco sul metodo quindi non possiamo che denunciare questo ennesimo atteggiamento che oramai si ripete da troppo tempo sul merito invece tre appunto differenti argomenti molto differenti. Eh, in cui cerchiamo di entrare. L'ultimo, partiamo dall'ultimo che sono gli adempimenti fiscali, sono adempimenti formali su cui non vorrei eh, fermarmi troppo. C'è invece il tema delle misure a sostegno di famiglie e imprese per energie elettriche e gas naturale. Ecco, sicuramente non si può essere contrari alle misure contenute in questo decreto, che sono in gran parte la riproposizione delle misure presenti nei decreti precedenti. Eh, rivalutate anche sulla base di quello che sta accadendo abbiamo la fortuna di parlare in un momento in cui i prezzi dell'energia e del gas sono ben lontani da quelli emergenziali dei mesi scorsi in cui ci siamo trovati più volte in quest'aula ad intervenire ed è anche corretto appunto che il decreto ne tenga atto eh, va ricordato però che le aziende forse non sono più in quella fase emergenziale che non gli consente eh, di sopravvivere ma hanno ancora delle grandissime difficoltà dal punto di vista della concorrenza con gli altri paesi, perché il prezzo dell'energia rimane, seppur sotto dei livelli eh, più bassi del passato, ancora più alto eh, di quanto abbiamo visto pre-crisi e soprattutto più alto di quanto eh, si registra in altri paesi europei. E ultimo punto di questo decreto, però forse quello eh, più ambiguo all'interno di un decreto che parla di energia e gas è quello che riguarda il tema della salute e della sanità. Ecco, due quali interventi. Il primo sul payback, molto bene l'aiuto alle imprese che comunque dovranno pagare ancora il 48% di, di questo intervento, manca assolutamente però una progettualità e una analisi di quello che è accaduto. Il payback era un provvedimento che voleva portare le regioni a rispettare i budget per l'acquisto di materiale sanitario evidentemente oggi a pagare le conseguenze sono le imprese in parte anche lo stato proprio per quelle regioni che non hanno saputo fare non c'è in questo decreto né un'analisi né alcun intervento rispetto a quelle regioni che continuano nonostante gli sforzi di altre a non rispettare tali budget a non fare delle azioni per ridurre il costo della spesa pubblica e su questo credo che un governo che è in carica da mesi qualche riflessione dovrebbe farla. E l'ultimo punto è quello rispetto all'emergenza di personale medico sanitario. Anche qui sicuramente non possiamo essere contrari a una serie di interventi che vengono apportati e che eh, introducono la possibilità di assunzione, di messa a servizio eh, anche di chi non ha ancora fatto la specializzazione, eh, che introduce la possibilità del mantenimento in servizio per chi invece doveva andare in pensione, quindi una serie di interventi emergenziali per rispondere a quella crisi di personale medico-infermieristico eh, che nei nostri pronto-soccorsi e nei nostri ospedali si registra in maniera eh, davvero eh, emergenziale. Un provvedimento che va inoltre a limitare quelle che sono le possibilità delle aziende sanitarie di ricorrere a esternalizzazioni stava accadendo esattamente un fenomeno, per cui medici e infermieri uscivano dalla porta e rientravano dalla finestra a costi differenti, quindi bene questo intervento. Ma anche qui, dopo otto mesi, manca completamente una visione su quelli che sono gli interventi di lungo periodo. Io credo che il gruppo di Azione Italia Viva abbia fatto più proposte sul tema, portate anche alla presidente Meloni: a partire dallo sblocco del numero chiuso nelle università, a partire dal finanziamento delle borse per gli specializzandi, a degli interventi che vogliono non risolvere, come in questo caso, e va benissimo l'emergenza in corso, ma vogliono guardare al futuro, al meglio di un lungo periodo, con delle soluzioni strutturali. Ecco, credo che quindi Possiamo davvero parlare oggi di un decreto che affronta eh, delle emergenze, lo fa senza poter trovare anche il nostro diniego perché appunto quando si tratta di aiutare le famiglie, le imprese e soprattutto la salute dei cittadini il nostro gruppo c'è, ma quello che manca è davvero una visione di lungo periodo che è quella che auspichiamo dopo otto mesi di poter vedere nei prossimi decreti. Grazie. Grazie onorevole Benzoni e iscritta a parlare la deputata Angela Raffa, prego onorevole. Grazie presidente, onorevoli colleghi. Io oggi per il decreto bollette avrei tanto voluto fare un altro tipo di discorso, un altro tipo di intervento. Avrei voluto dire caro Parlamento tutto in questo periodo difficile, la guerra dentro l'Europa, le famiglie in difficoltà di, di fronte ai rincari molto alti, la povertà che aumenta, tutti noi, maggioranza e opposizione, abbiamo lavorato insieme per cercare di aiutare i cittadini e le imprese italiane in difficoltà. E invece no, non lo posso fare. Non lo posso fare e non posso dire questo perché per l'ennesima volta la maggioranza non ha voluto ascoltare nessun suggerimento, non ha accettato alcuna collaborazione. Eppure io ricordo bene che nella scorsa legislatura, quando i cari colleghi della maggioranza erano in opposizione, in molte occasioni in Commissione noi abbiamo accettato i loro emendamenti quando eravamo al governo, anzi a volte abbiamo anche utilizzato il loro testo come testo base per le proposte di legge, sempre per dare comunque un segnale di apertura, un... per lavorare insieme per il bene del Paese. Ma torniamo al decreto bollette contiene la proroga degli aiuti per fare fronte al caro energia. Tutto molto bello, detto così siamo tutti d'accordo. Per far capire però qual è lo spirito con cui questa maggioranza ha modulato e modificato questi aiuti, devo fare un passo indietro con la memoria. Perché quando eravamo noi al governo e bisognava varare aiuti per gli italiani, le vostre critiche sono state feroci. Ricordate quando dicevate in Svizzera basta presentarsi in banca con un foglio di carta e danno subito i soldi? Vedete cari colleghi, io all'epoca vi ascoltavo, mi chiedevo se forse accogliendo le vostre proposte, le vostre critiche non sarebbe migliorato il provvedimento, fatto di più è meglio per gli italiani, però non riuscivo a capire fin dove volevate arrivare. Ecco, adesso grazie a questo provvedimento io ho compreso. Quando parlavate di imprese in difficoltà io pensavo ad Alessandro, il mio pescivendolo, che, per, che di bollette per refrigerare il pesce spende una fortuna, oppure alla mia ex compagna di squadra che insieme al suo compagno hanno una cartoleria e per colpa dei prezzi che sono aumentati e delle famiglie in crisi non riescono a far fronte a tutti i costi delle bollette, oppure al negozio di abbigliamento della mia vicina di casa che dà lavoro a tre commesse. Ecco, io facevo riferimento a loro che però se si presentano in banca non li fanno manco entrare e sedere, non gli danno manco il prestito per far fronte a questo momento di difficoltà economica, perché loro guadagnano il giusto perché serve per, per andare avanti un mese. Ecco, io pensavo a loro e pensavo che lo stesso faceste anche voi, visto tutti i discorsi contro i poteri forti della Premier Meloni. Invece, io ho capito che voi pensavate ai grandi imprenditori, a quelli che forse saranno stati loro a spiegarvi come funziona in Svizzera, perché magari frequentano e avranno lì i conti. E mi spiego meglio, in concreto, su tre questioni. Uno. Le imprese energivore e gassivore sono quelle che hanno consumi superiori a determinati limiti, quindi un'impresa piccola, anche se consuma energia più di quello che guadagna, non è detto che ci rientri, mentre le imprese grandi del settore ovviamente ci rientrano, anche se in proporzione hanno un'incidenza sui consumi e sui conti più bassa. Noi capiamo che dei criteri bisogna pure individuare e va bene questo perché di migliori non ne abbiamo, però vi avevamo chiesto per le altre imprese di semplificare quantomeno la procedura, soprattutto per le piccole imprese. Per esempio non di obbligarla a richiedere al venditore il calcolo degli extra costi, anche perché le grandi imprese hanno impiegati amministrativi, un forfettario con il commercialista a cui non cambia niente e farà una pratica in più per un'azienda a cui già fa tanto lavoro. Non è così per tutte le imprese. Le imprese, soprattutto per le piccole e micro imprese del nostro tessuto economico, dove è il proprietario stesso che deve trovare il tempo per sbrigare pure tutte le faccende burocratiche e che spesso finisce per rinunciare a richiedere i bonus e le agevolazioni perché non riesce a farle, gli costerebbe troppo passare la pratica al commercialista. Neanche questo avevo dovuto ascoltare: che poi è proprio questo che temiamo sia la strategia del governo, risparmiare uno 0, qualcosa sperando che le aziende piccolissime, magari quelle a conduzione familiare, rinuncino agli aiuti perché è troppo complicato. Complicati. Due. La vostra idea che si devono dare i soldi alle imprese perché poi danno lavoro e redistribuiscono ricchezza è sbagliata, forse valeva 70 anni fa, non certo ora in piena globalizzazione. I grandi, le grandi imprese si prendono i soldi, spostano la loro produzione in qualche paese dove il lavoro costa meno e diversificano con gli investimenti all'estero e la loro sede delle loro holding è ormai Lussemburgo, Olanda, Irlanda, Delaware e qualche altro posto dove c'è una tassazione di favore. Tutte le analisi matematiche ci dicono che i ricchi diventano sempre più ricchi e il ceto medio più povero. Per questo con il governo Conte noi abbiamo cercato di fare una rivoluzione nelle politiche economiche dello Stato italiano per mettere i soldi in tasca agli italiani e questo qualcuno non ce l'ha perdonato. I cittadini poi con qualche soldo in più in tasca potranno spendere e così anche le imprese incasseranno. Per questo gli avevamo chiesto maggiori aiuti alle famiglie. Voi invece li avete addirittura ridotti rispetto all'anno scorso, serviva il contrario, l'inflazione continua a salire, i risparmi sono stati usati l'anno scorso, ora sono finiti ed è ora che serve più aiuto, non meno. Ed arriva al terzo punto, cari colleghi della maggioranza, non tirate fuori la storia dei soldi che non bastavano perché vi avevamo detto anche dove trovarli. Non vi abbiamo chiesto maggiore aiuti alle famiglie per il ceto medio togliendoli alle imprese. Giusto dalle imprese, per dare di più alle famiglie bisognava tassare gli extraprofitti. Sono certa che qui dentro sappiamo tutti cosa stiamo parlando, si dice così no? per buona educazione, però visto anche le corbellerie che sento dire in tv, lo ridico qui anche per ricordarla a me stessa. Noi Cinque Stelle parliamo di quei soldi che alcuni stanno guadagnando non perché sono bravi, non perché stanno lavorando meglio o che sono frutto del loro ingegno, no, stiamo parlando di quei soldi che alcuni stanno facendo a palate solo per dinamiche politiche internazionali, lo scoppio della guerra in Ucraina, una nave che si incaglia nel golfo di Suez e ritardano le forniture in tutto il mondo, l'aumento del prezzo delle materie prime, così vi avevamo chiesto di chiedere un maggiore contributo solo sui soldi guadagnati in più rispetto agli anni precedenti. Per esempio, produttori di munizioni ed armamenti, oppure a chi approfittando del cioè inflazione ha triplicato i prezzi anche se nel suo settore non ha avuto alcun aumento dei costi, oppure delle banche che prendendo una commissione fissa sulle transazioni e assicurazioni di petrolio e gas ora stanno incassando molto di più che in passato a parità di lavoro e volumi trattati. E così, visto che non avete accettato i, vostri, i nostri consigli, per non far dispiacere i produttori di armi, le banche e gli speculatori per questo. Non solo stai dando meno soldi a famiglie ed imprese, ma quel poco che c'è lo prendete togliendolo alle sovvenzioni alle energie rinnovabili. Di tutte le cose che avete abolito, come Reddit stain, anzi i soldi dovevate prenderli proprio dalle rinnovabili. In pratica la vostra geniale idea è di tagliarci i piedi per risparmiare sulle scarpe. Ma così stiamo anche bruciando le nostre risorse più preziose per riscaldarci. Geniale. Non sarebbe più semplice e trasparente, invece, avere tariffe energetiche chiare e accessibili a tutti? Non sarebbe meglio investire in tecnologie e infrastrutture moderne che ci permettano di generare energia pulita e a basso costo? Questo dovrebbe fare un governo, avere una visione. E poi, tra le imprese e famiglie, come al solito, vi siete scordati dei giovani. Li nominate sempre quando siete sopra un palco o in TV, ma appena si spengono i riflettori ed arriva il momento di dimostrare con i fatti, con voi è sempre notte fonda. I prezzi degli affitti sono arrivati alle stelle per le giovani coppie e per gli studenti e non è come una volta non mi dite ai miei tempi visto che l'età media di questo Parlamento si è alzata in questa legislatura ancora sento dire ai miei tempi. Adesso la situazione è tragica mai c'erano stati nelle grandi città prezzi folli come ora per trovare un buco. Questo decreto che si occupa delle bollette che ovviamente fanno il paio con l'affitto era il momento giusto per intervenire, ma alla fine avete cancellato anche quel poco che avete promesso. E voglio credere che come da dichiarazione di circostanza promettete di presentarlo nel prossimo provvedimento ecco io vi esorto a fare presto e vi offriamo ancora una volta quella collaborazione distanti politicamente, questo senza ombra di dubbio, ma nell'interesse del Paese sui provvedimenti concreti che offrite a parole, ma poi nella realtà continuate a rifiutare il nostro aiuto. Per tutte queste ragioni esprima a nome mio e del Movimento 5 Stelle un parere contrario a questo provvedimento scritto in maniera complicatissima. Voi state complicando e aumentando la burocrazia anche in questo, anche negli aiuti che vogliamo dare ai cittadini e alle imprese. Pochi cittadini ci capiranno qualcosa. Dovevamo fare di più, dovevamo fare meglio, potevamo toccare certi potentari e dare aiuti più consistenti ai cittadini. Avete scelto di non farlo e quello che fate lo fate male e in maniera farraginosa. Mi spiace, colleghi della maggioranza, forse eravate troppo a litigare tra di voi per spartirvi ogni poltrona possibile, compresa quella dei corpi di polizia e dello Stato. Ma in questo momento difficile, su un tema come gli aiuti e il caro vita, il Paese meritava di meglio. Grazie. Grazie Onorevole Raffa. Iscritto a parlare l'Onorevole Toni Ricciardi. Prego Onorevole. Grazie Presidente, Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi, eh, Governo. Ora noi ci ritroviamo, caro Presidente, in pochi come sempre, anzi meno del solito, a discutere dell'ennesimo decreto macedonia. In questo caso utilizzo questo paragone, perché come al solito ci ritroviamo a discutere di un provvedimento che mette insieme tutto il contrario di tutto, che passa a, nella comunicazione come il DL bollette di tutto parla fuorché di interventi sulle bollette e l'elemento ancora più sconvolgente, caro presidente, è che per l'ennesima volta un provvedimento sul quale non si avvertiva la necessità non si avvertiva su questo provvedimento verrà posta l'ennesima fiducia e non contenti, l'ennesimo papocchio tra qualche minuto, tra qualche ora lo stesso provvedimento dovrà ritornare in commissione perché nonostante le discussioni, nonostante i confronti, nonostante tutto il lavoro fatto è incompleto e va bisogna rimetterci mani. Ma arriviamo a toccare i singoli punti. Bollette ascoltavo una delle relatrici eh, Pocanzi dire Sottolineare il teleriscaldamento finalmente, sì certo, mirato, intervento mirato territorialmente, chissà perché sempre con le stesse coordinate geografiche, però in realtà la verità è un'altra, ce lo dicono le associazioni dei consumatori, le bollette per le famiglie hanno subito e continueranno a subire un rincaro medio di 300 euro. Questo è il dato, poi noi la possiamo raccontare come vogliamo in questo luogo, la possiamo raccontare come vogliamo dinanzi alle telecamere, ai giornali, ma in realtà poi quando le bollette arrivano a casa delle famiglie i costi sono questi. E allora la, domanda, la prima domanda che, che mi pongo così retorica, allora perché non si è pensato di intervenire? su chi ha generato, nonostante la crisi energetica generata dal contesto geopolitico internazionale, su chi ha prodotto extra profitti, super profitti. Perché? Perché non si può fare? Perché non si vuole fare? Perché evidentemente non si possono toccare alcune, alcune categorie. E ancora, sulle bollette siamo all'ennesimo spot. Abbiamo finalmente aperto le famiglie con quattro figli che possono... Scusate, ma le famiglie di quattro figli in questo Paese quante sono? E quante famiglie accedono al beneficio? Facendo il click day? Mettendosi... Cioè, non è che noi stiamo... Uh, uh, come dire, questo Governo ha deciso di concedere una premialità, un incentivo, un aiuto automatico, no? Devi fare la domanda e quante di queste famiglie poi concretamente lo faranno? Quindi, come vede, Presidente, siamo sostanzialmente agli annunci. Eppure avevate un precedente, il governo Draghi sullo stesso tema ci ha messo quasi 50 miliardi. Allora capiamoci se lo volete chiamare decreto bollette o se lo vogliamo chiamare decreto spot, decreto annunci. Arriviamo al secondo punto di questa ricca Macedonia, Presidente. Dopo le bollette, il fisco. Ora, qui la sintesi è facile: ennesimo condono. Cioè, continuate a premiare l'infedeltà fiscale. E ho sentito poc'anzi da qualche. Eh, collega che mi ha preceduto, noi finalmente siamo per riattrarre i cervelli, perché i cervelli non li vogliamo solo in fuga, li vogliamo riattrarre. E per questa ragione abbiamo fatto il credito d'imposta di fino a 200.000 euro per le start-up, per fare cosa? Per le attività di ricerca e innovazione. Io vi segnalo che i settori ricerca e studi delle start-up non esistono, non ci sono, perché non hanno la capacità. Per farlo. E la ricerca, l'innovazione, ormai il grosso delle aziende si rivolge alle università e ai centri di ricerca dove fanno queste cose e quindi fatemi capire, avranno la possibilità di mettere in carico fino ai 200 mila euro di investimento che faranno verso queste strutture? No. Però ci riempiamo la bocca col fatto che poi abbiamo fatto e dato qualcosa per l'occupazione giovanile. Ma tocchiamo il punto essenziale enti locali allora io faccio una domanda perché prima è stato ricordato come vengono dati un miliardo di euro per i comuni in prediscesso o in dissesto però io le pongo una domanda Presidente per quel poco che ho letto perché insomma non ho fatto studi eclatanti come chi prima enunciava questo provvedimento, scusatemi ma io ero rimasto che la distinzione degli enti locali era 5.000, 15.000 piccoli comuni fino a 5.000 e dopodiché oltre i 15.000. Ora si stabilisce il criterio tra i 25.000 e i 35.000 comuni. Perché? E non si faceva prima a venire qua e dire bene, abbiamo l'elenco di queste amministrazioni comunali che sono in dissesto per le quali immaginiamo... Cioè, e lo si condivideva, no? Perché bisogna fare sempre il lancio spot. Ma la super innovazione tecnologica di questo provvedimento, mi sia consentito, Presidente, è sul fondo sui piccoli comuni. Lì si è raggiunto l'apoteosi della scientificità. Emendamento che tutti abbiamo, tutte le forze politiche, abbiamo firmato in commissione, ovvero, sentite il titolo, Fondo per sostenere e evitare lo spopolamento dei piccoli comuni. E quanto ci mettiamo su questo fondo? 9 milioni. Ma 9 milioni non extra, li prendiamo dal, dalla, dalla capienza complessiva dei 30. E vabbè, abbiamo pochi soldi e va bene. E a chi lo destiniamo, Presidente, questo fondo? Ai piccoli comuni. Ora... Per, per farci capire per chi non è provvisto di calcolatrice, quanti sono i piccoli comuni? Piccoli comuni, nella definizione, sono tutti comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Sa quanti sono, Presidente? 5.534, pari al 70 dei comuni italiani. Significa che noi abbiamo fatto una misura che concede poco più di 1.600 euro a comune. Le segnalo, non si paga manco la banda musicale per la festa patronale. Però noi abbiamo fatto l'intervento a favore di come limare lo spopolamento dai piccoli comuni. E arriviamo al terzo punto, al terzo ingrediente di questo decreto Macedonia, sanità. Ora, sulla sanità ho la sensazione che noi stiamo mettendo toppe per buchi enormi che non riusciremo nemmeno a, a, come dire, a, a, a rassettare e a sistemare. C'è un criterio di fondo, un principio, perché poi, sono, perché poi le, le norme vanno intese nel principio del legislatore e non tanto nel singolo aspetto. E c'è il principio di necessità-urgenza, ma non necessità-urgenza di risolvere il problema, Presidente necessità e urgenza delle procedure. Noi ormai ci stiamo avviando e in questo provvedimento viene detto chiaramente verso l'ennesimo smantellamento dell'apparato della sanità pubblica a favore dell'esternalizzazione dei servizi a favore del privato. Questo stiamo facendo, perché non è che stiamo facendo altro. E stiamo come dire, rinsaldando una logica operativa che nella sanità ormai ci pervade da oltre vent'anni. E che mi meraviglio: il Covid ci ha dimostrato che un certo sistema ha fallito, ma evidentemente bisogna continuare a rimpinguare l'acqua dei soliti pozzi, dei soliti noti, nelle solite regioni che questa maggioranza di destra governa da sempre. Allora capiamoci dove vogliamo intervenire e come vogliamo intervenire. Eppure, Presidente, in Commissione erano stati presentati degli emendamenti, eh, è stato ricordato già da chi mi ha preceduto, si è fatto un lavoro di concertazione, di discussione, di convergenza, come è giusto che sia, perché, perché questo luogo... Io lo dico, il compromesso è bene ricordarlo è una parola nobile, è una parola che deve avvicinare le istanze, i portatori di interessi diversi, diversificati e trovarne e farne sintesi. Ma questo purtroppo non è accaduto perché abbiamo presentato. Emendamenti su come salvaguardare i plessi sanitari per capirci i pronti soccorso delle aree del margine che vi segnalo sono da nord a sud ovunque vivono tutte lo stesso problema, perché quando hai un pronto soccorso di un piccolo ospedale non è il pronto soccorso in sé ma sono i reparti collegati a quel pronto soccorso che consentono di mantenere in vita quel pronto soccorso tradotto se un'azienda un sanitaria locale bandisce un concorso e questo va a deserto una, due, tre volte o chi viene assunto si, ci sta per 15 giorni e poi se ne va e cambia posto o mobilità nella struttura sanitaria voi capirete bene che questo è un problema avevamo chiesto di eh, utilizzare una procedura che la Repubblica Italiana utilizzava in passato, ovvero quello del raddoppio ai fini di carriera della presenza nelle strutture del margine e c'è stato detto di no. Avevamo chiesto un incentivo economico per operatori sanitari, medici e c'è stato detto di no. Però poi veniamo in questa sede e segnettiamo a parlare di vallate, di aree interne e di marginalità. Altro punto sulla sanità. Anche rispetto al rapporto tra spesa sanitaria e personale infermieristico, noi siamo fermi al 5,7 ogni 1000 abitanti, quasi la metà rispetto agli altri principali paesi europei che sfiorano il 10%, Inghilterra, Germania, Spagna. E anche su questo nulla. Ora, perché in premessa, Presidente, le ho detto che era un provvedimento che non necessitava della fiducia? Perché questo era un provvedimento, era l'occasione per poter discutere e affrontare dei temi che prima o poi dovremo affrontare in questo Paese. Lo dico a scanso di equivoci, io sono, rappresento una forza politica che è stata artefice probabilmente di un errore storico. Nel 2001 la regionalizzazione del sistema sanitario ha fallito, è chiaro, ha fallito, è stato un errore perché non ha migliorato la condizione del diritto alla sanità da nessuna parte, né nelle regioni che si sono spinte al 30% di sanità privata convenzionata che abbiamo sventolato come le eccellenze italiane che il Covid ha dimostrato che eccellenza non erano e né in quelle regioni periferiche di gestione antropologicamente errata, qualcuno potrebbe pensare dove la regionalizzazione del sistema sanitario non ha fatto nient'altro che incrementare la migrazione sanitaria. E oggi noi avevamo l'occasione per poter affrontare il tema e po per poterlo affrontare propedeuticamente a qualche idea di riforma che sta balenando da quando è iniziata questa legislatura che non è l'autonomia differenziata, ma lo spacca Italia. E i dati ce lo dicono e ce lo siamo detti in commissione, eppure questo non è accaduto. Ma perché non è accaduto? E mi avvio a chiudere, Presidente. Non è accaduto perché, come diceva Aldo Moro, purtroppo questo è il tempo che ci è dato vivere e nel tempo che ti è dato vivere tu agisci politicamente. Ora, noi abbiamo fatto discussioni. In commissioni congiunte, emendamenti di maggioranza che l'opposizione ha sottoscritto, che sono stati cassati, rispediti al mittente, senza una giustificazione, senza un pezzo di carta di giustifica, perché? Perché qualcuno. Nel governo ha deciso che non si poteva toccare nulla. Allora, cari colleghi e cari colleghi, noi dovremo iniziare a discutere in questa sede se ha ancora un senso la funzione legislativa, se ha ancora un senso chiamarci Repubblica parlamentare, se ha ancora un senso il lavoro nelle commissioni, se ha ancora un senso la rappresentanza popolare. Perché, se questo è l'andazzo, se questo è il modo con il quale noi stiamo lavorando, se colleghi di maggioranza che dicono cose intelligenti, sostenute dall'opposizione, si vedono pedissequamente bocciati emendamenti senza aggravio di costo, allora fateci capire dove vogliamo portare questa nostra Repubblica. Allora l'invito è, guardate. Mettiamo la parola fine a questa modalità, mettiamo la parola fine perché altrimenti noi stiamo depotenziando, mortificando non l'esercizio della democrazia, ma noi stessi. Io faccio un richiamo all'orgoglio personale, alla dignità personale di ognuna e di ognuno di noi, perché non è possibile discutere in una maniera intelligente, costruttiva e voglio dire, noi ci siamo come opposizione, con tutte le opposizioni, nessuna esclusa, comportati in una maniera ragionevole, senza adottare ostruzionismo, senza venire in Aula e fare ostruzionismo, e nonostante questo la funzione legislativa è utilizzata a mero zerbino, perché questo siamo divenuti. Allora, se... Rispetto a temi così importanti per le persone, per le famiglie, per i territori, emergenze vere che è la sopravvivenza quotidiana di diritti come quelli alla salute, non troviamo lo spirito d'orgoglio comune della funzione, non del partito, della funzione per la quale siamo stati elette eletti. Allora io non so dove stiamo andando a parare. E per questa ragione, caro Presidente, suo tramite mi permetto di fare l'ultimo appello. Finiamola con la decretazione d'urgenza. Non è nata oggi, lo so. Non è nata oggi. Saranno vent'anni e più che accade questo. Ma se un provvedimento come questo e se molti hanno detto cose intelligenti che bastava... Ut utilizzare il buonsenso il buonsenso non accade allora io non so che paese e quale deriva e quale approdo in quale porto porteremo le sorti di questo paese e di questa legislatura quindi per questa ragione caro presidente è ovvio se in questo provvedimento, se alcune misure emendative, noi abbiamo contribuito a scriverle, a fornirle, a condividere e trovare le convergenze, tu ci metti la fiducia. Va da sé è la paliciano, stai dicendo al paese bene Abbiamo utilizzato il contributo delle opposizioni, ma vot i voti vostri non li vogliamo perché dobbiamo mettere l'ennesima bandierina che non so dove ci porterà. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Ricciardi. È iscritto a parlare l'onorevole Alessandro Battilocchio. Prego, onorevole. Grazie Presidente, signore e signori esponenti del Governo, colleghe, colleghi, questo provvedimento nasce dalla necessità e l'urgenza di prorogare per altri tre mesi, fino a giugno prossimo, alcune misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per contrastare l'aumento dei prezzi per l'acquisto di energia elettrica e gas, di adottare misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza e urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale di introdurre disposizioni volte a prorogare i termini e modificare le norme in materia di adempimenti fiscali introdotti con la legge di bilancio 2023. Le risorse complessivamente stanziate per gli interventi contenuti nel decreto legge sono pari a 4,9 miliardi di euro, di cui circa 3 miliardi per il settore energetico e 1,1 miliardi per quello sanitario. Gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare la relazione dei relatori, è entrata nel dettaglio degli interventi che Forza Italia condivide in pieno. Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate tra l'altro diverse proposte emendative di iniziativa parlamentare, sia di maggioranza che di opposizione, che intervengono sia in ambito sanitario che per contrastare il caro energia. In sede referente anche Forza Italia ha dato un apporto importante su tematiche significative, contribuendo a migliorare il testo. Con l'approvazione in Commissione di un emendamento presentato da vari gruppi, tra cui Forza Italia, si prevede la possibilità di garanzia diretta dell'ISMEA per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca finalizzate alla realizzazione di impianti. Per la produzione di energia rinnovabile, sempre in materia di disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia, va segnalata anche l'approvazione di un emendamento presentato da Forza Italia relativo a risorse aggiuntive per 10 milioni al settore sportivo. Il provvedimento contiene misure urgenti per sostenere cittadini ed imprese nel fronteggiare la crisi economica innescata da una gravissima congiuntura internazionale, nonché norme necessarie in ambito sanitario, soprattutto per risolvere l'attuale fase di carenza di personale e in primis per i reparti di emergenza-urgenza, un provvedimento che va incontro quindi a cittadine, famiglie, imprese. Ricordiamo e sottolineiamo lo straordinario e tempestivo impegno del governo in legge di bilancio per dare aiuti immediati ai cittadini in difficoltà, alle imprese in difficoltà per il caro energia, un contributo per cui Forza Italia è stata determinante con le sue proposte all'interno della maggioranza. Bene. Quindi che questi aiuti vengano prorogati e bene guardate al futuro con nuove strategie e impostando un ragionamento più complessivo sulla necessità di aggiornare e rivedere il meccanismo di approvvigionamento energetico del nostro Paese. Risolviamo l'emergenza immediata nel breve periodo e poi guardiamo al futuro a lungo termine. Vengono riconosciuti 2 milioni di euro alle start-up innovative costituite a partire dal 1 gennaio 2020 ed operanti nel sistema dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per l'anno 2023 con un contributo sotto forma di credito di imposta. Ovvio sottolineare però che la sostenibilità ambientale non può essere divisa da quella sociale, quindi bene l'attenzione rivolta al settore sanitario. Abbiamo affrontato con questo decreto il tema del payback, abbiamo affrontato con delle prime risposte nostro problema della scarsità di medici e di infermieri, abbiamo aumentato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. Inoltre il provvedimento prevede la possibilità di affidamento dei servizi medici e infermieristici a terzi, i cosiddetti med medici gettonisti, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio anche in regime di convenzione, di assumere gli idonei di graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale già autorizzato. Fondamentale poi l'emendamento per assicurare l'incolumità degli operatori sanitari con cui è stata prevista la possibilità di costituire posti fissi di polizia nelle strutture ospedaliere con reparti di emergenza-urgenza in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura. Un emendamento che ci è stato fortemente sollecitato dal territorio, quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale ed anche interventi sul piano fiscale. In termini di adempimenti fiscali, si interviene semplificando la disciplina relativa all'adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1 gennaio 2023. Sono apportate modifiche alla disciplina della regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di importi radiali. Quindi è importante questo tipo di azione per... Tornare a parlare di fiducia di uno Stato che sia supporto per i cittadini e per le imprese. Quindi ci auguriamo che sia anche questo l'inizio di un più generale ragionamento relativo ad una necessaria, non più rinviabile, giusta riforma fiscale. Grazie Presidente. Grazie onorevole Battilocchio. È iscritta a parlare la deputata Emma Pavanelli. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ancora una volta siamo di fronte a un provvedimento slogan. Cos'altro potevamo aspettarci da un governo costantemente in campagna elettorale? Il decreto bollette, così come il decreto lavoro, sono soltanto formule vuote con cui avete deciso di chiamare dei provvedimenti del tutto inadeguati ad affrontare questi temi. Sì perché, nella migliore delle ipotesi, i vostri provvedimenti vanno a, propagare, a prorogare al ribasso alcune delle misure già in precedenza, in, in precedenza introdotte dal governo Conte. Mentre negli altri casi vanno a ribaltare discipline di maggiore tutela, come nel caso della liberalizzazione del lavoro precario. Ormai vi abbiamo capito. La vostra è la politica degli slogan, fatta di interventi finalizzati a dare un sostegno immediato, ma soltanto apparente e del tutto insufficiente, nella totale assenza di programmazione e di investimenti per il futuro del Paese. A sostenere tutto questo non è soltanto Emma Pavanelli, piuttosto che il Movimento 5 Stelle. Lo avete sentito anche da chi è stato ascoltato in audizione in Commissione. Se dovessimo fermarci alla denominazione attribuita ai vostri provvedimenti, verrebbe quasi voglia di votarli leggendo decreto bollette. Infatti viene da pensare immediatamente a un provvedimento costruito per sostenere le famiglie e le imprese di fronte al caro energia. In realtà i sostegni sono davvero esigui, frutto di uno stanziamento decisamente inferiore. E quello a quello previsto con i decreti di sostegno dai precedenti esecutivi. Ma c'è un dato ancora più preoccupante sul quale mi vorrei soffermare. In ogni decreto viene portata sempre più in alto l'asticella e si assiste a un preoccupante arretramento dello Stato almeno sotto il profilo della tutela, della legalità e del contrasto alle disuguaglianze. Mi riferisco al vergognoso scudo penale introdotto sugli omessi versamenti, ma anche all'allargamento della regolarizzazione dei redditi di fonte estera e all'ennesimo condono fiscale. Avete capito bene in questo decreto è contenuta una norma che esclude la punibilità per omesso versamento quando le violazioni sono definite e le somme versate prima della pronuncia di appello, mentre fino ad oggi questa possibilità doveva precedere l'apertura del processo tributario. Il problema attiene all'ambito di applicazione della norma che si tradurrà in uno scudo anche per chi fattura dal milione di euro in su. Con un'altra norma viene prevista la regolarizzazione con il pagamento di sanzioni ridotte delle violazioni relative ai redditi di fonte estera all'imposta sulle attività finanziarie estere e all'imposta sugli immobili situati all'estero. Persegue lo stesso obiettivo anche la decisione della maggioranza di prevedere una considerevole estensione della platea dei soggetti che potranno accedere alla rottamazione quoter e allo stralcio dei debiti, l'ennesimo condono fiscale allargato. In buona sostanza sembra proprio che il governo voglia far passare per stolti la stragrande maggioranza dei contribuenti che pagano regolarmente le proprie debenze e per furbi coloro che invece eludono ed evadono il fisco. A tutto questo si aggiunge anche il taglio dell'apparato di sostegni in precedenza introdotto contro il caro energia. Mi riferisco ai crediti d'imposta, alle imprese, destinate a contrastare gli aumenti in bolletta, che viene confermato, ma praticamente con delle aliquote dimezzate. Così come ritengo doveroso stigmatizzare la decisione di tagliare il contributo di solidarietà sui... Sugli extraprofitti energetici, misura che prevede minori entrate per 402 milioni di euro. Si tratta di risorse che quindi rimarranno nelle casse delle grosse società che si sono arricchite dall'aumento del costo dell'energia, la cui mancata entrata ricadrà inevitabilmente sui cittadini. In questo senso deve intendersi la decisione di ridurre del 65% gli sconti sulla bolletta del gas, limitata al solo mese di aprile. Già da questo mese milioni di cittadini vedranno aumentare il costo della propria utenza domestica di gas. Di fronte a tutto questo siamo amareggiati, ma non stupiti. Questo governo in fondo non ha mai nascosto la propria volontà di schierarsi dal lato dei potentati economici e dei ricchi, voltando le spalle alle piccole e medie imprese e ai cittadini. La domanda che ci poniamo è sempre la stessa, ma dove volete arrivare? Mentre gli investimenti continuano a latitare. Siamo qui oggi a discutere dell'ennesimo provvedimento improntato sull'austerity di Montiana Memoria. Neanche l'esecutivo dell'epoca si mostrò così tanto fedele alle logiche dei tagli alla spesa pubblica e della minimazione degli aiuti al paese. Lo abbiamo letto già tra le righe della vostra prima legge di bilancio e se ne trova conferma anche nel DEF di aprile. Nonostante tutto, anche in questa occasione il Movimento 5 Stelle ha provato a fare proposte. Abbiamo chiesto più coraggio, ma abbiamo ottenuto soltanto dei no. Avete respinto le nostre proposte per attivare un fondo di sostegno ai mutuatari alla luce dell'aumento delle rate dei mutui e di aumentare il tetto massimo detraibile degli interessi. Avete detto no. Al rifinanziamento del fondo Affitti e del fondo Morosità incolpevole che avrebbero contrastato il caro Affitti. Avete detto no al riconoscimento automatico delle imprese di crediti d'imposta fruibili a fonte degli extracosti sostenuti per l'acquisto di energia. Avete mantenuto la vergognosa norma sul payback sanitario, che rischia di provocare il fallimento di migliaia di piccole e medie aziende. Pensate che con questa norma si prevede la compartecipazione delle imprese fornitrici di dispositivi medici ai disavanzi del bilancio delle regioni. È davvero inaccettabile che si faccia ricadere sui privati le inefficienze della gestione della cosa pubblica. Dovreste sapere che per quello c'è già la responsabilità erariale, oltre che la responsabilità politica di fronte al proprio elettorato, senza considerare poi le conseguenze che il fallimento di queste imprese produrrà sulla finanza pubblica in termini di mancati introiti, ma anche sul fun funzionamento stesso del sistema sanitario pubblico e i suoi operatori che già oggi hanno difficoltà a reperire dispositivi sanitari per fornire assistenza ai cittadini. A meno che il vostro intento, forse neanche troppo velato, non sia quello di favorire i privati a smantellare ulteriormente, progressivamente, anche il sistema sanitario nazionale. In sintesi, con questo provvedimento, da una parte chiedete soldi alle imprese ed eliminate gli aiuti alle famiglie e dall'altra date uno scudo fiscale a chi non paga le tasse. Oltre a lanciare un messaggio negativo e persino diseducativo, ancora una volta dimostrate di essere forti con i deboli facendo regali a chi di certo non ne avrebbe nessun bisogno. Allora vi chiedo di nuovo dove volete arrivare. In pochi mesi avete smantellato buona parte delle misure che con fatica... Abbiamo introdotto. Si trattava di misure a favore di tutti i cittadini e in particolare di quelli che si trovavano in difficoltà, come il reddito di cittadinanza che, ricordo, è stato concepito per non essere un sussidio come i suoi detrattori lo hanno dipinto, ma una misura di politica attiva di lavoro, con incentivi volti a dare un impiego, una formazione e un'occupazione ai suoi percettori. Il decreto dignità che aveva contrastato efficacemente il precariato, imponendo sostanzialmente alle imprese di assumere con contratti stabili. E cito, ancora una volta, il superbonus che ha trainato la nostra economia, spingendo il PIL al 6,6 nel 2021, come confermato anche pochi giorni fa dal rapporto Fitch. Una crescita che questo Governo potrà soltanto guardare dal basso, almeno fin quando deciderà di perseverare nella strada dell'austerity e della totale assenza di investimenti. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Pavanelli. Prima di proseguire i lavori, salutiamo i ragazzi dell'Istituto Gianni Rodari di Cerqueto Waldo Tadino, Perù, provincia di Perugia. Grazie di essere qui. È iscritto a parlare l'onorevole Gian Mauro dell'Olio. Prego onorevole. Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, governo, questo è l'ennesimo decreto legge che se per le misure volte a potenziare il sostegno economico alle famiglie e imprese in relazione al rincaro dei costi delle energie parrebbe, parrebbe esserci il motivo di urgenza, non è così per le misure in materia fiscale. E se manca il requisito dell'urgenza, mancano le motivazioni per ricorso allo strumento del decreto legge. Vorrei ricordarlo anche perché il colle l'ha già detto in precedenza. Ma anche per la parte che vogliamo considerare urgente di questo decreto legge, possiamo dire che è un decreto timido perché stiamo parlando di meno di 5 miliardi messi per il secondo trimestre 2023. Quindi praticamente non c'è due senza tre. Avete iniziato con la legge di bilancio, avete proseguito con l'austerity, avete proseguito con il DEF e continuate adesso con il decreto legge 34. Solo che qui riuscite a fare molto di più, perché a fronte di questo gettone... Infilate un'estensione di quello che è un vero e proprio scudo penale agli omessi versamenti più tutta un'altra serie di misure che, ehm, che la mia collega prima ha citato. Di queste, però, voglio citarne solo due per capire l'aspetto numerico: cioè, allo stop, con l'articolo 2, uno stop è l'aiuto in bolletta sostanzialmente. Cuba 280 milioni, cioè quello per cui avete prorogato gli sconti della componente UG2, UG2C e li riducete però del 65% solo a mese di aprile e questo costa 280 milioni. Però poi dall'altro canto dove avete siete andati a intervenire sul taglio del contributo agli extraprofitti energetici e questo vale 404 milioni, cioè voi intervenite nel difendere le aziende che hanno effettuato extraprofitti, e li coprite con 404 milioni, e però alle persone e alle aziende, quelle che hanno bisogno del supporto energetico, ne avete dati 280. Già qua si vede la differenza comportamentale che avete nei confronti di chi ha veramente bisogno, perché è, a intaccare gli extraprofitti è molto meno invasivo rispetto a non concedere il supporto a chi ha necessità in questa fase di rincaro energetico. Ma arriviamo alla norma regina di questo decreto legge, cioè l'articolo 23, questo vero e proprio scudo penale per gli omessi versamenti. Qua, in, in, per farla breve, sì, è un'estensione di una misura che era già prevista dall'articolo 13 del decreto legge 74 del 2000, cioè la possibilità della non punibilità che, per una serie di cause, però che deve essere effettuata prima che si apra il processo tributario. Ora, spieghiamelo meglio perché è giusto dare risonanza e spazio a questa vera e propria meraviglia di produzione legislativa, e lo faccio partendo da dall'audizione del professor Gatta, ordinario di diritto penale della statale di Milano, che in un'intervista dice che questa norma salva i vasori è un'istigazione a non pagare e ad aspettare i processi. Spieghiamo bene perché. Dunque, fino ad ora, cioè fino a prima dell'emanazione del decreto legge 34, l'articolo 13 del 74 2000 prevedeva delle cause di non punibilità per il pagamento del debito tributario riservato a tre casistiche che sono le stesse di questo decreto, cioè l'omesso versamento di ritenute certificate, l'omesso versamento di IVA e l'indebita compensazione. Ora, le soglie non erano proprio quelle di un piccolo evasore e continuano a non essere perché parliamo di 150.000 euro per ciascun periodo di imposta per l'omesso versamento di ditenute 250.000 euro per ciascun periodo di imposta per l'omesso versamento di IVA e su queste due la pena è, va da 6 mesi a 2 anni e poi l'indebita compensazione 50.000 euro annui in questo caso la pena va da un anno e mezzo a sei anni quindi parliamo di cose non propriamente eh, paragonabili, a un, paragonabili a un reato comune o vogliamo dire a un'infrazione amministrativa di un'automobilistica un ora quindi vorrei che fosse chiara una cosa, che qua parliamo di soggetti che hanno i soldi che non li hanno versati o hanno effettuato delle indebite compensazioni ed è questa la cosa grave, comunque, questa non punibilità precedentemente scattava nel caso in cui si versavano integralmente gli importi dovuti, lo si faceva entro un termine definito circoscritto e comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ora, con la nuova e magistrale formulazione dell'articolo 23, invece, la non punibilità scatta prima che venga pronunciata la sentenza di appello. Cioè si concede un tempo molto più lungo, anche nel caso in cui il contribuente abbia addirittura perso il primo grado della serie. Portiamo avanti nel tempo il problema e l'eventuale pagamento. Perché e poi qui c'è anche uno sconto, uno sconto mostruoso, perché se prima uno doveva pagare le sanzioni e gli interessi, adesso le sanzioni vengono ridotte a un diciottesimo. Quindi, perché mai far pagare subito chi deve pagare? Cioè questo forse vi siete posti come problema, perché se prima c'era un termine di tre mesi prorogabile dal giudice per massimo tre mesi, altri tre mesi, qui invece c'è una possibilità di rateazione fino a 20 rate trimestrali, 5 anni. Cioè il primo anno si consuma nel 2023, più altri 4 anni. E la cosa ancora più grave di tutto questo procedimento è che non c'è, un riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione del reato e nemmeno si fa riferimento alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, quello diciamo l'estinzione della norma cartabia. Ora, è vero che si prevede la sospensione del processo e quindi in teoria si dovrebbero anche sospendere i termini di prescrizione. Ma allora perché non essere chiari e scriverlo? Perché questo potrebbe dare adito a problemi di interpretazione. E siccome qua parliamo di pagamenti non di piccole somme, ma di somme importi molto elevati, ci sta tutta la necessità, voglia intenzione da parte di chi vuole pagare, avrebbe potuto pagare, non l'ha fatto, e ora questa finestra temporale per agire di poter posporre quanto più avanti nel tempo. E quindi l'altro punto, ma quando tovale questo scudo penale? Ma qui voi siete stati, signori del governo, estremamente magnanimi, perché con questo decreto è vero che c'è la possibilità di avvalersi per chi ha richiesto la pregua fiscale, quella della legge di bilancio, ma voi avete visto mai che magari qualcuno non ce l'ha fatto? Prorogate fino a fine settembre o addirittura a fine ottobre, e ricordiamo ancora che non parliamo di piccoli evasori, per cui. Voi, ricapitolando, l'imputato potrà decidere fino all'appello, anzi alla conclusione del giudizio di appello se pagare o meno e chiudere il tutto e questo ha un significato ben preciso permettere di effettuare calcoli strumentali a quegli evasori, potenziali e non. Quindi significa disincentivare il patteggiamento e eventuali altre forme di, eh, di, di definizione anticipate del provvedimento. Che lo faccio a fare? Che pago a fare adesso? Se posso, posso pagare a, quando praticamente sarà l'ultimo momento di possibilità? Anzi, anzi, qua c'è un altro problema perché si disincentiveranno di fatto. Le procedure di appelli, si incentivano tutte le procedure di appelli con tanta buona pace di quello che è previsto e richiesto dal PNRR, cioè la riduzione entro il 2026 del 25% dei tempi medi dei processi penali. Quindi, io devo dire un mio applauso, il mio applauso a questo governo e alla maggioranza che sta supportando questo governo, perché state premiando gli evasori, cioè siete in realtà di una coerenza disarmante perché fate esattamente il contrario di quello che avete proposto e pro, detto durante la campagna elettorale, cioè voi non state proteggendo le persone, i cittadini, le imprese, state facilitando l'evasione fiscale. E in ultimo, eh, un riferimento al, alla bollinatura. Nella bollinatura di questo articolo 23 ed è qua c'è la cosa mh, strana c'è scritto che le disposizioni dei commi da 1 a 4 potrebbero incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare pertanto potenziali effetti positivi sul gettivo, gettito che tuttavia prudenzialmente non vengono quantificati. Questo è un capolavoro che non so come siate riusciti a ottenere dalla ragioneria. Perché è vero, non, la norma in sé non ha oneri perché le norme e le sanzioni non vengono cifrate, cioè non vengono calcolate. Per cui, se saltano le sanzioni, non ci sono oneri per lo Stato ma leggere che potrebbero incentivare la definizione, quando invece proprio a causa di come è scritto questo testo potrebbe succedere che si porti avanti, in avanti il termine della definizione della controversia, fino addirittura ad arrivare a delle cause di prescrizione, beh, non, è, non è certamente un gettito positivo. Quindi possiamo dire che sia un, una norma, un'indicazione tirata per le orecchie alla Rageneria dello Stato. Come la mettiamo con i costi di un processo che poi a un certo punto salta per aria a seguito di pagamenti successivi? Cioè la magistratura incomincia a istruire un processo, si arriva al primo grado, si istituisce poi un appello, quindi ci sono tutta una serie di costi per lo Stato. Poi all'ultimo l'evasore decide di pagare per salvarsi perché si rende conto che non ce la fa. E quindi tutti questi costi che li sopporta, come si fa a dire che non ci sono oneri potenziali per lo Stato? Io ricordo sempre che nella scorsa legislatura, per molto molto meno, per degli invii di un migliaio di mail, la ragioneria ha detto che c'erano potenziali oneri per lo Stato e ha bocciato l'emendamento noi abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti la collega l'ha detto prima non, non vado oltre ne cito solo uno in aggiunta avevamo chiesto, c'è cioè la norma dell'articolo 3 che permette di eh, dare dei bonus ai clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociali quindi di dare questo bonus bene, noi avevamo proposto, siccome la norma per il sistema elettrico non è come quella del gas quindi è difficile poi andare a risalire sulla base delle situazioni climatiche abbiamo detto ma fate fare questo all'acquirente unica che è in grado di farlo avete bocciato persino una norma di facilitazione per una procedura che serve a questo stato probabilmente così vi aspettate che le persone non ce la faranno e quindi ancora una volta spenderete meno per mettere questi soldi da qualche altra parte detto questo noi, avete, avete, le norme che noi abbiamo proposto servivano a servivano a dare supporto all'iniziativa, servivano a dare supporto a quei cittadini che voi a parole dite di voler tutelare, ma nei fatti lasciate nei loro problemi, presi come siete dalla voglia di dare risposta a una fetta di paese che evidentemente non ha a cuore davvero il proprio paese, ma il portafoglio. E voi con loro, permettere uno scempio come questo che riguarda la punibilità, che non riguarda le piccole evasioni, ma degli importi così elevati, significa continuare a far pensare alla gente che l'evasione fiscale non debba essere concepita come un allarme effettivo per questo Paese. Perché voi nel DEF non avete messo praticamente nulla, a parte le parole, per cercare di recuperare quei 100 miliardi che ogni anno ci perdiamo. Anzi, oggi aggiungete la ciliegina di tutta torta che è una vera e propria estigazione dell'evasione. E concludo, Presidente, dicendo che io non so quando questo paese si sveglierà e capirà l'errore madornale che è stato fatto a settembre dello scorso anno e non mi, rifer mi riferisco a quelli che non sono andati a votare ma a tutti quelli che hanno votato questa maggioranza grazie grazie onorevole Dell'Olio è scritto a... onorevole Ascari chiedo scusa sull'ordine dei lavori sì presidente Posso... allora sì. per economia d'aula la prego questo se finiamo un attimo i lavori d'aula le do io la parola, se non se lei si va fida benissimo, dimetti. Presidente. <ride> Perché va così benissimo. risolviamo un attimo, siamo un attimo grazie. sotto pressione per chiudere i lavori d'aula. Do la parola all'On. Andrea Quartini, prego. Sì. Grazie, grazie Presidente. Ma mi permetta di esordire con una uh, semplice parola, imbarazzante. Questa parola mi risuona sulla, uh, nella testa da diverse settimane, direi da diversi mesi. Siamo giunti alla discussione di questo decreto bollette per l'ennesima volta. Come dire, facendo delle sperimentazioni, delle prove, direi, di riforma costituzionale. Di fatto si sta procedendo con una sorta di continua squalifica, continuo svilimento dei lavori parlamentari. Il Parlamento, che dovrebbe essere il centro di elaborazione di proposte di legge, che dovrebbe essere il centro, il tempio della democrazia, viene continuamente squalificato, non preso in considerazione, svalutato, svilito da continue richieste di fiducia. Questo è un dato di fatto. Questa sarà l'ennesima volta in cui viene richiesto la fiducia a quest'aula. Era di ieri la fiducia richiesta sul decreto ponte, nelle scorse settimane ne abbiamo viste decine ormai di queste fiduce, queste fiduce che implicano già il fatto che una delle due camere non serve assolutamente a niente, una sorta di monocameralismo imperfetto. Il problema è che non serve neanche la prima camera, perché i testi li blindate e non è possibile. Che ci sia un accoglimento degli emendamenti. È una cosa che ovviamente è assolutamente inaccettabile. Direi che è impreteribile, cioè sarebbe un reato gravissimo omettere la denuncia di, questo, di queste cose. Ma non solo, non solo, pensate che per questo decreto. Era stata posta la scadenza di de deposito degli emendamenti praticamente un mese fa, il 18 aprile. Avete avuto un eh, mese di tempo per poi trovarci nelle commissioni riunite per chiuderlo in fretta e furia. Commissioni riunite che hanno verificato di nuovo un imbarazzo sostanziale perché sono stati rifiutati emendamenti di buonsenso proposti dalla stessa maggioranza, dalle stesse forze di maggioranza, emendamenti eh, tipo assunzioni a costo zero per i precari di Haifa, che non erano stati proposti dalle opposizioni, erano stati proposti dalla maggioranza ed erano stati accolti inizialmente sia dalla relatrice o dal relatore sia dal governo e poi sono stati respinti e forse dico forse mi sembra di aver capito che è così sarà convocata d'urgenza di nuovo eh, saranno convocate d'urgenza di nuovo le commissioni riunite perché un emendamento che è stato approvato sembra non abbia la copertura finanziaria. Siamo alle solite perché si vocifera, lo verificheremo in commissione, che è l'emendamento che prevede la stabilizzazione dei ricercatori degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, che sono decenni che aspettano di essere stabilizzati. Decenni sono precari da decenni, già vengono pagati, mi dovete spiegare dov'è? Che non ci sono le coperture, le coperture ci sono già, sono già pagate. Per quale motivo allora nella stabilizzazione si va a fare un'operazione di questo tipo? È una cosa che non è accettabile. Continuiamo a vedere una maggioranza che se la prende sempre di più con i più deboli. E guardate, di ricerca ce n'è bisogno, bisogna dargli importanza ai ricercatori, perché sono il futuro di questo Paese. Non è accettabile una cosa del genere. È imbarazzantissimo dal mio punto di vista anche l'atteggiamento che è stato tenuto sul fenomeno del Payback. Il fenomeno del Payback. Avevamo proposto decine di ipotesi emendative. Tutte le ipotesi emendative erano in qualche modo viste con simpatia sia dalla relatrice, che ringrazio da questo punto di vista perché un pochino si era data da fare, sia dalle altre forze di maggioranza. No, niente, non è stato possibile modificarlo. Pensate che uno degli emendamenti che era stato proposto, che era assolutamente di buonsenso, che era l'emendamento che suggeriva di escludere dal payback. Le micro e piccole imprese, quindi facendo pagare eventualmente il payback alle grandi imprese e alle multinazionali, le quali hanno domicilio fiscale all'estero peraltro, non è stato preso in considerazione perché c'erano dei dubbi di eventuale costituzionalità. Non c'è stata la forza e il coraggio di andare avanti su una politica che facesse pagare ai grossi ai grossi complessi multi, eh, eh, multinazionali. Siamo alle solite, quando si tratta di toccare i poteri forti questa maggioranza non ce la fa, se la prende sempre con i più deboli. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti delle armi, avete detto no. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti delle case farmaceutiche che hanno speculato sulla pandemia, avete detto no. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti delle assicurazioni, avete detto no, anche le assicurazioni in pandemia con le auto che non si muovevano hanno fatto dei vantaggi economici enormi e avete detto no. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti delle banche che stanno strozzando i cittadini con mutui che sono cresciuti fino al 65%, anche su questo avete detto no. Ma da che parte state, dei cittadini o dei poteri forti, quelli che la Meloni diceva che erano intollerabili, che, che comandassero e condizionassero la politica? Questa è la vostra posizione. Passo velocemente, e ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto perché hanno eh, diciamo, valutato bene e stressato bene il concetto di scudo fiscale per omessi pagamenti. Guardate, è un regalo all'evasione, eh? è diseducativo, è una cosa che non è accettabile. Ma dico solo questo, proseguo invece dicendovi, noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che avanza dei crediti di 30 miliardi al minimo rispetto al suo fabbisogno. E che cosa è successo in questo decreto? In questo decreto di fronte a personale sanitario allo stremo delle forze, perché i pronto soccorso stanno scoppiando letteralmente, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari stanno lavorando senza sosta dalla pandemia ad oggi, sono in una difficoltà incredibile, c'è un debito di personale che è una cosa incredibile. C'è stata una promessa da parte del ministro Schillaci di chiudere alle esternalizzazioni e bloccare il fenomeno dei gettonisti. Ecco, abbiamo assistito per l'ennesima volta a un pezzo della maggioranza che fa una giravolta insopportabile. Avete amplificato la possibilità di far lavorare di più Proprio i gettonisti, non più solo nei pronto soccorsi ma anche nei reparti. È una cosa inaccettabile, l'opposto di quello che era stato promesso per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta, non solo a un personale stremato, pensate di poterlo sedurre, di poterlo manipolare, di poterlo corrompere, promettendogli di lavorare di più attraverso gli straordinari. Hanno bisogno di, ripora... di riposarsi i nostri colleghi dei pronto soccorso, hanno bisogno di lavorare meno, non di lavorare di più. Hanno bisogno di periodi di riposo, hanno bisogno di un'organizzazione del lavoro diverso, altro che aumentare gli... le ore aggiuntive e il... il contributo da pagare per le ore aggiuntive. E invece no, noi si assiste al fatto che si propone di fare orari aggiuntivi aumentando a 100 euro l'ora per i medici e a 50 euro l'ora per gli infermieri. Guardate che tra straordinari contratti a somministrazione, gettonisti, orari aggiuntivi che vengono tutti pagati sotto la voce di beni e servizi nei bilanci ASL, si potrebbe assumere tutto il personale che manca. Si potrebbe assumere tutto il personale che manca, non ci sarebbero costi aggiuntivi, non avete avuto il coraggio, neanche in questo momento, in questa fase che era possibile, di fare delle operazioni, delle operazioni, serie, eh? delle operazioni serie, delle operazioni che incidessero in maniera significativa sulla possibilità di onorare il debito che questo Stato ha nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale che va assolutamente tutelato. Non solo, in questo decreto avete voluto fare anche dei regali, dei regali che sono inaccettabili, perché si sta arrivando al limite dell'abuso della professione medica quando si va a sostenere che chi è laureato in odontoiatria possa fare microchirurgia plastica. È una cosa che non è accettabile, non è accettabile. Non si riesce a capire di chi è questa manina, perché questa è una manina. E noi abbiamo lamentele da tutti gli ordini professionali e abbiamo lamentele dalle società scientifiche che fanno riferimento alla medicina estetica. E avete fatto un'operazione anche in questo caso che non è assolutamente tollerabile. Allora noi, proprio in virtù di questo, ah, un'altra cosa che non, che non avete voluto, anche questa è una cosa gravissima. Noi chiedevamo che il reato di percorse, forse di percorse al personale sanitario fosse perseguibile d'ufficio, ci avete detto di no. Però avete voluto militarizzare pronto soccorsi. Ma vi rendete conto? Invece di favorire il lavoro, il lavoro lo rendete quasi sotto scorta. Ma ragazzi, la medicina sotto scorta non è più medicina. Bisogna fare un altro tipo di operazione. Bisogna lavorare sull'organizzazione del lavoro e dotare di personale adeguato le strutture. Se no non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Allora, io credo che per tutti questi motivi, che sono veramente tanti, noi non ce la faremo a, a non votare no a questo, a questo decreto. E non ce la faremo perché è assolutamente insopportabile la iattanza arrogante di questa maggioranza. Grazie onorevole Quartini. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore per la Commissione Finanze, l'onorevole Guerino Testa. Rinuncio Presidente. Grazie, Grazie onorevole. L'onorevole Patriarca ha terminato i minuti a sua disposizione, non la vedo in aula. Quindi... A facoltà di replicare il, uh, il governo, il sottosegretario onorevole Federico Freni, rinuncia. Poiché l'ordine del giorno prevede che il seguito dell'esame del provvedimento abbia luogo alle ore 12.30 prima di sospendere la seduta, come preannunciato, e la ringrazio per la sua pazienza, do la parola all'onorevole Ascari sull'ordine dei lavori. Prego onorevole. Sì, la, la ringrazio Presidente. Eh, il mio intervento sull'ordine dei lavori è per chiedere un'informativa urgente al Governo per quanto sta avvenendo nella mia regione, l'Emilia Romagna, che ancora... Una volta è messa in ginocchio a causa delle piogge incessanti. La situazione eh, nella mia terra è estremamente drammatica. Parliamo di 14 fiumi che sono esondati, 23 comuni coinvolti, purtroppo parliamo di 5 vittime accertate e ancora oggi persone disperse. Ponti chiusi, addirittura in provincia di Bologna è crollato il ponte della Motta, la viabilità è interrotta, le scuole sono chiuse e migliaia di persone sono state evacuate dalle proprie case che sono state travolte dal fango e dai detriti. È mia intenzione, Presidente, portare la voce dei miei concittadini qua eh, in quest'Aula e rappresentare tutta la mia, la nostra vicinanza a chi ovviamente sta vivendo questi momenti difficilissimi e ci tengo a ringraziare sentitamente i vigili del fuoco, la protezione civile, i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e tutta l'intera macchina di soccorsi e di volontari che stanno lavorando incessantemente per prestare aiuto e soccorso ai miei concittadini. Ci tengo a dire, Presidente, che tutto questo ci deve far riflettere, far capire una volta per tutte che il clima è cambiato e i cambiamenti climatici ci stanno mostrando quelle che sono le conseguenze disastrose, disastrose che sono davanti agli occhi di tutti noi, così come la grave siccità che ha innescato piogge abbondantissime concentrate in poco tempo che difficilmente riusciranno a tradursi in riserva d'acqua. Bisogna, Presidente, intervenire. Prima fare prevenzione, manutenzione, prima e non dopo che si verificano queste calamità. E soprattutto bisogna cominciare dallo stop immediato del consumo di suolo. La mia regione, l'Emilia Romagna, lo sa bene perché si è cementificato nel corso degli anni come se non ci fosse un domani e noi sappiamo bene che su un suolo cementificato la quantità di acqua che scorre violentemente aumenta di oltre 5 volte, così come è importante che si riduca l'impatto sui consumi d'acqua e sulle emissioni atmosferiche e questo dipende anche e soprattutto dal nostro comportamento, da come noi ci comportiamo, da cosa mangiamo, da cosa acquistiamo e soprattutto dal rispetto che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente che ci circonda e nei confronti del nostro pianeta che ci sta mandando dei segni e delle richieste evidenti di aiuto. Ci tengo e chiudo Presidente a dire che l'Emilia Romagna, la mia terra, è una terra che si rimbocca le maniche, che sa e ha conosciuto la resistenza e sono sicura che saprà rialzarsi ancora una volta da questi terribili fatti. Però ci tengo a dire Presidente che è fondamentale che questo governo dia un segnale forte che non sia di pura circostanza, meno opere faraoniche inutili, ma più prevenzione, più manutenzione delle strade, dei ponti, degli argini, stop al consumo di suolo, più risorse e soprattutto al vertice dell'agenda politica ci deve essere... Il rispetto e la tutela dell'ambiente e del pianeta è il tema dei cambiamenti climatici, perché le conseguenze sono irreparabili. Grazie. Grazie, onorevole Ascari. Quindi sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 12.30. La seduta è ripresa. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 1060.A. Rammento che prima della sospensione della seduta si è conclusa la discussione generale e i relatori e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. In particolare tale parere reca due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto inoltre che le commissioni hanno presentato gli emendamenti 4 bis.300 9.300, 10.300 e 23 bis.300 che sono in distribuzione. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il presidente della commissione affari sociali, onorevole Ugo Cappellacci. Prego, onorevole. Grazie presidente. Il comitato dei nove delle commissioni riunite a sesta e dodicesima testè riunitosi. Ha preso atto che la Commissione Bilancio, nel parere espresso sul testo del provvedimento licenziato dalle commissioni, ha formulato due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al fine di recepire le condizioni poste dalla Quinta Commissione, nonché di esaminare le ulteriori proposte emendative predisposte dalle commissioni riunite sulla base di intese intercorsi tra i gruppi, Soppressive rispettivamente degli articoli 4 bis e 23 bis, del comma 1 ter dell'articolo 9, dei commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 10, le Presidenze chiedono all'Assemblea un invio del decreto legge nelle commissioni sesta e dodicesima, limitatamente all'esame delle predette proposte proponiamo tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla predisposizione del testo AR e la sua pubblicazione un rinvio sino alle ore 14:30. Grazie onorevole Cappellacci. Teniamo in mente questo sulla proposta di rinvio del provvedimento delle commissioni nei termini precisati dal presidente della Commissione Affari Sociali Darò ora la parola ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento ad un deputato contro e ad uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico senza registrazioni dei nomi, decorre da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Prima di dare la parola ai parlamentari saluto. L'Istituto Comprensivo Berni di Lamporecchio Pistoia, grazie di essere qui. E saluto contestualmente anche l'Istituto Comprensivo Nazaret di Napoli, grazie di essere qui. chiede di parlare contro l'onorevole Fenu. Prego onorevole. Sì, grazie Presidente. Allora questa richiesta di rinvio alle commissioni certifica quello che è successo la settimana scorsa in Commissione. Cioè una totale confusione e improvvisazione, soprattutto mostrata soprattutto dal governo che... In un primo tempo ha accantonato emendamenti di buon senso anche della sua stessa maggioranza per poi rigettarli senza nessuna motivazione. Presidente, se si deve ritornare in commissione in qualche modo per ampliare il campo di quelle che sono, che sono gli elementi di discussione. Noi votiamo contro perché non lo si è fatto su emendamenti condivisi che riguardavano, ad esempio, l'articolo 23, di cui hanno parlato anche alcuni colleghi, con cui si alimenta il contenzioso tributario perché si legittimano le grandi imprese, anche se la maggioranza continua a parlare di partite IVA ma le partite IVA qua non c'entrano nulla, perché parliamo di omessi versamenti di almeno 250 mila euro in un anno. Quindi si legittimano i grandi evasori a dilazionare il pagamento, ad alimentare il contenzioso contro quello che è un obiettivo del PNRR di ridurre del 25 i tempi medi del contenzioso, perché c'è una a questo punto legittima convenienza economica. Allo stesso tempo, visto che si sta ampliando la discussione sul provvedimento, allora si riconsiderino anche alcuni emendamenti, come quello di cui ha parlato prima anche il collega Cappelletti, che permette agli odontoiatri di effettuare degli interventi di chirurgia estetica, che sappiamo che alimenterà un contenzioso da parte delle associazioni dei medici e stupisce come. Con leggerezza il Governo abbia dato parere favorevole a questo emendamento, mentre ha dato ad esempio parere contrario a un emendamento che non costava nulla e che consentiva di usare le risorse risparmiate sui farmaci innovativi per i farmaci innovativi condizionati, che sono quelli che ad esempio possono servire anche per curare le malattie rare. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Fenu. L'onorevole Elena Bonetti ha chiesto di intervenire senza l'articolo 45 del regolamento per parlare contro. Prego. Grazie Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi. Solo per sottolineare credo la gravità della decisione che stiamo per assumere, un rimando in Commissione di un provvedimento che è stato compresso nel dibattito delle commissioni competenti in una nottata. Di martedì, concluso all'una e mezza di notte, nella confusione più totale di una maggioranza che non è stata in grado di arrivare con eh, le relazioni tecniche adeguate agli emendamenti della stessa maggioranza che ha disatteso tutto quel lavoro importante che grazie alla relatrice, all'onorevole Patriarca e al Presidente che vorrei ringraziare della commissione dodicesima, l'onorevole capellacci avevamo fatto in commissione dodicesima e che è stato completamente annichilito. Dalla totale confusione, io credo che la responsabilità di un'Aula che eh, oggi si assume di nuovo il rimando in commissione di questo provvedimento con motivazioni che non sono state di fatto condivise, almeno con il nostro gruppo non sono state condivise, sia l'ulteriore segno di una incapacità e della non prontezza di questa maggioranza di questo governo di rispondere alle esigenze del paese. Ci si ne assuma la responsabilità e si comincia a fare davvero sul serio il compito per il quale siamo stati eletti e chiamati. Grazie. Grazie. Chi chiede di parlare a favore? Chi chiede di parlare a favore? Chi chiede di parlare a favore? Vinci, Vinci. Onorevole Vinci, prego. Grazie presidente. Non capisco in realtà questo astio da parte dell'opposizione sul fatto che ci sia un approfondimento in commissione, su un provvedimento così importante eh, che andrà a modificare e a toccare con mano la vita degli italiani e anche le tasche degli italiani. Quindi qualsiasi approfondimento, ed è stato un approfondimento anche studiato, richiesto eh, anche a seguito di un incontro di comitato dei nove, è qualcosa che a nostro avviso è sempre positivo. Dall'altra parte ci sentiamo sempre tacciati di non aprire il dibattito di una maggioranza chiusa. Bene, torniamo in Commissione, aumentiamo il dibattito e questa opposizione è soltanto capace di dire che chiudiamo e che siamo contro. Bene, non è così e vi lamentate sempre di tutto, ma andiamo avanti e faremo anche con queste eventuali modifiche e ulteriori miglioramenti a favore degli italiani. Grazie. Grazie onorevole Vinci. Pongo ora in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio nelle commissioni del provvedimento nei termini precisati dal Presidente della Commissione Affari Sociali. La, la votazione è aperta. Ah, non funziona, non ho capito. Allora, allora colleghi, se non funziona, revochiamo la, la, la votazione e verifichiamo tecnicamente. Abbiate pazienza, verifichiamo tecnicamente che cosa è successo. Quindi la votazione in questo momento è revocata. Facciamo la verifica. Ok, chiede l'impronta. Chiedo ai tecnici cortesemente di fare una urgente verifica. Grazie. Abbiate pazienza un attimino e verifichiamo. Allora. I tecnici mi informano che sembra risolta la questione, quindi riproponiamo. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio nelle commissioni del provvedimento nei termini precisati dal Presidente della Commissione Affari Sociali. La votazione è aperta. Guarda un po'. Guarda un po' lì, su. Marino sta prendendo la tessera ma Onorevole Marino, eh. Aspetta, ma c'è anche lì su. Onorevole De Palma. Non riesce. Votato. Oh, Perfetto, Marino. È l'ultima, no? Non c'è nessun'altra. Vedete un po' di qua, di là? Votato? Io sono impallato, non vedo. Ok. Votazione chiusa. La Camera approva per 62 voti di differenza. Sospendiamo dunque la seduta che riprenderà alle ore 14.30. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 69, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 1060 AR. Avverto che a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, le Commissioni hanno predisposto un nuovo testo che è pubblicato online sul sito internet della Camera. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere su tale testo che è in distribuzione. Resta inteso che, come da prassi, si intendono ripresentati gli emendamenti già presentati in Assemblea, ove ancora riferibili al nuovo testo approvato dalle Commissioni. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Prego signor ministro. Grazie presidente, onorevoli deputati, a nome del governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 1060. Conversione in legge del decreto legge 30 marzo 2023 numero 34, recanti misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, nel testo approvato dalle commissioni riunite a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Grazie Presidente. Grazie Signor Ministro. Secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 2 maggio scorso e sulla base delle intese successivamente intercorse tra i gruppi, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge numero 1060R del testo approvato dalle commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di domani giovedì 18 maggio a partire dalle ore 14:30, previa dichiarazioni di voto a partire dalle ore 13:00 sempre secondo le medesime intese, i lavori proseguiranno sino alla conclusione dell'esame del provvedimento che avrà comunque luogo nella giornata di giovedì 18 maggio. Conseguentemente, nella giornata di venerdì 19 maggio, l'assemblea non verrà tenuta. Ricordo altresì che, secondo quanto anticipato ai gruppi per le vie brevi, il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle ore 16 di oggi, giovedì 18 maggio. Oh, chiedo scusa, eh, mercoledì 17 maggio. Eh, estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. Aspetta. l'onorevole Amici. <ride> eh, è particolarmente fortunato. <ride> è stato altresì convenuto tra i gruppi che in pendenza del voto sulla questione di fiducia... Alla prima commissione si è consentito riunirsi per concludere l'esame in sede referente delle proposte di legge recante disposizioni per l'esercizio di voto in un comune diverso da quello di residenza in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3404, presentata dai deputati Piccolotti ed altri, che ha ad oggetto iniziative in ordine all'utilizzo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'aumento dell'offerta di residenze per studenti universitari, con la finalità di realizzare interventi strutturali e pubblici. La deputata Piccolotti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie presidente, eh, grazie ministra. Eh, come sa oggi parliamo di un tema importantissimo per centinaia di migliaia di famiglie. Eh, parliamo del Caraffitti che sta rendendo impossibile a tanti studenti e a tante studentesse eh, proseguire gli studi nelle più grandi città italiane. Eh, gli studenti giustamente hanno in forma di protesta piazzato delle tende fuori dall'università e lei ha risposto dicendo che avrebbe sbloccato i 660 milioni previsti dal PNRR. Eh, su questa misura, su questo tema. Ecco, noi la interroghiamo perché la modalità con cui intende investire questi 660 milioni è una modalità a vantaggio di soggetti privati che anche in convenzione o in partenariato con le università metteranno a disposizione nuovi posti letto il contributo è a fondo per tutto ed è sostanzialmente esentasse e copre i posti letto per soli tre anni quindi le chiediamo se non sarebbe stato meglio invece affidare queste risorse alle università pubbliche per realizzare degli studentati pubblici e dei posti letto che potrebbero rimanere anche dopo il 2026 Il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha facoltà di rispondere Grazie Presidente. Ringrazio l'onorevole Piccolotti e il suo gruppo per avermi chiamato a rispondere su un tema che, sì, è importantissimo, sarà il nostro pane quotidiano fino al 2026 e su cui eh, voglio sia tutto chiaro e su cui sono stata e sarò sempre a disposizione per fare chiarezza in Parlamento e fuori. Questo governo sa, come voi sapete, che garantire il diritto allo studio non è una parola, ma un percorso. Significa mettere in campo non una, ma più azioni contemporaneamente e lo stiamo facendo anche, ma non solo con i fondi del PNRR. Un piano che ha l'obiettivo ambizioso di creare 60.000 posti letto entro il 2026, a fronte dei circa 40.000 ad oggi disponibili. Questa è l'eredità di decenni, 40.000 posti letto noi, lo ripeto, da qui al 2026 ne dobbiamo creare altri 60.000. La riforma è partita e anche bene. Con un primo intervento di 300 milioni di euro, PNRR, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 già assegnati a studenti universitari, che significa un posto letto, un'anagrafe. Questo è molto importante per il controllo della Commissione sui target con decreto legge aiuti ter e due decreti attuativi successivi si è previsto l'ingresso anche, e qui vengo alla sua domanda, degli operatori privati. Su questo voglio essere particolarmente chiara, per consentire di soddisfare appieno la domanda attuale, 60.000 posti letto, nei tempi di realizzazione imposti dal PNRR 2026, la strada del partenariato pubblico e privato è, per quanto ci riguarda, imprescindibile. Il PNRR non impone alcuna restrizione sul tipo di operatore chiamato a realizzare gli interventi, perché un obiettivo strutturale e sfidante come quello previsto ha inevitabilmente bisogno di tutte le forze in campo. Lo Stato da solo non riuscirebbe a soddisfare la domanda. Ribadisco però con forza, non è in alcun modo intenzione di questo Ministero e di questo Governo compromettere l'intervento pubblico, puntando esclusivamente sul settore privato. No. L'intento è di valorizzare il contributo che anche gli investitori privati possono dare, con partenariati con il pubblico, dato il bisogno crescente di posti letto in tempi brevi e di un mercato che in molte aree del territorio, e questo è molto importante, deve essere creato dal nulla. Per dare avvio agli investimenti e selezionare gli interventi, il 12 maggio il MUR ha lanciato una manifestazione di pubblico interesse per stilare una mappa degli immobili idonei. Mentre domani avvieremo sempre al ministero un gruppo di coordinamento operativo con le Regioni, l'Associazione dei Comuni Italiani, il CNSU, cioè il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, eh, la CRUI, Conferenza dei Rettori Italiani e gli Enti per il diritto allo studio. Un'ultima cosa mi perdoni, Presidente: il PNRR è solo una parte del nostro Progetto per l'edilizia per gli studenti. Questo Governo, a un mese dall'insediamento, ha affrontato il tema degli alloggi, stanziando 467 milioni per il quinto bando della legge 338-2000 e 500 milioni per le borse di studio. Questi sono fatti, questi sono numeri, ma che dicono molto, e sulla nostra intenzione di risolvere i problemi e su cui ci permettiamo di chiamare tutti, ovviamente dalle rispettive posizioni politiche, al massimo possibile di collaborazione. Vi ringrazio. Ha facoltà di replicare la deputata Piccolotti. Grazie Ministra. Da parte nostra avrà collaborazione e avrà degli emendamenti che appunto vadano nella direzione di portare queste risorse del PNRR sugli investimenti delle università pubbliche. Ci sono molti progetti non finanziati, e quindi è possibile davvero mettere in campo una proposta che dia una risposta strutturale, perché gli studentati pubblici rimangono anche per il futuro, mentre l'investimento che Lei sta programmando sui privati finisce nel 2026, e io le chiedo, una volta che avrà messo 52.000 ragazzi in posti letto privati a pagamento dello Stato e con enormi agevolazioni fiscali, nel 2026 che cosa farà? Stanzierà nuovi, nuove risorse a favore dei privati oppure sarà costretta in qualche modo a eh, buttare fuori questi ragazzi dagli studentati? Ecco, si sta determinando una situazione con questo investimento che è assolutamente sbagliata. La riprendo anche su un altro punto, forse un laptop lei ha detto che si tratta di aprire un mercato da nuovo in molte regioni d'Italia. Ecco, il diritto allo studio, signora Ministra, non è un mercato. Non si tratta di aprire un mercato. Si tratta di costruire strumenti del welfare che siano rivolti agli studenti, quindi studentati pubblici, reddito studentesco, trasporti gratuiti. Servono più risorse, servono risorse dal bilancio ordinario e serve anche una riconversione di queste risorse del PNRR. Chiudo dicendole eh, francamente che questa misura è per quanto ci riguarda una misura che si configura come un favore ai privati che avranno dei finanziamenti a fondo perduto a fronte di, appunto, una situazione di agevolazioni fiscali davvero pesanti. È un'occasione persa e le chiediamo di ripensarci. Passiamo all'interrogazione numero 3405 presentata dai deputati Caso ed altri, che ha ad oggetto iniziative urgenti volte ad aumentare le risorse del fondo destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli, dagli studenti universitari fuori sede. Il deputato Caso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente, grazie Ministro. In realtà sono mesi che vi parliamo delle difficoltà del mondo dell'università, dagli assegni ricerca, borse di studio e alloggi per i fuorisede. Fino ad ora però per voi sembrava che andasse tutto bene, ovviamente non è così, altrimenti non ci sarebbero centinaia di tende fuori l'università di tutta Italia. Il problema è chiaro, l'affitto per un solo posto letto, non una stanza, in alcune città ha superato anche 600 euro al mese. Ricordiamo che come Movimento 5 Stelle si era finanziato un fondo ad hoc per la copertura delle spese di locazione sostenuta dagli studenti fuori sede con, un, con, con una cifra di 15 milioni di euro. Voi questo fondo l'avete tagliato e ci avete messo solo 4 milioni di euro. Pertanto le chiediamo, se non, siamo qui a chiederle se. Parallelamente a tutti i progetti del PNRR su cui ascoltiamo i campanelli d'allarme degli studenti sul rischio di speculazione privata, siamo qui a chiedere se questo governo intenda ora aumentare questo fondo che noi avevamo a 15 milioni di euro per venire incontro subito alle difficoltà degli studenti. Grazie. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha facoltà di rispondere. Grazie presidente, grazie all'onorevole Caso e al suo gruppo per consentirmi di confrontarmi anche su questo tema. Farò nuovamente una brevissima ricognizione delle iniziative finora prese, onorevole Caso, sono fatti, non sono va tutto bene, per poi entrare nello specifico del suo quesito. Gli stanziamenti e la riforma PNRR che ampliano la possibilità di creazione di residenze universitarie con il famoso traguardo di 60.000 posti letto aggiuntivi a fronte dei 40.000 disponibili oggi si muovono in parallelo e non in sostituzione delle politiche ordinarie adottate da questo Ministero e da questo Governo. Lo ribadisco, ad un mese dall'insediamento, in legge di bilancio abbiamo stanziato 467 milioni, onorevole Caso, fatti, numeri, per finanziare il quinto bando della legge 338-2000 e creare nuovi alloggi, cosa che abbiamo fatto. Non solo, con la legge di bilancio per il 2021 sono stati stanziati 15 milioni di euro. Per le spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università, che lei ricordava. Un intervento rifinanziato con la legge di bilancio 2023, con i 4 milioni di euro che lei ricordava, più 6 milioni di euro a decorrere dal 2024. L'incremento del fondo è certamente un obiettivo su cui siamo in linea con quanto lei ci chiede, ma non è il solo strumento che noi possiamo utilizzare per uscire dal disagio abitativo studentesco. E soprattutto per rispondere ai target del piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi crediamo che la direzione opportuna sia quella di aumentare i posti letto a disposizione di tutti gli studenti, garantire sia ai meno ambienti che ai fuorisede specifiche tutele, anche rivedendo la struttura degli immobili. Converrete che solo agendo sull'aumento dei servizi abitativi, fisiologicamente anche il prezzo degli affitti, i prezzi degli affitti diminuiranno. in questo senso mi riferivo al mercato il mercato che garantisce il welfare, perché se nessuno investe su questo purtroppo il pubblico non è sufficiente per garantire 60.000 posti letto da qui al 2026. Su questo punto ho avviato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà anche individuare il costo medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale, tenendo conto dei valori di riferimento. Ne fanno parte tecnici dell'Agenzia del Demanio, della Conferenza dei Rettori, degli enti per il diritto allo studio, di Cassa Depositi e Prestiti, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. È un'iniziativa che si inserisce nel più ampio quadro di tutela del diritto allo studio. Da parte del Ministero. In coerenza con questo principio, ribadisco che non abbiamo effettuato alcuna scelta tra operatori pubblici o privati. Il nostro obiettivo è raggiungere quanto previsto in modo efficiente, nei tempi stabiliti, dando una risposta realistica ai tanti studenti e alle tante famiglie che aspettano non demagogia, ma un intervento serio, adeguato, rapido e risolutivo. La volontà del Governo di mettere al centro il potenziamento dell'housing universitario è netta e forte. La sfida è ambiziosa, ma noi l'abbiamo già accettata a partire da quando siamo entrati al governo, anche in anticipo sui tempi. Sarà nostro impegno quotidiano vigilare, coordinare e mettere in campo tutte le misure necessarie per garantire ai nostri studenti e alle loro famiglie servizi adeguati. Mi appello a voi, onorevole Casu, al vostro gruppo parlamentare, perché su questo si possa lavorare nel rispetto dei reciproci ruoli, in un clima di collaborazione che è il primo necessario passo per fare dello studio. Un diritto veramente di tutti. Grazie. A facoltà di replicare il deputato Caso. Grazie ministro, ha ragione, valgono i fatti e i fatti sono che noi abbiamo finanziato quel fondo con 15 milioni di euro, voi con 4. Il resto sono faremo, metteremo, abbiamo detto questo, abbiamo detto quell'altro. Il problema è chiaramente oggi e ora e non c'è più tempo. Gli studenti sono allo sfinimento. e solo, diciamolo, solo dopo che è montata la protesta, dopo che sono spuntate le tende ne abbiamo iniziato a parlare seriamente. E lei qui oggi ci viene ovviamente a raccontare le misure che in gran parte sono del PNRR, così come il famoso emendamento dello sblocco dei 660 milioni era, era del PNRR. E ricordiamolo, emendamento che improvvisamente è stato ritirato e ancora una volta mostrate a tutti gli effetti la vostra incapacità. Al momento quindi i fatti sono chiari. sul 660 milioni, niente, nulla, zero. Le vostre promesse sono, lasciano il tempo che trovano al momento, gli studenti non sanno che farsene, quello che rimane sono le costanti retromarce e se lo lasci dire al momento avete perso ogni credibilità. Perché mentre i ragazzi montavano le tende, diversi suoi colleghi di maggioranza li sbeffeggiavano. Chiaramente dicevano che stavano facendo campeggio, che erano defessi se erano pronti a pagare 700 euro di fitto per una stanza. Ma voi, lei, le ascoltate, no? I suoi colleghi. Quegli studenti, sia chiaro, sono la voce di migliaia di studenti e studentesse che vedono a rischio il loro diritto allo studio. Sia chiaro. E proprio per questo ieri, come Movimento 5 Stelle, abbiamo... Presentato una mozione per venirvi incontro. Siete in paese difficoltà anche sul mondo dell'università. Se la legga, perché mentre noi lavoriamo, quello che fate voi è continuare ad attaccare le fasce deboli a mortificare gli studenti fuori sede. Avete tagliato questo fondo, è chiaro, da 15 milioni a 4 milioni, Concluda. è chiaro? E avete tagliato anche il fondo dei fitti in generale, il reddito di cittadinanza. Insomma, Continuate ogni giorno la vostra operazione per creare una società elitaria per pochi e come un carrammato, come un carrammato, andate su ogni cosa, anche sulla dignità dei nostri studenti. Arrivo a conclusione, Presidente, Concludere. ricordando una cosa che deve essere chiara il diritto, studio, il diritto allo studio non può sottostare a logiche di mercato. E faccio un appello al ministro porti avanti questo famoso tavolo di concertazione che diceva, che ha promesso agli studenti, ha promesso a tutte le forze politiche. Il diritto allo studio è il futuro del nostro Paese, questo deve essere chiaro. Passiamo all'interrogazione numero 3409 presentata dai deputati Calderone ed altri che ha ad oggetto iniziative di competenza volte alla salvaguardia del principio di riservatezza. A tutela del cittadino indagato, anche in relazione alle annunciate proposte di riforma in materia di processo penale. Il deputato Calderone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Signor Ministro, non è un problema, è il problema. La pubblicazione abusiva di atti di indagine ha determinato danni inestimabili per migliaia di cittadini italiani. È assolutamente obiettivo il fatto che, nonostante esista nel nostro ordinamento processuale penale una norma, e in particolare l'articolo 114, che vieta la pubblicazione, si badi anche a stralcio, di atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino all'udienza preliminare, nonostante questa norma vi è una disapplicazione interpretativa da parte di tutti. Non c'è un procedimento penale che sanzioni chi viola sistematicamente tutti i giorni in danno del cittadino italiano e in particolare violando addirittura un diritto di rango costituzionale, l'articolo 15 appunto, della nostra carta costituzionale e quindi desideriamo sapere da ella, signor ministro, quali iniziative vorrà intraprendere per far applicare e osservare una norma che è di, totalmente disapplicata da parte di tutti. Il della Carlo ha di grazie, grazie alla collega. Eh, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia da parte di questo Ministero abbiamo posto in rilievo la fondamentale necessità di rivedere completamente la disciplina della segretezza degli atti istruttori e in particolare delle intercettazioni. Il cronoprogramma del governo e di questo Ministero Prevede entro la fine di questo mese la redazione di una bozza da presentare al Consiglio dei Ministri e eh, successivamente eh, la sua discussione. Per quanto riguarda la violazione di queste norme, che ho dovuto constatare con rammarico durante i 40 anni di esercizio della Magistratura, la. Eh, la violazione stessa risiede in parte nella ambiguità delle norme stesse, sulla differenza tra la segretezza e la non pubblicazione e in parte dal fatto che non si è mai eh, individuato l'autore della diffusione illegittima di questi atti coperti da segreto. Per quanto ci riguarda, noi stiamo lavorando in due direzioni. Eh, proprio questa mattina abbiamo terminato una prima fase di studio che sarà completata domani mattina al Ministero. Proprio in questo ambito, comprenderà un pacchetto di norme che riguarderanno anche altri settori. Ma questo, secondo noi, è il fondamentale. La segretezza delle conversazioni, soprattutto, è l'interfaccia della eh, nostra libertà. L'articolo 15 della Costituzione dice che. E la eh, segretezza e la libertà sono indissolubili, come del resto lo dice la stessa Costituzione. Il voto è segreto proprio perché è libero ed è libero perché è segreto. Quindi eh, noi promettiamo solennemente che entro brevissimo tempo presenteremo un progetto in questa direzione. A facoltà di replicare il deputato Calderone. Grazie eh, signor Ministro per questa sua promessa solenne. Ricordo a me stesso, eh, per ragioni di completezza, che il secondo comma dell'articolo 114 fa riferimento non soltanto alle conversazioni ambientali e telefoniche, ma fa riferimento a tutti gli atti, perché è il successivo comma 2 bis che già va a disciplinare le intercettazioni. Avviene però ed è questo il malcostume a danno del cittadino italiano che vengono pubblicati atti di indagine, signor ministro, qualunque atto di indagine, sommare informazioni testimoniali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia in un momento processuale, dico meglio, procedimentale in cui questo non può e non deve avvenire per legge. La blanda contravvenzione che sanziona la violazione dell'articolo 114 è prevista nel nostro ordinamento positivo dall'articolo 684, è una contravvenzione Purtuttavia, signor Ministro, non ho mai avuto notizia di persone o imputati o indagati ex articolo 684. Così come vi è una disapplicazione e concludo, signor Presidente del successivo articolo 115. Non ho mai visto procedimenti disciplinari per avere violato l'articolo 114 così come stabilisce l'articolo 115. L'articolo 115 bis, mi sia consentito, uso un termine poco elegante, è un panno caldo perché è soltanto una norma di adattamento a una direttiva europea, in particolare la 343 del 2016. Signor Ministro, andiamo avanti in questo senso perché ce lo chiede il popolo italiano e il cittadino indagato deve essere tutelato fino a sentenza definitiva e deve essere tutelata la riservatezza e la dignità del cittadino italiano che per una ragione o per l'altra diviene indagato, ma che può, come tutti sappiamo, anche essere innocente. Passiamo all'interrogazione numero 3410 presentata dal deputato Magi che ha ad oggetto iniziative di competenza per l'operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle firme degli elettori per la presentazione di referendum e di progetti di legge di iniziativa popolare. Il deputato Magi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. La ringrazio presidente, ministro Nordio, in base alla legge italiana il governo avrebbe dovuto consentire ai cittadini italiani entro il 31 dicembre 2021 di sottoscrivere proposte di referendum o di leggi di iniziativa popolare attraverso una piattaforma governativa digitale. Il decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità di funzionamento di tale piattaforma è stato emanato nel settembre 2022. In una recente interpellanza urgente la sottosegretaria di Stato all'interno Vanda Ferro Rispondendo al sottoscritto, ha eh, indicato che c'è la necessità di apportare delle, eh, degli adeguamenti tecnologici richiesti dal ministero della Giustizia, che ha un ruolo nella gestione della piattaforma, ed ha indicato i tempi necessari per questi adeguamenti in circa quattro cinque mesi. Siamo a chiedere quali siano questi adeguamenti tecnologici e se non si ritenga eh, di dovere in tutti i modi ridurre questi tempi che altrimenti pregiudicherebbero la possibilità di avanzare con questa modalità proposte di referendum e legge di iniziativa popolare. Grazie. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente e grazie collega. Eh, siccome è correttamente riportato da lei eh, richiamo quanto a suo tempo è stato riferito dal sottosegretario all'interno Banda Ferro il 17 marzo del 23 in tema di realizzazione della piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori, eh, firme che sono necessarie per il referendum e le iniziative popolari. Allora, le novità in sintesi sono queste. Dopo il DPCM del 9 settembre 22, che è stato pubblicato il 26 novembre, il 5 maggio del 23, quindi pochi giorni fa, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il preposto Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della Giustizia, il nostro, hanno sottoscritto un accordo senza oneri per la definizione degli impegni e l'attuazione delle attività progettuali volte al completamento e alla successiva attivazione e al contestuale passaggio delle competenze relative alla gestione della piattaforma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della Giustizia attraverso un'apposita Convenzione. L'accordo, in particolare, prevede un piano per le attività di completamento, attivazione e il passaggio delle competenze relative alla gestione della piattaforma referendum attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro misto con rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Sogei Spa, che è attuale gestore della piattaforma, del Ministero della Giustizia, che è il futuro gestore della piattaforma, e della Corte di Cassazione, che è chiamata per legge alla verifica delle sottoscrizioni referendarie. Questo piano di lavoro avrà una durata non superiore a 12 mesi, e prevede che siano realizzate tutte le attività volte a implementare gli interventi necessari a garantire la conformità della piattaforma alle disposizioni normative vigenti e alle prescrizioni contenute nel parere reso dall'autorità garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento numero 106 del 24 marzo del 2022. Una volta che le parti avranno attestato congiuntamente l'integrale adempimento delle attività previste dall'accordo sottoscritto nel 5 maggio scorso, la piattaforma sarà trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al nostro Ministero, mediante sottoscrizione di apposita convenzione. E solo allora il Ministero della Giustizia sarà individuato quale gestore della piattaforma ai sensi del citato di PCM del 9 settembre 2022. A facoltà di replicare il deputato magi Io sono abbastanza sconcertato dalla risposta del Ministro perché qui non parliamo della realizzazione del ponte sullo stretto, Ministro. Un piano, accordo, piano, gruppo di lavoro misto, 12 mesi di lavoro, quindi sostanzialmente tre volte tanto quelli che alcune settimane fa la sottosegretaria all'interno ci aveva informato fossero necessari per realizzare una piccola infrastruttura digitale che consenta ai cittadini italiani di sottoscrivere, ident identificandosi attraverso SPID, proposte di referendum. Ricordo a tutti noi e al Paese che già con una modalità transitoria i cittadini italiani hanno potuto sottoscrivere dei referendum e le firme sono state depositate presso l'Ufficio Centrale. Per il referendum alla Cassazione e sono state accettate e ritenute valide con una modalità transitoria approntata in poche settimane dai comitati promotori in accordo con delle società private che ora il governo del nostro paese ci venga a dire che rispetto a un termine che è ispirato il 31 dicembre del 2021 e rispetto al lavoro che da quella data ad oggi è stato fatto da ben due diversi governi, siano necessari ancora 12 mesi, noi lo riteniamo inaccettabile. Sa perché, Ministro? Perché la legge italiana prevede che entro la fine di settembre di ogni anno vengano depositate le richieste di referendum. E quindi lei oggi ci sta dicendo che quest'anno non sarà possibile per i cittadini firmare come la legge prevede, dei referendum con modalità digitale per abrogare delle parti di leggi. Questo lei ci ha detto oggi e ci dice anche che probabilmente non sarà possibile per i cittadini firmare con modalità digitale come la legge prevede eventualmente per andare a referendum su un'eventuale proposta di revisione della Costituzione che questa maggioranza Concluda. e questo governo mi sembra che vogliano portare avanti. Per noi tutto ciò è un boicottaggio dell'esercizio dei diritti politici dei cittadini, perché questa piattaforma è stata introdotta nell'ordinamento proprio per rimuovere quegli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini che la modalità tradizionale di raccolta cartacea poneva. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3411 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per favorire un processo di riforma della giustizia che riduca la durata dei procedimenti e limiti il ricorso alla carcerazione preventiva a casi eccezionali. Il deputato Bicchielli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Grazie, signor presidente. Signor Ministro, l'amministrazione della giustizia in Italia sconta da decenni ritardi e tempi superiori alla media europea, sia nella durata dei procedimenti sia nello smaltimento dell'arretrato. Una raccomandazione della Commissione europea del 2022 ha ribadito la necessità di ricorrere alla carcerazione preventiva solo in casi eccezionali. Ha infatti scritto che gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza e a tal fine gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative. Il PNRR prevede l'introduzione di riforme della giustizia civile, penale, tributaria e dell'insolvenza, nonché investimenti per l'assunzione di personale dei tribunali e la digitalizzazione del sistema giudiziario. Secondo i dati del suo Ministero e del Ministero della Giustizia, nel corso dell'anno 2021 sono state messe quasi 33.000 misure di custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi e anche poco fa, rispondendo a un'altra interrogazione, lei ha detto un primo pacchetto di provvedimenti improntati al garantismo e pragmatismo è pronto per essere sottoposto al Consiglio dei Ministri e poi al dibattito parlamentare. Le chiediamo pertanto, signor Ministro, quali. Iniziativa intende assumere per favorire un processo di riforma della giustizia che riduca la durata dei procedimenti e contrasti il ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva. Grazie. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, eh, grazie collega. Eh, sono due eh, problemi differenti. Per quanto riguarda l'accelerazione dei processi, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, i ritardi della nostra giustizia costano all'economia italiana un 2% del PIL. Come stiamo rimediando? Stiamo cercando di rimediare attraverso un profondo sistema di eh, digitalizzazione e di eh, giustizia di prossimità telematica, che produrrà e ha già iniziato a produrre ampi benefici. Abbiamo già eh, riduzioni di arretrati consistenti e questo ci allinea con quelle che sono le richieste del PNRR, che sono appunto fondamentali per ottenere i relativi sussidi. Secondo problema che potrebbe, come dice la Cassazione, essere, essere esaminato congiuntamente con la prima interrogazione che, che è stata fatta oggi riguardo la carcerazione preventiva. Eh, qui ribadisco quanto ho detto poco fa. Entro la fine del mese eh, sarà presentato una serie di, un pacchetto, una serie di progetti che avranno oh, come contenuto non solo, come ho detto prima, la tutela della riservatezza delle comunicazioni, ma in questo caso anche la carcerazione preventiva. Essa deve essere la eccezione dell'eccezione, non solo perché ce lo richiede, come ha citato lei, la eh, normativa comunitaria, ma perché ce lo richiede l'etica, la razionalità e soprattutto la Costituzione quando afferma la presunzione di innocenza. Eh, concludo dicendo che vi è un progetto, una rimodulazione proprio procedurale. Sulla competenza anche alla emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare che fissa la custodia preventiva. Tutto questo sarà fatto, ripeto, entro brevissimo tempo. A facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci. Grazie presidente. Siamo soddisfatti per le parole del ministro che con chiarezza, la consueta chiarezza e con determinazione ha indicato qual è la strada su argomenti per noi molto importanti. Certamente per l'abbreviazione dei processi il tema della digitalizzazione è molto importante, siamo sempre stati preoccupati del tentativo di andare verso la strada e di far ammettere colpe che qualche imputato magari non si sentiva di aver commesso. E questa è stata una strada che nel passato è stata seguita per accorciare i processi. E certamente a fianco alla carcerazione preventiva abbiamo molto apprezzato la questione della riservatezza delle comunicazioni. Certe volte informare un imputato che è indagato diventa condanna, soprattutto se a questo si affianca la stampa, le televisioni e la gogna mediatica che diventa una pubblica condanna prima ancora che ci sia un giusto processo in tempistiche adeguate. Quindi siamo fiduciosi su questo tema, crediamo che sia arrivato il momento di intervenire, perché qua c'è in gioco la credibilità di un paese ma anche la, la sua competitività, perché abbiamo purtroppo player internazionali che non individuano più l'Italia come un Paese interessante per gli investimenti, anche perché uno dei problemi della burocrazia è proprio legato al tema della giustizia e quindi ha una difficoltà di esercitare in questo Paese. Ci affidiamo a lei, le diamo fiducia, saremo al suo fianco, faremo la nostra parte. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3412 presentata dai deputati Foti ed altri che ha ad oggetto intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria. La deputata Dondi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermataria. Grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio indicati nel documento di economia e finanza è presente quello relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dunque lo dobbiamo intendere come riforma alla geografia giudiziaria del 2012 che aveva visto la soppressione di 30 221 sedi di tribunale e 220 sezioni eh, distaccate di tribunale in un'ottica di presunta realizzazione delle risorse. Il risultato primario di quell'intervento legislativo eh, possiamo dire che non c'è stato, anzi interi eh, territori hanno visto perdere eh, i loro riferimenti eh, di eh, legalità e soprattutto di, eff eh, di efficienza. Eh, tanto è vero che eh, l'accorpamento dei tribunali minori con quelli dei capoluoghi di provincia ha determinato un sovraccarico di lavoro per questi ultimi, sia dal punto di vista del personale amministrativo che per quello della magistratura, che ha a sua volta generato anche notevoli ritardi nella definizione dei procedimenti. La riforma del 2012 non ha assolutamente Concluda. tenuto conto delle specificità territoriali di, di quei territori, sia dal lato di criminalità che economico. Conseguentemente, chiediamo, Ministro, quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla riforma della geografia giudiziaria. Grazie. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha facoltà di rispondere. Eh, grazie Presidente, grazie al collega. In effetti questa uh, problematica è già stata affrontata qualche settimana fa in questa stessa sede. Eh, noi possiamo ribadire che mh, questo uh, obiettivo della uh, legge delega del 2011, che era quello nell'ottica di uno spending review di uh, allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi, non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione della, delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo, di questo Dipartimento, di questo Governo e in particolare del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di fare la fine della, degli esiti negativi della sanità che abbiamo visto durante il Covid, quando per accentrare la specializzazione in alcuni settori abbiamo visto la sanità di prossimità vicina al cittadino venire meno con gli effetti funesti. Vi rendete conto però, tutti ci rendiamo conto che qui confliggono interessi molto diversi. Ogni volta che si toccano le circoscrizioni giudiziarie emergono contrasti dalle une e dalle altre parti che noi cerchiamo di risolvere. In questa direzione il governo ha già prorogato la data del 1 gennaio del 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo, l'articolo 8 della comma 8 ter del decreto del 2022 numero 198 e ha appunto all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle competenze territoriali. La priorità del nostro intervento è quindi l'imposto, l'inserimento di un disegno di legge già collegato alla legge di bilancio del 23 e quindi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei Ministri. D'altra parte l'importanza di questo tema per il Governo emerge anche con evidenza dalle risposte fornite alla risoluzione 00098 presentata il 2 maggio dei deputati Ciro Maschio e altri, concernente la richiesta di istituzione di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona. Anche questo è all'attenzione del Governo. Quindi eh, vi chiediamo soltanto di rendervi conto della particolare complessità dei conflitti di interessi che esistono quando si toccano queste materie sensibili, ma vi rassicuriamo che il Governo pone la massima attenzione alle difficoltà che sono emerse dopo la legge del 2012. A facoltà di replicare il deputato Maschio. Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Siamo eh, soddisfatti della risposta del Ministro Nordio, anche perché è un dato di fatto oggettivo che le razionalizzazioni degli anni passati e la soppressione di diversi tribunali non ha raggiunto gli esiti di efficienza eh, sperati ed anzi spesso ha privato i cittadini di un più facile accesso alla giustizia, soprattutto in territori più eh, disagiati. Quindi l'attenzione dimostrata dal governo sulla revisione della geografia giudiziaria e il ritorno a una valorizzazione della giustizia di prossimità rappresentano sicuramente un segno di svolta. Il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo, le risposte sulle riaperture possibili di alcuni tribunali in Calabria... La, eh, il parere favorevole alla risoluzione approvata oggi in commissione di giustizia sulla possibile istituzione di una sezione distaccata della Corte d'appello di Verona sono dei primi segnali di un piano ovviamente molto più ampio su tutto il territorio che siamo certi Lei, per la sua competenza e autorevolezza, saprà condurre con efficacia. Quindi su questo può contare sul pieno sostegno del Parlamento. Passiamo all'interrogazione numero 3406, presentata dai deputati Cattoi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a dotare il personale del Corpo Forestale delle Province Autonome di Trento e Bolzano di strumenti di autodifesa in relazione al rischio di possibili aggressioni da parte di plantigradi. La deputata Cattoi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Sì, grazie presidente. Ministro, con questa interrogazione eh, vogliamo non sottrarci alla nostra responsabilità in quanto legislatori e cercare di essere propositivi nel cercare di indirizzare il Governo su delle azioni a breve termine, per cercare di salvaguardare e tutelare soprattutto gli operatori del Bosco. In questo caso, con questo tipo di interrogazione, andiamo a chiedere nello specifico come accade già in diversi paesi del mondo dove lo spray anti-orso viene già utilizzato come strumento di difesa da parte degli operatori e da parte dei, dei Cittadini, noi chiediamo nello specifico con questa interrogazione che anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano possano essere dotati il corpo, di, eh, il corpo forestale dello spray anti-orso in modo che ci sia uno strumento che permetta comunque l'autodifesa da parte degli operatori e custodi forestali. Grazie. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie presidente, Colleghi deputati. Rispondo. All'interrogazione presentata sulla base degli elementi che mi ha fornito il Ministro dell'Interno, che si scusa a mio tramite per non poter essere oggi qui presente perché è impegnato a fronteggiare la grave emergenza meteorologica che ha colpito l'Emilia Romagna. Eh, riguardo all'interrogazione, gli spray anti-orso, come ricordato, sono utilizzati in diversi paesi del mondo in aree con presenza di orsi per prevenire i rischi di attacco ed escludere l'uso di armi da fuoco. Ed invero l'uso di armi da fuoco appare da un lato eccessivo perché mette a repentaglio la vita degli animali protetti e dall'altro pericoloso potendo in caso di ferimento degli stessi stimolarle una maggiore aggressività. Evidenzio anche che lo spray anti orso, come già rilevato nell'interrogazione, è un prodotto con caratteristiche tecniche specifiche, a base di capsaicina impiegato come strumento di autodifesa nei confronti dell'orso ed indicato anche dalla Commissione europea nel rapporto tecnico del 2015 in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni specifiche per la gestione dei plantigradi. Va anche ricordato che simili strumenti per le loro caratteristiche tecnico-chimiche sono da qualificarsi come armi, in quanto in grado di provocare danni alla persona e come tali costituiscono materia coperta da riserve di legge statale, sensi articolo 117 come 2 lettera D della Costituzione. Alla luce di queste considerazioni appare prudente che a tali strumenti siano assegnati a personale specializzato e appositamente addestrato, fermarestando la necessità di osservare comportamenti appropriati nelle diverse situazioni di contatto con animali selvatici di grossa taglia. Su queste basi il Ministero dell'Interno è favorevole a un'iniziativa normativa, peraltro già definita, che attribuisca la facoltà di uso di tali strumenti ai corpi forestali degli enti territoriali interessati al fenomeno in questione. È auspicabile pertanto che un intervento in questa direzione possa essere sottoposto all'esame del Parlamento nel primo veicolo normativo utile ad dotare in tempi brevi il personale in questione di tale dispositivo. A facoltà di replicare la deputata Cattoi. Sì, ringrazio Ministro per la risposta. Noi abbiamo già provveduto ad inserire un emendamento ad hoc che proprio va in tal senso e cerca di preservare la sicurezza soprattutto degli operatori. L'auspicio ovviamente è quello di avere uno strumento legato alla difesa delle persone che possa essere in modo regolamentato e normato esteso e non solo limitato ai custodi forestali. Prendo atto comunque in modo favorevole del, del, del consenso da parte del Ministro di intervenire in tal senso auspicando anche che su altri provvedimenti legislativi che sono già iniziati nel loro iter, come la proposta di legge a mia prima firma e firma anche degli altri colleghi del gruppo Lega, oggi incardinata in commissione agricoltura, un altro testo, un altro provvedimento che vuole dare una soluzione a una richiesta d'aiuto che arriva in primis dai cittadini trentini, che sono a rischio veramente nel loro quotidiano e che anche nell'ultima settimana hanno manifestato a mezzo dei quotidiani locali tutta la loro preoccupazione e la loro richiesta di attenzione politica nei confronti di un serio problema come quello legato alla gestione dei grandi carnivori. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3407 presentata dai deputati Ruffino ed altri che ha ad oggetto iniziative in materia di gestione e riutilizzo degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento allo stanziamento di adeguate risorse per la riqualificazione di tali beni. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Ringrazio signor Presidente, signor eh, Ministro. Ecco, sappiamo quanto il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata eh, non possa dirsi completo ed efficace se non proprio coronato da una concreta attività di restituzione dei beni al riuso sociale degli stessi. Siamo quindi a chiedere come intenda superare le criticità esistenti, in particolare per gli immobili donati ai comuni, comuni che sono sprovvisti di risorse per procedere ovviamente alla riqualificazione, alla rigenerazione. Tutto questo a favore dei cittadini. Sono tanti, troppi, gli immobili donati e ovviamente in stato di abbandono. Il messaggio che arriva alla criminalità organizzata, combattuta dallo Stato e dai suoi uomini, è di parziale vittoria. La restituzione e termino alle comunità non può essere parziale. Sono quindi a chiedere al Governo come intenda superare tali criticità, sicuramente stanziando risorse a favore dei comuni. Grazie. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Siriani, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente e, co e colleghi. Uno degli obiettivi prioritari dell'azione del governo è il contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale. In tale direzione è di fondamentale rilievo strategico il sequestro e la confisca dei beni acquisiti illegalmente dalla criminalità organizzata. Sappiamo tutti infatti come un bene confiscato per il suo valore simbolico possa diventare un presidio di legalità sul territorio e concorrere al suo sviluppo, favorendo il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Questa consapevolezza, ormai patrimonio comune, ha portato negli ultimi tre anni l'Agenzia nazionale per i beni confiscati a incrementare la propria operatività. Basti pensare che nell'anno 2022 rispetto al 2020 si è avuto un aumento delle destinazioni dei beni immobili del 147 con un sensibile miglioramento anche nella gestione delle aziende confiscate che impiegano diverse migliaia di persone. Aggiungo anche che nell'ambito delle procedure di assegnazione diretta agli enti del terzo settore è imminente la consegna di 260 beni immobili oggetto del primo bando, relativi a 68 proposte presentate da 58 aggiudicatari. Per migliorare ulteriormente questi risultati è essenziale il programma di potenziamento dell'organico dell'Agenzia, che porterà auspicabilmente entro l'anno al completamento della sua dotazione di personale oggi pari a 200 unità, con l'obiettivo, in prospettiva, di ampliarla di ulteriori 100 unità. Venendo ora alle criticità dei Comuni nella gestione dei beni confiscati, l'Agenzia, sul proprio portale, ha creato un'apposita sezione di supporto per gli enti locali, funzionale al miglioramento delle capacità di progettazione e valorizzazione dei beni trasferiti. Per le stesse finalità un essenziale strumento di ausilio per gli enti locali è rappresentato dai nuclei di supporto costituiti presso le prefetture che in sede di conferenze di servizi veicolano e condividono informazioni sui beni e sulle possibilità di accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei disponibili. Un altro possibile canale di finanziamento destinato in modo particolare alle iniziative degli enti del terzo settore e offerto dal sistema delle fondazioni bancarie che mettono in campo importanti risorse. Con riguardo alla rigenerazione urbana, oltre alle specifiche risorse PNRR citate dagli interroganti e rivolte ai comuni su tutto il territorio nazionale e le cui progettualità sono in corso di esecuzione, risorse addizionali potranno essere utilizzate agli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti nell'ambito degli investimenti per progetti di rigenerazione urbana per i quali il Presso il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo di 115 milioni per l'anno 2025. E 120 milioni per l'anno 2026. A facoltà di replicare la deputata Ruffino. Grazie, signor Ministro. Lei sa bene quanto oggi siano vitali gli spazi per le nostre comunità e, come pure credo sia al corrente proprio di quanto ho detto prima, ossia dell'esiguità delle risorse che che gli enti locali possono destinare per gli interventi di riqualificazione, bene eh, i portali, tutto quanto lei ha citato prima. Eh, sinceramente mi pare che l'inadeguatezza delle eh, risorse permanga. Sappiamo quali sono le emergenze sui nostri territori, ad esempio gli alloggi per gli studenti, gli spazi per i giovani, i centri di incontro giovanili ed è sempre più pressante l'emergenza abitativa. Eh, signor ministro, se io penso agli spazi e alle aree più complesse, mi riferisco a quelle eh, marginali, devastate proprio per eh, la presenza della criminalità organizzata, proprio perché piccole e lì ovviamente è più facile creare il disagio, aree che conosco bene proprio per la mia presenza sul territorio e anche per il eh, contatto con eh, i sindaci. Bene, riporto questo. Eh, disagio, la volontà dei sindaci di riuscire a fare eh, degli interventi, l'impossibilità dall'altro lato eh, ad arrivare a questo grande eh, obiettivo. La prego di tenere in conto questa eh, situazione. Io penso e noi pensiamo eh, che sia importante rispondere ai bisogni primari della collettività. Ma che dall'altro lato eh, sia fondamentale riuscire a dare la risposta definitiva proprio alla criminalità organizzata e dalla mafia. Siamo all'ultimo miglio, riusciamo a donare dei beni alla collettività, ma i beni purtroppo sono in stato di abbandono. Allora per lo Stato, per gli uomini che combattono la mafia, per i nostri cittadini e i nostri giovani, questa risposta sarebbe insufficiente. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 3408 presentata dai deputati Baccali ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte al superamento della questione dei ritardi nelle pratiche di rinnovo dei passaporti, in particolare tramite il potenziamento del personale impiegato e l'implementazione tecnologica. La deputata Forattini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è co-firmataria. Grazie Presidente. Torniamo appunto a riproporle il tema dell'emissione dei passaporti, che è un tema trasversale a molte città d'Italia, ma che coinvolge anche gli italiani all'estero che hanno lo stesso problema in quanto non riescono appunto a rinnovare il passaporto presso le rappresentanze eh, consolari. Nonostante eh, il Ministro in questa sede, interrogato più volte, abbia già avuto modo di richiamare appunto le migliori pratiche messe in campo per risolvere eh, questo problema da alcune questure, ma anche la rivisitazione dell'applicazione Agenda Online attraverso la quale appunto si prende appuntamento per il rilascio dei passaporti, ebbene, la situazione non è assolutamente migliorata, anzi la situazione rischia di peggiorare nei prossimi mesi, con le vacanze studio di molte ragazze e ragazzi che vorranno andare in Inghilterra, ma anche con i ricongiungimenti familiari. Una situazione con risvolti economici pesantissimi si parla di 180 milioni di mancate prenotazioni nelle agenzie di viaggio, ma anche, appunto, problemi legati al personale che eh, deve recarsi per lavoro in paesi stranieri. Ecco quindi le chiediamo ancora una volta quali iniziative urgenti intende mettere in campo per dare una risposta concreta. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente, colleghi. Rispondo all'interrogazione che consente di offrire un quadro aggiornato delle iniziative messe in campo per ridurre i tempi di rilascio dei passaporti. Nel confermare le considerazioni svolte in questa Assemblea, lo scorso 25 gennaio, circa le criticità segnalate, è ragionevole ritenere che il trend delle domande di rilascio di passaporti continuerà a crescere in vista dell'approssimarsi approssim delle vacanze estive. Per quanto riguarda i lamentati tempi di attesa, che andrebbero da due a sei mesi, il riferimento è verosimilmente ai tempi entro i quali è possibile prenotare un appuntamento per la presentazione dell'istanza tramite il portale Agenda Online. Tale strumento consente alle questure di contingentare il numero di accessi agli uffici e ai cittadini di prenotare la giornata e l'orario di presentazione dell'istanza qualora non ricorrono motivi di urgenza. In riscontro invece alle richieste urgenti, le questure hanno previsto modalità alternative alla prenotazione online rintracciabile sui relativi siti web per accelerare il rilascio del passaporto in situazioni legate a malattie, lavoro, studio e turismo. La predisposizione di misure dedicate ai pratici urgenti e all'inserimento del turismo tra le ipotesi da trattare con priorità consentono di rilasciare il passaporto in tempi utili rispetto alle prenotazioni e alle motivazioni a sostegno dell'urgenza stessa. Quali iniziative a più lungo termine destinate a decongestionare lo flusso del pubblico, eh, tra l'una e quest'ultima hanno avviato delle buone prassi denominate sportello itinerante, attraverso il quale alcuni comuni eh, hanno messo a disposizione i propri locali per la ricezione delle istanze e cura di personale della Polizia di Stato e la riconsegna del documento da parte del medesimo personale. Altre questure, sempre nell'intento di de delocalizzare l'attività, hanno stipulato accordi con enti pubblici, ad esempio le università. Lo sforzo organizzativo messo in campo delle questure con il supporto delle strutture ministeriali ha consentito anche attraverso l'impiego di personale di altri servizi un significativo aumento dei passaporti emessi. Si è infatti passati dai circa 1.816.000 passaporti dell'intero 2022 a oltre 1.053.000 emessi nel solo primo quadrimestre dell'anno in corso. Tali risultati hanno riguardato anche le questure di Milano, Genova, Bergo e Napoli citate dagli interroganti. Aggiungo infine che sotto il profilo tecnologico è proseguita la reingegnerizzazione del porto Tale agenda online, che consiste nell'aggiornare il sistema per renderlo più efficiente, sicuro e maggiormente fruibile anche tramite dispositivi mobili, funzioni la cui messa in esercizio è prossima. A facoltà di replicare la deputata Forattini. Grazie presidente, ma ascoltando le parole del ministro sembra di essere tornati alla precedente interrogazione nel senso che non sono state date assolutamente risposte a questo problema e teniamo in considerazione che il passaporto è l'unico documento di riconoscimento che vale davvero e che tutti i cittadini dovrebbero ottenere quantomeno in tempi certi. Io capisco gli sforzi messi in campo dal Governo, ma avremmo preferito dire, o meglio sentire, che eh, eh, avreste messo mano al portafoglio quantomeno per rimpolpare del personale mancante le questure. Perché le questure oggi stanno veramente facendo i salti mortali per dare risposte. Ma è ovvio che non riescono a far fronte a tutte queste richieste, pur avendo dato comunque una priorità d'urgenza alle richieste. Quindi io eh, capisco anche il coinvolgimento dei comuni, ma le chiedo anche di provare a prendere un appuntamento online attraverso i comuni che si sono resi disponibili a farlo appunto al posto dei cittadini stessi. Le garantisco che non ce la si può fare. Quindi io le chiedo veramente di mettere mano al portafoglio, di mettere personale a, eh, a servizio delle questure per rispondere a questa esigenza ma soprattutto anche valutare perché mi sembra come dire il minimo anche di eh, così eh, considerare una convenzione con l'Inghilterra per evitare quantomeno che i ragazzi e le ragazze che studiano in Inghilterra debbano utilizzare il passaporto perché le garantisco che se lei dovesse fare un'analisi di tutte le richieste che oggi vengono eh, chieste o evase dalle nostre questure quelle per il paese Inghilterra che è uscito dall'Unione Europea Europea è la maggior parte. Quindi valutate anche una convenzione con l'Inghilterra per evitare quantomeno di fare questo passaporto. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Interventi di fine seduta ha chiesto di intervenire l'onorevole Buonguerrieri, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sono passati pochi giorni dal mio intervento proprio qui in Aula sull'alluvione della Regione Emilia-Romagna e sono passati appena cinque giorni da quando, dopo il Ministro Lolo Brigida che ha fatto visita ai nostri territori alluvionati, dimostrando vicinanza così ai cittadini e a tutte le imprese coinvolte, abbiamo accolto il ministro Musumeci, unitamente al viceministro Bignami, prima a Bologna, poi a Predappio, poi a Faenza, nelle province quindi in quel momento più colpite, alla presenza dei sindaci dei comuni alluvionati, delle autorità, delle forze dell'ordine, al fine di prendere contezza sul campo direttamente di tutte le criticità e al fine quindi di poter intervenire in maniera ancor più celere ed efficace per dare aiuto alle popolazioni gravemente colpite. Pensavamo di aver visto e subito già abbastanza e invece, come è noto credo a tutti, nelle ultime ore la situazione in cui versa in particolare la nostra Romagna e mi sia consentito di citare in particolare la provincia dalla quale io stessa provengo, Forlì-Cesena, non ha precedenti. Le zone montane sono state colpite da numerosissime frane, le coste e gli stabilimenti balneari sono state colpiti da imponenti mareggiate e le zone di pianura risultano purtroppo gravemente danneggiate per via delle esondazioni di tutti ribadisco tutti i fiumi presenti sul territorio una situazione come detto che non ha precedenti e il cui evolversi in maniera tragica mi sollecita ad intervenire nuovamente in quest'aula anzitutto per manifestare la mia vicinanza a tutti i miei concittadini, a tutti i romagnoli e per ringraziare i sindaci, le autorità, le forze dell'ordine i vigili del fuoco, la protezione civile e tutti i volontari che sono al lavoro in questo tempo per affrontare queste emergenze. Il mio pensiero va soprattutto e in particolare a chi da questa alluvione ha perso la vita, ai dispersi, a tutte le famiglie e le imprese coinvolte, ai tanti sfollati, a chi ha perso casa o ha perso l'azienda o non riesce più a raggiungerla perché purtroppo è stata la strada unico accesso completamente inghiottita dalle frane. Di tutte queste persone, di tutti i sindaci con i quali io sono in continuo contatto, che ci segnalano importanti aiuti operativi, ma che ci segnalano anche di avere continua necessità di soccorsi, di uomini, di mezzi, di cibo, bevande, brandine, vestiti e coperti, intendo farmi in questa sede portavoce affinché il Governo assicuri tutto il supporto necessario alle istituzioni agli enti e ai cittadini. E sono certa che così sarà considerata i provvedimenti già assunti, l'attenzione e eh, la concretezza già dimostrata, le dichiarazioni del nostro Presidente Giorgia Meloni e l'esito del vertice che si è appena concluso. Concludo Presidente volendo mandare ai miei concittadini romagnoli anche un messaggio di coraggio e speranza. Non sarà facile, ma insieme sapremo rialzarci anche questa volta. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Malavasi sullo stesso argomento. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. La ringrazio anche per questa opportunità. Mi volevo unire alla riflessione che ha fatto la collega. Perché effettivamente la mia regione, l'Emilia Romagna, ha trascorso una giornata difficile ieri, una notte drammatica, e oggi la giornata continua ad essere tremenda come quella di ieri. Sono 14 i comuni che sono esondati in più punti con conseguenze pesantissime, molte decine i comuni colpiti, moltissime le strade che si sono interrotte e eh, grazie devo dire, al confronto e al supporto stiamo continuando a fornire supporto alle popolazioni grazie anche alla piena collaborazione della Fondazione della protezione civile e eh, siamo come regione, ho sentito il Presidente Bonaccini in stretto contatto con il governo che ringraziamo per continuare a mobilitare eh, più persone possibili tutti i mezzi necessari per far fronte a questa emergenza e quindi è evidente che la nostra attenzione va eh, alle famiglie, il nostro pensiero va alle famiglie, giustamente la collega ricordava anche le persone che sono eh, purtroppo decedute, sono tanti anche dispersi perché dobbiamo continuare a. Eh, dare tutti gli strumenti necessari per supportare le nostre, le nostre comunità. Tra l'altro questa eh, nuova ondata di maltempo si aggiunge a quella che abbiamo già avuto dall'1 al 4 maggio, sempre negli stessi territori, quindi con una continuità sicuramente molto eh, importante. E un ringraziamento quindi a tutti i soccorsi che stanno operando. Come parlamentari della nostra regione, l'Emilia Romagna del nostro partito, abbiamo chiesto. Eh, Ovviamente la massima attenzione al governo, ma anche ci siamo permessi di, eh, su, di fare due proposte che, si, che i sindaci ci sollecitano. Proprio quella di continuare a supportare i nostri territori dando anche risorse, ma anche la possibilità di assunzioni eh, temporanee per affrontare questa situazione con eh, assunzioni a tempo determinato anche nelle nostre unioni per affrontare un'emergenza e tutte queste incongruenze. Che in questi giorni, in queste ore, nei prossimi giorni dovranno essere necessarie per supportare ovviamente le famiglie in tutte le pratiche, anche successive, non solo legate all'emergenza, ma anche alla ricostruzione. Siamo certi che la nostra regione si risolleverà anche questa volta. Grazie. Grazie. Ne approfittiamo per salutare docenti e studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna che seguono i nostri lavori dalle tribune. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Kerchi, ne ha facoltà. Eh, grazie Presidente io dunque vi informo che ho provveduto a depositare una nuova interrogazione al Ministro Lollobrigida affinché risponda una volta per tutte alla richiesta di chiarimenti sulla necessità di una maggior tutela nei confronti degli animali durante i trasporti dagli allevamenti ai mattatoi animali che ogni giorno devono affrontare estenuanti viaggi all'interno dell'Unione Europea e addirittura verso paesi terzi ricordo a tutti che parliamo dei cosiddetti viaggi della morte poiché queste povere creature sono caricate su camion sovraffollati, mal equipaggiati viaggiano a temperature incompatibili con i più basilari concetti di benessere animale per giorni interi, senza alcuna sosta nonostante siano feriti, assetati e affamati lo stesso trattamento è riservato anche ai cuccioli non svezzati, impossibilitati a nutrirsi per giorni, prima di essere poi ammazzati le inceste fatte da animali qualiti mettono in evidenza quotidianamente come queste vittime degli uomini vengano considerate solamente merce per produrre profitto, nonostante l'Unione Europea li abbia definiti a tutti gli effetti esseri senzienti. Riconoscendone la capacità di provare dolore, piacere e sentimenti di solidarietà e di amicizia anche tra specie diverse. Quanta dignità hanno gli animali, quanto abbiamo da imparare da loro. Animal Quality ha lanciato una petizione online che ha riscontrato un grandissimo successo, sancendo chiaramente la volontà dei cittadini di vedere finalmente applicate le norme che riguardano il benessere animale. Ministro, siamo in un paese civile e per questo le rinnovo la preghiera di rivedere le. Posizioni dell'Italia nei prossimi incontri Agrifish, prendendo nettamente distanza dal documento portoghese e allinandosi anche agli stati più ambiziosi, quale l'Olanda, a favore di un totale divieto di esportazione di animali vivi verso paesi esteri, sostituendo questi ultimi con carne. Carcasse come raccomandato anche da illustri categorie di esperti. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanna, ne ha facoltà. Grazie presidente, la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra oggi 17 maggio, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite dal 2024 dall'Unione Europea nel 2007 ci ricorda quanto sia necessario e doveroso l'impegno della politica e delle istituzioni nel contrasto dell'odio e alla violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere delle vittime. Da ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il monito lanciato oggi, come ogni anno, verso tutte le istituzioni affinché siano impegnate a garantire i principi fissati dall'articolo 3 della Costituzione, è necessario segnalare che l'Italia volata al 34 posto nella lista dei Paesi europei per tutela dei diritti della comunità LGBTQI+, anche per precisa strategia politica e responsabilità dell'attuale Governo Meloni sta andando purtroppo in senso opposto. Gli attacchi continui e i discorsi d'odio di molti esponenti di Governo sono responsabili di un arretramento del nostro Paese sul piano dell'inclusione e della piena uguaglianza di tutti i cittadini, in particolare colpendo i diritti dei figli delle famiglie Arcobaleno e acuendo una discriminazione odiosa e inaccettabile. E oggi Simone Alliva, giornalista dell'Espresso, conferma che ridurre il problema delle violenze a un dato numerico significa chiudere gli occhi, perché le botte, le aggressioni, gli insulti. I silenzi della politica fanno più male. Il Partito Democratico è e sarà in prima linea non solo per denunciare e bloccare il tentativo della destra, in linea con i paesi Visegrad, di ridurre e comprimere i diritti della cittadinanza LGBTQI, ma anche per portare avanti in Parlamento e nella società civile la battaglia per la piena uguaglianza e per la piena inclusione di tutte e di tutti. I non sono di una parte, sono di tutti, e non possono essere come accade in Italia, oggetto di scontro politico. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Eh, mi permetta di fare una piccola premessa perché. Oggi è il trentennale dell'anniversario dell'uccisione di un giovane napoletano all'epoca, si chiamava Maurizio Estate, fu massacrato perché sventò una rapina. Purtroppo molto spesso io prenderò l'abitudine di farlo in quest'aula, vengono ricordati più facilmente i criminali, i camorristi, di cui purtroppo spesso si realizzano anche fiction televisive o documentari rispetto ai tanti eroi e anche alle vittime che coraggiosamente hanno fatto quello che... Un cittadino normale potrebbe fare ogni giorno, cioè lui sventò, intervenne per evitare la rapina di una persona e pensi un po', i suoi carnefici tornarono a casa, presero una pistola e lo andarono a sparare. Cioè non fu neanche una reazione violenta avvenuta in quel momento. Avvenne perché avevano deciso di ehm, ucciderlo come dimostrazione della loro forza. Dopo 21 anni i suoi carnefici sono fuori e oggi si, si svolgeva il trentennale della sua famiglia. Mi scusi, le per, prenderò qualche altro secondo soltanto per segnalare una cosa. Tramite lei ci tenevo, a, eh, visto che c'è stato un intervento in aula e un conseguente, una conseguente azione del Ministro della Cultura San Giuliano, io intervenni in aula alcuni mesi fa perché c'era il rischio che il Cinema Teatro Metropolitan di Napoli diventasse un parcheggio. Eh, il, il Cinema Teatro è di proprietà di Intesa San Paolo, che è anche la banca che serve eh, il nostro eh, Parlamento. Ebbene, eh, è, stata, è, stata, è, stata, è stata preannunciata da parte del Ministro San Giuliano il vincolo per evitare che diventasse un garage. Eh, hanno fatto l'asta, ma incredibilmente mi è arrivata questa nota, io leggo un passaggio, la banca sembra comportarsi in modo diverso rispetto alla volontà del ministro e un'azione concreta da parte eh, del Ministero della Cultura, tra l'altro che ho condiviso pienamente, cioè nel fare l'asta è stato segnalato che Proprio in, in attuazione di questa sensibilità, cioè della nota eh, dell'aver pre, dell preannunciato da parte del ministro che ci sarebbe stato il vincolo, Intesa San Paolo ha pubblicato l'invito a offrire, perché ha fatto subito l'asta immediatamente subito dopo che il Ministro ha preannunciato il vincolo, si è fatto una corsa a fare l'asta pubblica. A offrire per la compravendita dell'immobile. e In essa ha voluto sottolineare con chiarezza che ci sarà il mantenimento della destinazione culturale. È tuttavia chiaro. Che non vi sono strumenti di diritto a disposizione della banca che possano garantire il rispetto di quella condizione, e cioè la valorizzazione culturale del luogo da parte della futura proprietà. Pertanto, Intesa San Paolo si augura che i provvedimenti amministrativi che vorrete adottare a tutela tale valorizzazione culturale, così come preannunciati, come, come, come preannunciati possano sia prevedere l'esercizio di attività culturali, sia consentire altre eventuali iniziative ancillari. E cosa sono le iniziative ancillari? La proposta di fare un garage, una discoteca o un supermercato. Allora, bisogna che il Ministro e soprattutto le volontà del Governo, pro tempore ma che poi diventano atti per tutti, siano rispettati dai cittadini ma anche dalle banche. Quindi le chiedo, chiedo tramite lei, di fare intervenire di nuovo il Ministro perché questa lettera è un'offesa e un oltraggio nei confronti delle istituzioni, tutte a partire dal Parlamento. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giuliano, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io intervengo per portare all'attenzione dell'Aula una vertenza che ci preoccupa molto come Movimento 5 Stelle e che stiamo seguendo. Eh, perché lunedì scorso, il 15 maggio, la GV Electric ha eh, inviato lettere di licenziamento a 114 eh, lavoratori. E quindi eh, nello stabilimento eh, di Foggia e quindi ora 114 famiglie si trovano eh, senza lavoro. È un'avvertenza che ci preoccupa molto eh, perché pone eh, fine, questo licenziamento pone fine ad uno stabilimento che ha caratterizzato eh, il lavoro in, a Foggia e in Capitanata per 33 anni. Questa Multinazionale americana ha deciso anche di chiudere una speculare unità produttiva che si trova anche a Peschiera a Borromeo e, eh, nonostante i diversi tavoli che si sono svolti a livello regionale e anche nonostante un incontro effettuato al Ministero del Lavoro, purtroppo non sono state individuate delle soluzioni eh, che potessero tutelare eh, l'occupazione di queste eh, famiglie. Uh, la, uh, il licenziamento, per quanto ci riferiscono le organizzazioni sindacali, è intervenuto quando ancora era pendente un uh, secondo incontro, l'attesa di un secondo incontro e di un tavolo ministeriale attivo presso il ministero del Made in Italy. E allora il mio auspicio e la mia sollecitazione è quello di eh, affinché il ministro Urso possa intervenire e ehm, sollecitare anche eh, la società, questa multinazionale americana che tra l'altro ha delle commissioni da Enel e da Acea, affinché eh, si possano eh, individuare delle soluzioni condivise con l'azienda per tutelare eh, l'occupazione eh, dei lavoratori, eh, soprattutto nell'unità produttiva eh, foggiana, e si possano magari individuare dei processi di eh, reindustrializzazione che possano portare alla prosecuzione della produzione eh, dell'unità produttiva della GV Electric. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Candiani, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Siamo ovviamente anche noi sconvolti dalle immagini che arrivano dall'Emilia Romagna e per le quali siamo molto vicini alle popolazioni colpite da questa alluvione. E nello stesso tempo siamo anche grati e siamo anche vicini ai tanti volontari, volontari di protezione civile e ai professionisti del soccorso che si stanno impegnando in queste ore nelle difficili azioni per riuscire a rendere il più gestibile possibile la situazione. Ci sono condizioni che si ripetono ormai periodicamente, purtroppo, alle quali non ci vogliamo abituare. Quindi siamo ancora più determinati e su questo ovviamente nei prossimi giorni presenteremo dei debiti atti parlamentari perché il Governo anticipi e vada più velocemente possibile nella spesa delle risorse destinate al riassetto idrogeologico e soprattutto nel mettere in condizione i nostri soccorritori di poter fare al meglio il proprio dovere. Ecco, è importante anche che ci siano degli strumenti, quindi in queste ore si stanno dispiegando tutti i dispositivi della protezione civile, come dicevo, ai vigili del fuoco. È importante che anche tutti gli strumenti siano messi a disposizione e qui torna la memoria, rinnoveremo anche in questo caso con atti parlamentari, la sollecitazione affinché sistemi importanti come quello di allerta IT Alert siano finalmente messi in funzione. Negli altri paesi europei questi sistemi già funzionano, salvano vite ed impediscono che ci siano condizioni di pericolo gravi a cui sono sottoposti senza alcun preavviso i nostri concittadini. In Italia purtroppo stiamo ancora assistendo al procrastinarsi con proroghe, su proroghe, su proroghe, nonostante i eh, molti soldi messi a disposizione eh, dal governo. Il Ministro ovviamente ha tutta la nostra attenzione e tutto il nostro supporto occorre che ci siano azioni di responsabilità. Queste, questi sistemi di soccorso debbono essere attivati affinché i nostri cittadini siano sempre più tutelati e si evitino situazioni reali di rischio di abbandono piuttosto che di eh, non ricerca dei dispersi, come invece può avvenire con i sistemi d'edalo che abbiamo in servizio per i nostri vigili del fuoco. Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 maggio 2023, ore 13, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La seduta è tolta.